so now you're here again knocking at my door a little too late for i'm sorry for the lights went out because you kept cutting the cord and I started to fade into your grave see i finally opened up my eyes now the future is now the future is now i waited for you in the passenger seat there's only so far i can ride in your dreams while you were chasing I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my. Is now the future is now I'm not backing down 'cause the future the future is now not backing down. Cause the future is now. Celebrate! Never knew a feeling better than today. Means what beginning of a brighter day. Letting in a feeling, mending what we break. Now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for the lights. Went out. Cause you kept cutting the cord, and it started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. Signore e signori, buonasera e benvenuti nella quinta giornata di European League. Come al solito, Ryuk e Cinuk per commentare questa lunga giornata di cinque partite che inizieranno con Chaos Virtus Pro. Qualcuno lo chiama il giro di boa, di fatto è vero: con un totale di nove partite, arrivati alla quinta abbiamo passato la metà e il che significa che potremmo già delineare quella che potenzialmente è la top 4 ed in più anche qualcuno dei candidati all'invitational, visto che eh, i punti assegnati sono già parecchi. Andiamo infatti a vedere la classifica momentanea prima di questa giornata, che vede la top 4 con in cima BDS insieme a Team Secret. Come vedete, con entrambi quattro vittorie a testa senza pareggi o sconfitte. A seguire, Virtus Pro ed Empire, differenza di 2 punti per i Virtus Pro, mentre siamo a ben 6 ehm, punti per gli Empire. È interessante che terza e quarta posizione siano entrambi team russi. È vero, per gli Empire secondo me c'è qualche errore da parte dei loro avversari, calcolando che quei sei punti sono stati capitalizzati sempre sulla stessa mappa, ovvero Consolato. Seguono i G2 che stanno probabilmente giocando una delle loro stagioni peggiori o perlomeno quella che sembra essere una delle peggiori per il modo in cui giocano. Poi ci sono i Chaos al sesto posto, che noi continuiamo a candidare come ultimi potenziali, però grazie a quella vittoria sui Rogue si sono salvati recuperando qualcosa. Poi ci sono Vitality, Navi, Tempra e infine il disastro che possiamo chiamare in questo momento Rogue. Brutto vedere i Rogue con zero vittorie, zero pareggi e quattro sconfitte. Provengono da una stagione incredibile e dopo un mese si trovano ultimi in classifica. Sostituendo un po' quelli che sono i Secret che abbiamo visto essere invece i secondi a pieni punti. Ma andiamo a vedere invece la schedule. Come ho detto prima, si partirà con Virtus Pro contro Chaos Esport, in seguito secondo match Tempra contro Empire e poi G2 contro Rogue. I matchup di oggi sono particolari perché poi ci sono i BDS contro Vitality che in teoria dovrebbero confermare il primo posto per la squadra numero uno d'Europa e poi l'ultimo match che io definirei forse il match of the day perché i Secret ora si ritrovano ad affrontare i Natus vincere che sono il team più difficile da battere probabilmente all'interno del campionato in questo momento per il modo in cui giocano e l'aver cambiato tantissimo il loro stile e alcuni giocatori. Riusciranno i Secret a prendere 5 vittorie di fila? Riusciranno anche BDS a fare questo grande gesto importante per poi confermare anche ciò che abbiamo detto prima di essere molto più vicini al Six Invitational. O anzi, per fare un passo indietro, di essere molto più vicini al mini major europeo. Perché, perché ricordiamo: come ad agosto ci sarà un mini major europeo e non ad il agosto. major. No, come ad, agosto. Ah, come ad agosto. Come ad agosto ci sarà un mini giro europeo. Ovviamente parliamo della finale eh, che ci sarà a novembre, in teoria appunto del, del mini giro europeo che includerà i migliori quattro eh, europei. Quindi chissà quando potremo rivedere tutte le regioni eh, affrontarsi, affrontarsi tra, tra, di tra di loro. Forse, Forse perché abbiamo un problema: in questo momento nessuno batte i BTS. Quindi il continuare ad affrontarsi all'interno dell'Europa fa sì che loro non abbiano un vero e proprio rivale che li possa eh, battere in questo momento. Ricordiamo che all'Invitational sono arrivati, all'ultima apparizione internazionale, sono arrivati come primo team europeo alla fine sì. del tutto perché si sono piazzati quattro. Quarti dopo aver perso contro i TSM, un team nordamericano, e sostanzialmente aver lasciato le prime due posizioni a Brasile con il Ninja Pijama e gli Space Station Gaming, che significa che lo stato di forma dei BDS in realtà ormai dura praticamente da un anno. Quasi. Vero, 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 vero. Infatti, il team più costante vi parlo di averlo detto anche eh, nella scorsa stream, nell appunto nella quarta giornata. Il team più costante del 2020, ma eh, a proposito di costanza, vediamo se questa costanza viene anche eh, mantenuta dagli operatori, dal pick rate. Gli operatori all band rate, vediamo infatti appunto eh, partendo dall'attacco cosa ci viene mostrata questa grafica. Non è cambiato nulla rispetto alla giornata precedente, vediamo sempre Sledge che fa parte del primo operatore più scelto nell'attacco di Rainbow Six: addirittura 86%, una percentuale altissima, che dovrebbe essere superata soltanto eh, da un pick rate di un difensore che potrebbe essere Jäger. Ma poi, ovviamente, lo, lo vediamo nella prossima grafica. Seguito da seconda posizione per Sofia e Ash. Peraltro l'altro, Ash bannata nella scorsa giornata. Vado a memoria, era o la quarta o la terza giornata. È arrivato l'Ash di ban che ha aumentato quindi il suo ban del, del 5%, sempre ovviamente molto basso. Sì, sembrava un target specifico per permettere a qualcuno di eh, scarrellare il ban di Ash. Sappiamo che arriva Virtus Pro contro Navi con esatto. l'idea dei Navi di togliere eh, proprio i Virtus Pro che vedremo giocare per primi Ash dalle mani di eh, Rusk e costringerlo quindi a giocare altro e far scarrellare. Scar Carrellare tutto. Sofia è più presente, specialmente perché ora viene utilizzata come soft reacher secondario, spessissimo con le cariche da breccia soprattutto su Caffè Dostoieschi e quando necessario su Consolato. Per quanto riguarda gli altri operatori, se devo dire la verità, la statistica più interessante è quella di Capitao, che si è bannato il 20% delle volte, ma. È piccato solo il 5, significa che in realtà, anche eh, nell'80% dei casi in cui sarebbe disponibile, le squadre non lo stanno utilizzando. Nomad molto bannata e anche allo stesso tempo giocata. E clamoroso, anche se a sorpresa di pochi, secondo me, l'entrata gamba tesa di Ace che. Eh, ha scalato la classifica degli arbriceri in maniera devastante, forte del fatto che Maverick è l'arbricer più bannato in assoluto. Termite praticamente è irreperibile in questo momento nel meta, e poi ci sono Ibana ed es che appunto, vengono scelti alternativamente. Andiamo a vedere un rapido sguardo anche alla difesa con il 96% di Jäger. Questo è quello che dicevo: il, il giocatore, più anzi, l'operatore più giocato in Rainbow Six competitivo European League è Jäger. Di parecchio anche. In di parecchio realtà. perché l'ultimo è l'86%, il secondo parlando ovviamente di Sledge. Poi vediamo Smok e Melusi che entra nella top 3 come anche la scorsa settimana. Insomma, esse Melusi, i nuovi operatori disponibili da questa stagione, ovviamente parlando del competitivo perché sono già disponibili da 4 mesi in Rainbow Six sono entrati a gamba destra per anche, appunto, utilizzare un'altra frase nel competitive e questo ci fa molto piacere perché finalmente abbiamo anche un cambio di operatori che non è sempre stantio e magari un po' monotono. Allo stesso tempo Mira eh, viene bannata di meno, è giocata di meno, ma Uamai continua ad essere l'operatore ritenuto più pericoloso in assoluto, il Barry di Valkyria continua a salire, la ragione è molto semplice, Eco è ancora disattivato. Vediamo intanto in questo momento, ma entrando un po' più nel, nella partita tra Virtus Pro e Chaos, che inizia peraltro tra pochi minuti, qualche statistica da spulciare perché abbiamo eh, intanto un po' di roster, ovviamente i roster da mostrarvi, finalmente il eh, quintetto è sbloccato. Anche eh sì, il Next One è apparso tra le immagini dei, dei Chaos, che però purtroppo. Mi permetto di dire, come ogni stagione, da quando sono in competizione stanno giocando un livello sempre un po eh, altalenante. L'unico che riesce a spiccare è Crean con queste belle statistiche. Però, come sappiamo, un Maradona non può fare differenza nella squadra E l'effetto prano con i secret della season scorsa. Il problema è che ad affrontarli c'è la squadra invece dei Virtus Pro. Numeri per loro sono parecchio, parecchio migliore. Solo due targhette rosse per VTG. Il rating per un support non è così strano. Può capitare che durante un intero round brecci muori e non hai fatto niente, effettivamente, perché sappiamo che eh, nel rating sostanzialmente non è calcolato quanto sei utile a livello di call piuttosto che di risorse utilizzate. L'altro è il KD di Shockwave, che in realtà è in negativo parecchio di poco. La grande sorpresa, secondo me, è come hanno aggiustato il tutto. Tolto a Mision, hanno eh, introdotto Milon, però Milon non ha preso il ruolo del giocatore uscente. Il Bridger è stato passato a Shockwave e ora Milon è diventato di fatto uno dei due entry fragger spalla per Rask. Un po' di cambi che stanno funzionando però nel lato Virtus Pro perché stanno giocando veramente, eh, veramente molto, molto bene. Vediamo infatti tre vittorie ed, una, ed un pareggio. E diventate a dare uno sguardo anche ad una grafica 1v1 che abbiamo tra Pasha e Crin. Pasha da una parte appunto per i Virtus Pro con eh, Tascia e Melusi. Come me, d'altra parte green sledge e melusi quindi abbastanza eh, simili: cost con la, la parte interessante, appunto, di pasce che è bel, del 73%. È vero, ora siamo super curiosi di sapere su quale mappa i due team si vogliono affrontare perché sappiamo che ci sono un paio di punti importanti, ovvero i Chaos hanno subito due sconfitte su Oregon, infatti la tolgono per prima, per quanto riguarda i Virtus Pro in realtà su Oregon allo stesso tempo vincono parecchio, eh, Costa non compare mai in Europa, è una mappa che stiamo evitando parecchio, Clebouse un'opzione plausibile ma dove secondo me il gioco strutturato e lineare per eh, i Virtus Pro è molto molto più semplice, che alla fine devono decidere tra Consolato e Parco Divertimenti, Sapendo che i Chaos Parco Divertimenti qualche volta l'hanno anche giocata e sanno giocare cali se necessario, quindi i ban come quello di Maverick e Thatcher hanno meno effetto su di loro. Non dimentichiamoci che i Virtus Pro e X-Force eh, ci hanno abituati a guardare le console come una loro mappa storica, ma poi qui non hanno performato bene nello stage 1. Abbiamo anche analizzato le statistiche durante il mini major. E se per chi ci ha seguito, vi ricordate che appunto non è stata così ben giocata dai Parti Virtus Pro. In questa stagione, eh, potremo, appunto, da questa partita, vedere se saranno arrivati dei miglioramenti anche a seguito eh, del, loro, del loro cambio. Insomma. Abbiamo eh sì. prospettative alte su questo. Ci sono mappa. delle note importanti. Per esempio, avevamo notato che loro non vincevano eh, consolato. però sono o erano perlomeno durante lo stage 1 il miglior team europeo ad attaccare e difendere il Garage per qualche motivo. Abbiamo visto che anche gli Empire riescono a vincere sia in attacco che in difesa molto spesso la difesa di Garage. E questo ti aiuta parecchio perché, se hai almeno una difesa, oltre a quella di Atrio, che sappiamo sta venendo giocata sempre di più e funziona, a quanto pare funziona parecchio. Eh, nel meta attuale, di solito si gioca lanciando il C4 dal pavimento e si mantiene una parte del controllo al piano superiore per rallentare gli attaccanti. Allora hai quelle due difese che ti consentono di concludere la metà difensiva, che per un periodo è stata sfavorevole, ora è tornata ad essere favorevole, con un 4-2. Se sei bravo ad attaccare le scale gialle, calcolando che il barre di Huamai è salito tantissimo, ora uccidere il giocatore nelle scale gialle piuttosto che all'interno dell'ufficio di meeting diventa molto, molto più facile e quindi sei in grado di concludere la tua consolato con una bella vita. Vittoria. Sì, Consolato è diventata una mappa potenzialmente molto equilibrata Hai detto prima che eh, all'inizio era più offensiva Dato che in effetti è ancora vero. adesso la, la difesa vince il 49% delle volte Questa è una statistica legata a qualche giorno fa Ma alla fine non sarà cambiato più di tanto Guardando anche ciò che è successo nelle Consolato esatto. che abbiamo visto Quindi proprio di un, di di un mignolo punto, Calcolando un punto... che gli Empire hanno vinto praticamente tutti i loro attacchi contro i G2 per esempio, sul Consolato, quindi hanno influito parecchio su questo numero, vero? Quindi, su Consolato possiamo aspettarci grandi difese come grandi attacchi. E eh, vedere vederla giocare di Virtus Pro eh, oggi potrebbe essere un bello spunto di eh, insomma di ritrovare qualche bella giocata in una mappa che non viene così spesso giocata, come per esempio Oregon, che già a dirlo, già immagino avete chiuso la live perché l'abbiamo vista sette Passa. volte, quella e... è Clubhouse. <ride> Però abbiamo, abbiamo avuto parco divertimenti in un paio di istanze. Sì, l'abbiamo e te. Quindi è già una vittoria. La scorsa season, su, su usate, lo scorso stage, su 45 game giocati, una sola. <ride> e però nel Major poi l'abbiamo riavuta. A grande sorpresa, ricordo i BDS che nel veto se la sono trovata lì in mezzo e ho detto: Wow, ci tocca giocarla. Vabbè, perderemo e questa Ma come la, questa? <ride> la perderemo. Ehm, e infatti arrivarono alla finale. Lì fumo tutti sorpresi perché i G2, dopo aver vinto nel primo match, Best of 3 tolsero Parco Divertimenti e quindi noi ci aspettavamo di rivederla, sarebbe stato no, un record in uno stage riuscire a vedere tre volte Parco Divertimenti. Non lo so, faremo sicuramente molto fatica all'Invitational contro altre nazioni che la stanno giocando tanto, però in teoria, come abbiamo detto, dovremmo essere una cannonata di, di continente su Oregon, perlomeno. Tu stai dando, stai dando per scontato che l'Invitational si giocherà in LAN con tutte Speriamo. La situazione Covid non è così bella, quindi speriamo di vedere un Invitational classico, come siamo abituati a vederlo, tutti quanti insieme in Canada, a Montreal, ma questo noi purtroppo attualmente non, non possiamo, possiamo saperlo. Noi speriamo che verrà giocato un bel Invitational come, come gli altri. Beh, i ricordi sono forti, soprattutto perché ora continuiamo ad avere, come dicevamo, i team europei che si affrontano tra di loro e questo è un problema a livello di meta. Per cioè noi non possiamo sperimentare altre cose, ripeto, i BDS stanno giocando lo stesso gameplay, raffinandolo molto poco. Eh, la grande novità è stata l'introduzione di Ace, Melusi se posso dire ha cambiato meno, ma ha aiutato a spingere il meta delle Impact, lo definirei così. Vediamo sempre più round in cui si giocano due o tre operatori con le Impact, perché siccome c'è Ace e c'è anche Ibana disponibile, a volte hanno entrambi, ti servono le Impact perché treccare con le batterie è complicato, Kaid viene giocato meno in alcuni contesti, per cui questa è la vera novità e secondo me Melusi è più giocata quasi per il suo impact che se secondo me dovessero sparire dal kit abbasserebbero il suo rate competitivo in più l'abbiamo vista persino bannata qualche volta anche se secondo me come abbiamo notato il ban anzi una sola volta il ban di Melusi non ha un effetto così grande come ci si poteva aspettare prima che entrasse nello scenario competitivo una volta in Europa eh, si inseguivano i G2 quando erano campi del mondo avevi il team migliore in Europa quindi era anche uno stimolo per, per gli altri team per raggiungere noi G2 nel cercare di arrivare al loro livello. Adesso non abbiamo più il migliore al mondo in Europa, ma è attualmente in America. Perché gli ultimi eh, che hanno vinto appunto l'invitation sono stati eh, i tuoi si può dire? Amati? Beh, in realtà io ero curioso di vedere se Canaria <ride> riuscisse a mantenere la sua promessa e ce l'ha ce l'ha fatta con i suoi SSG. Quindi, alla fine, eh, adesso. Quando incontreremo gli americani, magari ci sarà qualche problema in più. O almeno qualche Vabbè. difficoltà in più. Questo è un po' quello che è successo in quest'ultimo anno di Rainbow Six, dove l'America ha avuto un livello più alto dovendo raggiungere appunto il, il, il loro campioni, i loro campioni, I loro campioni. E i G2 è portoghese <ride> perché gli altri finalisti erano dal Brasile. Può succedere? Chiedo scusa. E invece in Europa, eh, alla fine, abbiamo avuto G2 che invece hanno fatto un passo indietro. Gli Empire Rank, Insomma, due dei grandi titani non si sono evoluti, ma anzi, hanno fatto un percorso al contrario, sotto un certo punto di vista. Empire che aspettiamo, tra l'altro, al vaglio nel prossimo match, nel secondo. Ma ora ci sono i russi migliori in questo momento: Virtus Pro e. Eh, i loro avversari, i caos, che combattono in realtà per rimanere all'interno League perché essendo arrivati decimi, questo dobbiamo ricordarlo, che sostanzialmente i punti dei due stage per quanto riguarda la classifica dell'European League poi si sommano e se alla fine dei conti tu sei il decimo, tu sei fuori in automatico e quindi per i caos anche entrare al major in realtà non è una vittoria in sé in chiave invitational, per loro l'invitational è impossibile, possiamo dire che è impossibile, dovrebbero arrivare primi e vincere anche il major che è difficile, è molto difficile, è improbabile, ok? Non usiamo la parola impossibile, è improbabile, eh, però puntano secondo me a rimanere all'interno per poi avere più tempo, perché a quel punto avrebbero i tre stage dell'anno 2021 in cui magari riescono a fare delle modifiche di line-up più strutturali, cambiare qualcosa e incominciare a vincere più game finalmente. Sarebbe, sarebbe curioso da vedere, poi il 2021 come verrà... Eh, giocato dai team perché abbiamo, anzi ah, sì, avremo tre stage come da programma, abbiamo già parlato in realtà più volte che in questo anno sono giocati soltanto due stage per la transizione che c'è stata in corso d'opera appunto del cambiamento del competitivo di Rainbow Six ed è per questo che soltanto due stage verranno giocati prima eh, del, del, dell'invitation, cioè del, del torneo che conclude poi l'anno competitivo di, di Rainbow Six. Abbiamo eh, un, avuto una news che c'è stato un rehost, nella partita prima di cominciare, quindi, fondamentalmente è caduto l'observer o qualcosa del genere. Dalla è caduto non nella vita non reale, ovviamente. Uno. Cioè, non è caduto, è caduto in, in, in game. <ride> quindi, per fortuna non si è fatto male fisicamente, ma soltanto nel gioco. Quindi, aspettiamo qualche minuto per entrare in, in partita. E dovremmo esserci, tra l'altro ho avuto modo di dare un'occhiata al voto della community, perché io ho le informazioni, ho le ah. conoscenze, come dice qualcuno, e sembra che su Twitter siano tutti uh, d'accordo sostanzialmente, poi dalla regia ci dicono che esiste la possibilità che ci sia qualcos'altro. Uh, incomincia la fase di ban degli operatori, il primo rimosso è Capitao, che può praticamente stimare la maggior parte dei suoi ban. Uh, a favore degli avversari dei Virtus Pro, cioè chi gioca contro i Virtus Pro di solito banna Ying o Capitao. Perché si aspettano che VTG possa giocarli. Lo sta facendo molto meno. Ma il fatto che potenzialmente lui li possa usare fa parecchia differenza. Soprattutto su Consolato, in cui tirare le incendiare all'interno del garage o al piano superiore per muovere qualcuno, nonché la possibilità di smoccare da lontano. Calcolando che Uomai viene bannato quasi sempre: almeno se obblighi gli avversari a giocare solo con i fumogeni di Ace, quelli li puoi bruciare con gli ADS o acchiappare con i magneti, mentre invece le frecce sappiamo che sono neutralizzabili solo dal Kenyatta, mm. che sopravviverà però questa volta alla fase di veto. E questo è un bel dettaglio da evidenziare: perché Uomai siamo abituati a vederlo, bannato nella maggior parte delle partite, e invece, sopravvive in questa consolato, quindi si cambierà. Uh, stile difensivo, perché? Womai, uh, sarà una scelta quasi obbligatoria, presuppongo per uh, i Caos in questo momento che in realtà attualmente sembrerebbero non essere d'accordo con me. Lascio invece soltanto Jäger. Womai, uh, sarebbe stata una bella scelta per obbligare i Virtus Pro a prendere ovviamente uno o due Air breacher, più, come hai detto tu prima, tanti eh, esplosivi in più. Quindi prendere Zofi Hash, Bach in questo caso che decrate, eccolo qua infatti che arriva Uomai, mi sembrava strano non fosse preso dalla difesa. Effettivamente sì, ci aspettavamo che comparisse, l'idea di sixpickarlo è magari per cercare di non far capire quale difesa vuoi trattare, di solito se non c'è Uomai è possibile che sia o una difesa in archivi, la più rara, o potenzialmente una difesa in garage, in cui Wamai è molto forte perché ha lo scudo a disposizione, quindi può giocare in tubi ed aiutare i giocatori all'interno del garage, ma nel mentre, come notate, siamo frizzati. Non noi, loro. Eh, di conseguenza avremo un rehost abbastanza rapido, speriamo. L'observer è caduto. Ok. Quindi però... E se siamo Speriamo. fortunati, <ride> non si è fatto male, dovrebbe ritornare, e dovremmo rientrare in game. Magari riusciamo a vedere ehm, l'altra parte round, perché avevamo solamente visto il sito, è Atrio. Non è una grande sorpresa, è sempre più giocato, sì. secondo me perché è diventato difficilissimo difendere il garage con tutte le utility. L'abbiamo spiegato un po' di volte come, siccome in Atrio l'art breaching non è parte così rilevante dell'attacco, a parte il triplo muro, anzi il doppio muro rinforzato tra Meeting e il corridoio. Dove gli attaccanti cercano di aprire per spostarti, in questo modo tu non puoi sparare da sopra a sotto in atrio. Tolto quello, Ace, che ora è presente, non è un problema enorme. Mentre in garage fai molta fatica, al piano superiore è in generale difficile difendersi perché le finestre favoriscono tendenzialmente gli attaccanti. Ma adesso, eh, essendoci uomai. Ricordiamo che i Selma sono counterabili dallo stesso Magnet. Quindi puoi anche rubare uno o due Selma, appunto, con, proprio con i Magnet di Uomai, che potremmo eh, prevedere possa giocare in meeting? Perché spesso vediamo Smoke che. Dietro lo scudo, rallenta con qualche granata per poi droppare dalla botola. Ma essendo ci vuoi mai possiamo aspettarci che Smoke giochi all'interno del sito e vuoi mai sopra cercare di distruggere i gadget. Che non ce lanciando. Perché così si può autoproteggere, magari piazza anche lo scudo. A volte lo fanno giocare in connector e c'è anche Smoke. Esatto. E quella è la link con gli attaccanti. Perché sei obbligato a pulire la DS se c'è, poi a cercare di capire quanti magneti hanno. È difficile colpire con la granata. Il giocatore che si trova all'interno di Meeting. Parlando di granata, fino al momento in cui giocava Mision e, e se ancora non era disponibile, i Virtus Pro attaccavano sempre con quattro perché giocavano Maverick sempre. Se ricordi, attaccavano il garage facendo la striscia e poi buttando giù la barricata. Ora hanno cambiato questo concept e attaccano con solamente una coppia di granate. Il che significa che devono stare più attenti a bruciare gli ADS e tutto il resto con i propri gadget. Ma in più non hanno così tante granate per cercare di uccidere i giocatori. Insomma, abbiamo delle, delle ipotesi molto, molto interessanti. Adesso In senza il ban di Uomai si apre uno scenario più ampio per cui noi possiamo. Provare a indovinare qualche quintetto, qualche, qualche formazione offensiva e difensiva degli operatori. Insomma, bello vedere quanto un ban possa cambiare anche determinate scelte per entrambe le, le compagini. Eh, mi ha fatto pensare appunto prima all'utilizzo di, di, di Maverick da parte di Mission che brecciava due muri di, di, di garage, sì. sia quello di destra che quello centrale, poi c'era la doppia impact oppure dei proiettili sparati nel muro soft per distruggere eh, il tutto. Eh, era anche un po' rischioso perché ha giocato soltanto era un Breacher sì. Moriva Maverick, non avevi più modo di entrare, soprattutto è un Breacher contestabile mentre fa mm. il suo lavoro. Questo è il grande, è sempre stato il grande difetto di Maverick. Se dobbiamo far, fargliene avere uno, visto che sostanzialmente è oh, fenomenale, ma siamo rientrati negli ultimi 20 secondi del round. partiamo già alla grande uh, bombazza, come si vuol dire in gergo. Con i Virtus Pro che hanno pareggiato i conti, grazie alla kill di Milon. Sto cercando di raccogliere un attimo le informazioni per capire la situazione. Milon copre dal scale a chiocciola, Arriva la Smoke per fare. Tardiva perché il tanto ormai online sale. Vito, sa perfettamente dove Quindi trova un bag perfetto. Con le mani, crea un buco come neanche eh, Thanos riusciva a fare. Qui poi rimane ehm, soltanto. Anzi, ah, sì, no, pardon. Eh, i, I caos riescono a difendere. Avevo un attimo perso il numero dei VP rimanenti. Ed infatti, arriva. Il primo round vittorioso per i caos. Se Milan non si fosse spostato, non aveva ragione di muoversi, perché il suo compito più che eh cercare di gestire il passaggio dalle scale gialle, in realtà era impedire che qualcuno salisse dalla scala chiocciola e infastidisse eh, Bach, che alla fine è stato eliminato, credo, con un colpo di pompa attraverso il pavimento dopo aver verticalizzato. La prima difesa dei caos funziona in un sito che sappiamo vincere sempre di più perché obbliga gli attaccanti a prendere lo spazio al piano superiore. Abbiamo notato quando siamo rientrati in round, in, in, insomma in game effettivo, che mancavano solamente 20 secondi, erano già 3 contro 3 e il plant non era a terra. Addirittura se la fumogena fosse stata timerata meglio da smoke, da secret in questo caso sarebbe stato impossibile probabilmente addirittura armare. Ci riescono lo stesso ma poi si muovono troppo in fretta. Prima di riconcentrarci sul round vi ricordo velocemente hashtag VPWin se credete nella vittoria di Virtus Pro oppure hashtag ChaosWin se credete invece nella vittoria dei Chaos. C'è anche l'opzione di Lorchan, ovvero hashtag X se... Pensate che questo potrebbe essere un pareggio che non aiuterebbe troppo i Chaos e favorirebbe i Virtus Pro che stanno cavalcando i punti piuttosto bene in questo momento. Seconda difesa per loro al piano superiore e qui arriva il momento del grande dubbio. La seconda difesa, se la prima è atrio, puoi scegliere tra il garage in cui sai che i Virtus Pro sono uno dei team migliori ad attaccare oppure tenti di andare all'ultimo piano dove è mediamente difficile difendere, ma hai ah, l'opzione di next one e run out che comunque è una bella accoppiata attenzione a Kryn che intanto si tappa il tutto per possibili spawn kill anche next one vorrebbe uh. essere insieme a lui ma prova ah, ti tenta proprio un attimo uno spawn kill rapidissimo ma è troppo in basso è troppo tardivo è arrivato il tentativo quindi non riesce a portare a casa nessuno arriva intanto la Stool che va a togliere di mezzo un, uh, parto, una parte del pavimento precisamente sotto la bomba pensavo mi rasse lo scudo Inizialmente sì, poi ho notato dal punto in cui stava mirando che il suo scopo, o il presunto scopo, era distruggere il tavolo. In questo modo non ci si può nascondere dietro. Secondo me sarebbe stato meglio riuscire a colpire anche lo scudo. Tirandolo nel punto giusto, avresti danneggiato una parte del tavolo e dello scudo. Ma parlando di qualcuno che viene danneggiato fino alla morte, sono già caduti Next One, che era al piano inferiore, con Kreen per tentare il run out. E Vito, il problema è che Vito ora non sarà in grado di utilizzare le sue vilai. Qualora dovessero arrivare un tentativo di plant, lo zap non sarà effettivo. Intanto è Kran colui impegnato nel mantenere ancora qualche posizione importante nel, nei piani più bassi del eh, di di consolato, arriva dentro la breccia da parte di Admin, l'attacco dei Virtus Pro sta iniziando proprio sul lato est, quindi non cercano attacco da eh, Ceo, Gialle, tutta la zona limitrofa, arriva intanto Rusk con la doppia uccisione, togliendo anche Secret 3 va a spottare la maestro Gamma, arriva quindi la Stool perfetto per togliere informazioni dal lato difensivo che sono peraltro in netta difficoltà con Crine e Renwis che devono cercare un clutch 2 contro 5. Dovrebbe avere ancora l'informazione della telecamera al corridoio che gli dice che qualcuno sta venendo avanti Infatti c'è il prefire, flashato, riesce comunque a uccidere Fascia. Non si perde granché perché Rask è già all'interno di meeting. E rimane solo Crino al piano inferiore con il panetto di C4, che non ha ancora utilizzato gli HP, però se ne vanno molto più veloci di quanto non stia facendo il cronometro. Mentre tenta la risalita ed è eliminato da VTG. Ha provato un C4 senza informazioni. Per provare a fortuna di trovare qualcuno in connector, non c'era nessuno nessuno. Arrivato alla copertura perfetta di VTG. Una posizione precisa da parte di Virtus Pro due al piano inferiore, due per superiore che cercavano il plant e uno ovviamente che copriva quindi un attacco senza errori da parte dei russi che si trovano appunto in pareggio adesso 1-1 vedendo la stanza di meeting durante la fase centrale di round sono riuscito a capire esattamente perché il primo puffo era tirato al tavolo quello di rask è perché hanno deciso di utilizzare un puffo a testa hanno sfruttato il secondo quello di sofia per distruggere lo scudo e di conseguenza hanno rotto non solo il tavolo ma anche lo scudo. Il che significa che a quel punto l'unica posizione possibile all'interno del sito per il difensore era di fatto stare immobile dietro alla bomba nuova. La bomba nuova che ti aiuta parecchio perché, come abbiamo detto. È un blocco solido unico adesso, non ci sono più spiragli dove ti possono colpire ed in quel caso ti dà una posizione giocabile, ma non tanto giocabile se il buco, tirato, il buco creato dal puffo a pavimento per rompere il tavolo in parte ha creato anche un buchino da cui gli attaccanti ti vedrebbero. Tanto vengono creati dei classici buchi con il Poppa di smoke prima di piazzare il barricato su garage per impedire a VTG, in questo caso quindi Maverick, di poter brecciare facilmente. E peraltro, aiaiaia, arriva il vetro di mira, rotto, volontariamente la difesa, ho visto bene. Volontariamente da Vitorain e qui è un punto interessante perché ora gli attaccanti sono indecisi. Eh, se loro cercano di usare il Selma sul garage è possibile lanciare le impact che dovrebbe avere Renwils o Krino, uno dei due, attraverso lo specchio di mira e in questo modo distruggi um, il Selma o a destra o a sinistra. E nel frattempo è Pasha che apre perfettamente l'anzi anche in questo round, togliendo Next One, Jäger che cercava di difendere in CEO, l'attacco velocissimo nell'ultimo piano da parte di Virtus Pro che hanno già conquistato l'intero... Primo piano di consolato, c'è ancora però qualcuno che gironzola nei piani più alti, sono infatti in tre difensori del caos, soltanto uno nel piano interrato, infatti è proprio Crean che aspetta di aver la botola rotta accompagnato proprio da Vito che infatti è quello ecco qui lo aiuta nel cercare il drop, infatti arriva immediatamente sapendo che se fosse rimasto qualche altro secondo avrebbe rischiato la morte. Ora, in realtà, l'idea di utilizzare le Impact per rompere Selma è molto, molto buona. Mentre Crin si scambia un paio di pallottole con VTG all'interno di Visa. Il problema è che quando eh, Pasha arriverà vivo all'interno di Pianoforte, diventerà impossibile giocare in una posizione tale da cui puoi lanciare le Impact probabilmente. Infatti, Shockwell non ha altro da fare che aspettare che i suoi compagni abbiano incominciato i lavori. Mentre VTG si apre una botola pericolosa alle spalle per il flank tardivo sulla fine round. Inizia intanto anche la fase di verticalizzazione da parte di Pascia. Qui cercano la breccia, ma arriva il trick da parte di un impact dei difensori. Sì. Renvis, in questo caso, che riprova. Il trick in questo caso è E eh, Invece, no, il Selma ha piazzato bene. Forse è troppo presto il lancio della granata da parte di Reunis, Qua Rask perde una marea di HP per mano di Kreen che lo va a prendere manca un minuto e c'è ancora la rincorsa di Kreen su Rask 4 contro 3 il punto è che ci sono pochi giocatori in sito sanno che forse uno si trova in roaming e ci sono le coperture non per tutti però perché Crini riesce dalla botola eliminare Pace si avvia in piano forte togliendo così la possibilità agli attaccanti di armare all'interno eh, del van Bianco. Uh, che giocata di Crini in questo caso che prende una tripla, poi invece di continuare la sua avanzata rientra in bagno, cerca ancora di far perdere tempo all'attacco, attacco che peraltro resta in difficoltà, grazie anche a Renelist che prende un kill su Shockwave 1 contro 3 per Milan che vince il duello contro Kryn spendendo però ben 75 HP defuser è dall'altra parte del muro a, fa, a fianco a Van Bianco hanno ancora le impact eh, pardon, le, le evil eye di Maestro Milon non ha le impact eh, di cui necessiterebbe per distruggere le informazioni e il fastidioso teaser che ti colpisce ogni secondo e arriva infatti la, la kill di Secretary per il 2-1 di Chaos il prefire finale con le evil eye di Maestro non puoi andare da nessuna parte perché Kryn ha chiamato ai compagni che gli HP di Milon sono bassi Qui il problema è sicuramente la struttura del tutto. Quanto bene sono riusciti a isolare il piano centrale Spessissimo i Virtus Pro al posto che giocare Maverick come fonte di granate giocavano Nomad e infatti non sono sorpreso che compaia ora. Potrebbero addirittura cercare di six picarla sotto Maverick per non far capire agli avversari che qualcosa lo hanno modificato. Sicuramente stanno giocando l'operatore per le granate e l'arma più che per il gadget in sé che come abbiamo visto eh, non gli serve. Per il modo in cui impostano il gameplay, ma sono convinto che Nomad possa essere la soluzione. Se pensiamo che Krynn è riuscito a risalire tutte le volte da uno dei flank, sicuramente con un air jab. Magari non lo blocchi del tutto, ma almeno sei sicuro che lui sta ruotando. Difesa! che torna in pianoforte di nuovo mira come protagonista del quintetto mira peraltro piazzato nel bagno senza rinforzo quindi piazzato eh, il più basso possibile questo per evitare che gli avversari possano sparare anche ai piedi eh, della spagnola stessa o anche di Secret che probabilmente rimarrà eh, all'interno del bagno essendo appunto eh, smoke in questo caso l'attacco da parte di Nelson Pro non cambia quella nomad come già sottolineato eh, Cinuk sarà fondamentale qualora riuscisse a piazzare tutti e tre li er già bene punti eh, che si sono prefissati eh, gli X-Fords e intanto viene ancora segnalato la parte più alta del, della mappa, con rotation anche il connector. Questo ovviamente ci fa capire quanto sia importante la difesa nell'ultimo piano, addirittura il vetro di mira in un muro singolo di meeting. E questo è molto interessante perché è abbastanza semplice da aprire se ci si appende, ma il punto è che forzare l'avversario ad aprire quel buco può permettere poi. Uh, Un'uccisione col C4 potenzialmente da parte di Renuins. E soprattutto una volta che lo specchio di mira è aperto, è ancora utile per i difensori che, risalendo magari dalle scale di visa più tardi, sono in grado tranquillamente uh, di cercare l'eliminazione uh, stando nel corridoio. Non sei obbligato a entrare nella stanza per guardare all'interno. Ancora una volta i Puffi e le impact di Sofia tirate dalla porta principale, dove ci sono meno ADS perché sono stati investiti ai piani superiori. C'è stato la scorsa settimana, mercoledì, un clutch inconsolato tra Empire e G2, proprio degli Empire, non ricordo di chi precisamente. Joysti con Smoke. Joystick con smoke, perfetto, che poi è risalito in meeting ed è riuscito a gestire da lì sopra il plant eh, con uno clutch 1 contro 4, veramente spettacolare. Ma parlando dei protagonisti di oggi, abbiamo ancora l'attacco ovviamente verticale di Virtus Pro. Una posizione direi forzata di Milon che incrocia il, la, la linea di tiro su sulle due finestre di meeting ...Renuis qui veramente in difficoltà, la breccia dietro c'è anche del, su, sulle finestre di Milon X1 cerca di dargli una mano, arriva anche supporto da Scalevisa, potrebbe arrivare adesso la carne vicina, qualche pre-fire, arriva il ferimento di Renwis conquistato da Milon, ancora anche Green insieme a lui per dare ancora un attimo di pressione sugli avversari. Questa è la ragione per cui cerchi di usare il C4 quando l'avversario sta sul balcone e non è più appeso, devi impedire al giocatore sul terrazzo di meeting di scendere dal rappel di scendere dal rampino e giocare effettivamente sulla piattaforma del terrazzo perché a quel punto è in grado di vedere in tutta la stanza senza difficoltà e per te come difensore in realtà l'unica opzione rimasta è vincere la fight faccia a faccia oppure vabbè fuggire e così fa Next One, che ha veramente troppi pochi punti vita, soltanto una quindicina nel suo archivio. E nel frattempo, Lask scende dalla scala a la distrugge il Banshee, Ma ancora 35 secondi e sono ancora in difficoltà i caos con questa difesa in Atro e Stampa, che peraltro hanno già vinto il primo round, come abbiamo visto per pra praticamente troppi, troppi pochi secondi. Oh. Pascia errore! Nel mettersi a dronare in un punto in cui la Smoke fa effetto, guarda quell'angolino <ride> di Smoke oh, che Pascia. riesce a, 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 appunto, a oltrepassare il muro 4 contro 4. Shockwave al plant, coperto dai compagni. Invece no, perché Shockwave perde qualche HP di troppo. Uh, Arriva anche next One, potrebbe essere un round vinto del caos. Con il momento giusto, ma Rask cobra a perfezione il suo compagno. Chiude poi Rask con la doppia decisione. I Virtus Pro vanno sul 2 a 2. Seppur minimo, c'è di. Fatto l'impatto di Nomad alla fine. Il punto è che quando hanno preso il controllo di Meeting sono andati al plant e quella doppia fumogena tirata: una in Zulu, che è il corridoio dei quadri che abbiamo visto, e quella all'interno della scala, hanno permesso a Shockway di tentare il plant. Potevano piccarlo solo aggressivi dalla porta, e così è stato. A un certo punto, tra l'altro, abbiamo visto Renuilz con Maestro scendere sottoterra. La ragione era semplice, lui era convinto di poter impedire il plant usando levi visto che le aveva ancora entrambe in vita. Il punto è che non è come con Eco, non è sicuro che tu sia in grado di uccidere l'avversario e in più se sono in sovrannumero può sempre eh, chiedere a qualcuno di sparare alla telecamera, però Pasha che sfortuna lo stesso. Meno male che hanno vinto il round. Sì, in effetti l'ho commentato di primo impatto come errore, ma in realtà non poteva immaginarsi che quel metro di, di fumogeno possa, eh, appunto, superare il muro da quella distanza, peraltro, perché la granata era lanciata all'interno dell'obiettivo. Insomma, una situazione anche abbastanza simpatica da vedere qui eh, anche campioni come loro, non possono sempre conoscere a perfezione l'effetto, il raggio di azione che eh, può avere una granata come in questo caso di Smoke. Si torna intanto nel primo superiore con la quinta difesa dei Caos, che peraltro stanno giocando discretamente bene in questa difesa. Sarei curioso di vedere però poi eh, quando i Virtus Pro andranno in azione difensiva cosa faranno, perché potremmo aspettarci in realtà una migliore giocata da parte dei VP. Il punto è come impedisci ai Virtus Pro di prendere il controllo del piano superiore. È difficilissimo, abbiamo visto che per esempio nel caso specifico di altre squadre l'idea principale è difendere all'interno di ATMI in modo tale da impedire ai Virtus Pro di essere così veloci nel prendere spazio. Tra l'altro più li guardiamo giocare più è evidente che Virtus Pro ed Empire su Consolato stanno praticamente diventando la stessa squadra come formato, molto molto simili, entrambi la presa da Nord eh, con Ash che spinge. L'unica vera modifica è il fatto che distruggano i gadget dalla porta principale dell'altro utilizzando i puffi e neutralizzando il pavimento. Qui Pitola è morto in maniera un po' infelice. Credo ucciso da qualcuno appeso. Oh, ah, mi sembra fosse Shockwave aver ucciso. Shockwave era fuori da main. Ha ucciso attraverso il pavimento. E secondo me, qui torniamo sempre al solito discorso: il ping 2.0. C'è stato, infatti, se non siete notato, c'è stato, infatti, una impact, una, un esplosivo lanciato nel pavimento. Ed è proprio. In quel caso Shockwave che è riuscito appunto a prendere la kill, wall dal, dal basso verso l'alto. Quindi ottimo gioco di squadra in quel caso da parte dei VP, che però perdono Milon, perdendo quindi delle esplosivi più grandi e stordenti che farebbero sempre molto utile. Nel frattempo arriva ancora la presa classica d'amministrativo, e così che stanno attaccando i Virtus Pro in tutti i round. Ancora Pascia che riconferma la partita numerica con il 3 contro 3. E questa è un'idea geniale da parte di Kreen, Capisce che forse qualcuno è ancora appeso all'esterno a dronare e quindi può tentare l'uscita da Visa. Fortunatamente il VTG è abbastanza vicino per recuperare il defuser, quindi non si perde troppo tempo. Mentre Rask dal piano inferiore cerca di eliminare Secretly che però alla fine avrà la meglio e probabilmente sarà in grado di prendere la kill con la sua bombetta gassosa. Per qualche motivo sembra di no. La ragione è semplice: Rask è già stato ucciso e finito da. Next one. Che peccato, in, casa, in questo caso Smoke avrebbe oh. potuto tenersi una granata Smoke che ha lanciato per confermare uccisione su Rask. Non c'è stata una comunicazione così veloce da, eh, da parte di Next One e dirgli ci penso io a confermare la kill, tieni la granata in mano perché tre granate Smoke in un minuto possono fare la differenza. Ne ha soltanto una. Adesso Secretly che vediamo inquadrato in questo frangente con Pascia che cerca di mantenere la linea di tiro, non deve piccare a Secretly perché ha un vantaggio anche di HP, c'è Renwils che da lontano peraltro continua a, a dargli supporto. Uh, supporto morale, è arrivata la doppia uh, Steam uh, da parte di Doc, arriva la Granata Fumogena al di fuori di Meeting ma questo gli permetterà a Nomad di entrare negli ultimi secondi di round, arrivano le ultime grade stordenti, l'ultimo utilities, l'ultimo push, cerca con Grimaldello vinto poi da parte di Secret League, che prende la doppia, entrambi da solo, quindi 3 a 2 per i Chaos Secret fa sentire un po' l'esperienza, è rientrato nella squadra dopo essere stato panchinato e una stagione nel looking e dobbiamo ammetterlo probabilmente è stato ripreso proprio perché è molto bravo a fare il suo lavoro, è un ancora, è un in-game leader sa cosa deve fare soprattutto nel modo in cui ha gestito il tempo, poteva sembrare a un certo punto dovesse usare la sua fumogena sulla scala divisa ma in realtà lui si aspettava la rotazione di qualcuno alla finestra e lì torna molto utile la bomba nuova Strano che nessuno abbia pensato di poter andare al piano inferiore e sfruttare tutti quei buchi nel pavimento per cercare di ucciderlo, ma questo è il fatto. Quando perdi così tanti uomini e bacca pochi HP, non è più così forte per verticalizzare dal basso verso l'alto. Se il difensore ti colpisce, in realtà è abbastanza facile ucciderti. Mi chiedo se andranno nuovamente con la stessa identica difesa, con lo specchio di mira centrale. Sembrerebbe di sì per quello che stiamo vedendo. Sanno che però i Virtus Pro prendono il controllo del piano superiore, l'hanno capito, ed è la ragione per cui sfruttano questa difesa in particolare Nenuilz è in grado di lanciare le impact stando dietro la colonna e di fianco a lui c'è sempre un giocatore con il C4 l'obiettivo è se noi eliminiamo Buck mentre sta verticalizzando e teniamo abbastanza buchi chiusi, poi con le impact possiamo impedire l'apertura parlando poi di matematica hai 3 Selma contro due impact il che in teoria porterà almeno una delle tre partie del garage ad essere aperta peraltro i Chaos non giocano con la la bottola di bagno aperta quindi lasciano entrambe chiuse le botole del site, parlo ovviamente quella di Atrio e del bagno, ma aprono altre botole. Come ho visto prima, Clin stava aspettando l'apertura della botola del cordoglio di archivi che gli ha aperto Vito con il pompa di Mira e dovrebbe essere la stessa situazione questa perché Vito si, pre mh, si prepara già appunto al sotto della botola perché aspetta la call di Clin per quando eh, chiamerà appunto l'apertura della botola stessa. È un metodo che comunque costringe quindi Virtus Pro, qualora dovessero eh, volessero. Anzi, eh, conquistare le botole eh, utilizzare Ace che non è il migliore nel, nell'hard breaching appunto di questi, eh, di questi muri. Anzi, sanno per certo che rimarranno chiuse perché l'abbiamo detto prima: tre Selma contro due Impact al garage. Per cui ti servono tutte e tre. Questo è il grande avvento di Melusi, però, siccome i suoi tre gadget li puoi piazzare in sito e sono tra virgolette piazza e dimentica funzionano anche da soli, non hai bisogno del fatto che eh, qualcuno li operi. Ed è il motivo per cui sempre più romer giocano a Melusi. Avevo paura che il drone non entrasse in sportelli e avesse chiamato Clear un, una stanza che in realtà non era Clear perché era immobile e green nel non essere dronato. Invece poi è stato un bravo attacco. è passato dalla stanza, ha chiamato il Clear, poi si è fermato lato e ha detto... Do, ah. Aspetta, sto per fare la figura dello stupido. Torno indietro. <ride> Ottima scelta, torna indietro, va a controllare ogni angolo e infatti ha trovato green che poi ovviamente è stato costretto a scappare. Eh, All'interno del sito no. no, lo vediamo in, in, in scala a chiocciola, quindi è quasi tornato inside, lasciando però comunque molto più spazio di gioco per i virtus pro non serve comunque questo tipo di spazio perché arriva la doppia decisione da parte dei caos che potrebbero arrivare quindi sul 4 a 2 grazie a questo 5 contro 3 che li mette in una posizione di netto vantaggio il problema grande è che ora next one si trova in atrio da qualche parte per cui non possono andare in pianoforte a contestare come vogliono e soprattutto hanno già perso pace il che significa che l'unico probabilmente con la capacità di aprire un pavimento rimane Milone, ne dovesse morire lui. È un nulla di fatto, soprattutto visto che il garage ancora non è stato aperto. C'è cioè Secret l'invita li con tutte e tre le bombe gassose. Ma nonostante tutto, VTG non è tanto un support quando fa queste cose. E butta giù un next one. Maxwell che peraltro aveva un vantaggio nel prefire che eh, appunto ha potuto effettuare avendo visto entrare Nomad, è stata una grande decisione da parte di VTG che quindi riapre completamente le danze in questo momento lasciando quindi i Virtus Pro con 20 secondi per attaccare, un bash ancora a distruggere fatto in questo momento, ma come diciamo sempre, le là in sight alla fine, rimangono nella maggior parte dei casi intatte per colpa dei gadget che sono sempre eh, appunto scarsi nel momento in cui va a plantare. Shock vittente al plant, troppi pochi HP per riuscirci, 4 secondi per i Chaos per difendere ancora il round e potrebbe essere un round tranquillamente vinto, infatti così è 4 a 2 per i Chaos. Qui il problema è semplice, impiegano troppo tempo i Virtus Pro per prendere il controllo del piano superiore e non è controllo reale, c'è ancora qualcuno in giro. Green è bravo a rientrare. E poi si ritrovano al garage che non hanno a disposizione più né la possibilità di verticalizzare per impedire a Maestro e Smoke di giocare in tubi e dietro la colonna, ed in più hanno ancora le due villai in vita. Mi sorprende che non decidano di virare, fare alcune modifiche, togliere back e mettere sledge. Uh, come optano invece per fare i ragazzi dei Chaos che ora sono passati in attacco Secretly che sta letteralmente carriando il team 10 kill in soltanto 6 round dall'altra parte mi è parso di vedere una nota negativa dal lato di Shockwave che purtroppo sta giocando una partita abbastanza pessima almeno per il momento il... Cambio di ruoli forse l'ho un po' paralizzato eh, Cambio di ruolo, parlo ovviamente del fatto che ha dovuto prendere in mano un hard breacher, che in realtà prima non era una scelta così comune da parte sua lo vediamo spesso con Zofia, eh, ramparella da testa in giù, come faceva sempre Sciocco, insomma, dove riusciva a prendere peraltro anche abbastanza kill. Sì, il cambiamento sulla mappa in particolare consolato, per lui è molto molto più grande, secondo me rispetto ad altri, diventare il solo bricer in un sacco di attacchi ti pone nella condizione di non poterti prendere rischi, cosa che come hai detto tu prima faceva spessissimo e soprattutto la realtà è che il modo in cui hanno strutturato l'attacco IVP li portava ad avere il controllo del piano superiore, ma poi alla fine di buck se ne facevano meno di quanto avrebbero potuto fare. Secondo me, se fossero partiti fin dall'inizio giocando Sledge e eh, Nomad, avrebbero avuto lo stesso numero di flashbang, la possibilità di verticalizzare e le bombe a mano in tasca a Pasha, che a volte è arrivato abbastanza in fondo al round per poterle utilizzare, mentre Buck si sì, ha le flashbang, ma non unisce bombe a mano e verticalizzazioni, quindi ti costringe a rinunciare a qualcosa. Tant'è che la composizione che secondo me in questo momento è più ideale per l'attacco di consolato viene giocata al completo dai Caos, che si trovano ad attaccare la difesa al pianeta. Che rischio Rask va eh, letteralmente a dronare davanti agli occhi degli avversari. Rischiava quasi un, um, un Wallbanger. Arriva poi il C4 di Pascia. Grazie alla chiamata di Pulse. Non porta però nessuna uccisione, neanche un HP tolto nelle mani dei Chaos Che stanno attaccando con grande forza a scaleggiare. Questa è anche la differenza principale di come possano giocare i due team. Qua grande Gildin Ex One che vede il e risponde con um, la, stessa, la stessa carne arriva poi l'impatto per togliere in mezzo il Womai, penso sia, no in questo caso Shocker, scusa era, era Smoke, che arriva a terra, arriva sicuramente il, la comunicazione dei compagni e si andrà ad eliminare proprio l'inglese in questo momento, confermato. Un attacco fenomenale per il momento c'è probabilmente una kill all'esterno da parte di Pasha poi c'è Milon che eh, ha dovuto prendere il controllo della zona di segreto e gestire le scale gialle non sarà in grado comunque di impedire l'avanzata verso bagno a Wills, che lo elimina tutto solo Pasha a questo punto a pochissimi HP uno contro due è fattibile perché il defuser si trova ancora all'esterno appeso alla finestra lui questo non lo può sapere ed è la ragione per cui si avvicina sempre di più con la convinzione che gli avversari hanno sì il controllo di scale gialle ma non sono... entrati entrate all'interno del sito. Reynolds vince anche questo duello contro Pasha ed è il primo ottimo attacco di Caos, hanno preso scale gialle in tempo record, quasi veramente un minuto, peccato per Pulso che stava provando una buona uccisione e avrebbe cambiato qualcosa, però con il sensore pensava ci fosse una posizione diversa su Zofia, invece poi è stata lei bravissima a rispondere a Wolveng, insomma una serie di... Uh, mosse da parte di difensori che non hanno portato alla vittoria della prima difesa Smok preso troppo facilmente in quel bagno, ma una volta che Zofia ti rompe il pavimento e hai la copertura sia dalla finestra che dalle scale gialle, è praticamente chiuso uh, all'interno di scale l'hai detto bene, il punto è che Perdere Pulse che in teoria deve gestire il tempo, deve far sì che gli avversari non possano avanzare come vogliono ed è più forte sul finale perché sta cercando di piccare da una finestra in quel modo, tra l'altro picca in esatto, è la prima volta praticamente che vediamo eh, Rask su Consolato, forse è la prima in assoluto in cui lo vediamo giocare con Pulse e secondo me... Ancora non ha esattamente le misure della cosa, e quindi non sono sorpreso che ora si vada a difendere in cucina in mensa e garage. che A volte mi viene da chiamare cucina, non so perché non ci sono fornelli là sotto, effettivamente. Ma forse. Assomiglia! Potrebbe eh. darsi. Assomiglia, una cucina, in una mensa ci sarà anche una cucina da qualche parte, dice qualcuno. Eh, la sorpresa è che questa difesa non è arrivata al primissimo turno difensivo per i Virtus Pro dovrebbe essere al loro migliore. E c'è una bella fila di, di amicizia per fare l'albero di Natale. Lo stavo per dire, un bel alberello piazzato sopra il buco dei droni. Questo vuol dire che la difesa in bagno sicuramente non è fattibile, a meno che non vada a mettere Womai, che però non c'è nella difesa di Virtus Pro, dato che se non hai ADS che ti proteggono hai una granata sicuramente che ti andrà a catturare. C'è comunque la difesa di verticale, non chiusa nella stanza, molto più aperta, molto più libera per i movimenti, però... Questa, questo, questo triplo ADS ci fa capire quanto eh, loro vogliano togliere i gadget nel momento ehm, del plant evidentemente perché una volta brecciato il triplo muro di Garage con Ace, ovviamente. E nel quintetto, da parte di Secret, lì ci saranno stordenti granate. Anche perché no, delle impact che potrebbero essere mangiate proprio dai gadget di Egg. Sappiamo che per rompere l'artiglio di Kaid il metodo più veloce è sempre oh. quello: flash, 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 bomba a mano e distruggere l'artiglio. Qualcosa che però salta per aria la testa di Vitoline che così morendo toglie le uniche due granate. Di fatto, il gadget migliore per cercare di fare ciò di cui parlavamo prima. Si tratta di dover prendere per forza pianoforte a questo punto per i ragazzi dei Caos o optare per un attacco dal lato opposto, ignorando il romer ma la vedo parecchio dura mentre Pascia ha un balletto. anzi un bel buco enorme, da cui vede la faccia di Next One che si affaccia per cercare di passare. E ora perdono. Oh, oh ma man, Crindom si è finito nell'aldilà grazie a questa frag pazzesca da parte di Pascia. Grande vantaggio per i Riftus, però 5 contro 2. Non credo che possano recuperare da questa cosa perché c'è anche il run out. Si, va bene. Pascia, ovviamente, che fai? Non la fai una terza. Renwils sulla scala di Stato sa che c'è dell'azione all'interno eh, di Piano che almeno un giocatore gioca in quell'area, hanno visto lo scudo in precedenza, neutralizzata la cambase che veniva utilizzata da eh, Smoke per guardarsi intorno, il problema è che la bomba è completamente altrove, può scegliere di andare per il sito e cercare di uccidere tutti e cinque gli avversari o intanto tentare di recuperare visto che qualcuno si affaccerà sicuramente arriva l'air job di Renwils, manca un minuto lo prende ma Rask ma non è anche sentito voleva prendersi la quattro kill dai lo possiamo giustificare voleva prendersi un'altra kill peraltro non era quarta perché era di Pascia, la di Pasha la tripla quindi ho anche sbagliato lo ha sentito Rask ma voleva togliere eh, la, la gloria Pasha Renwils ovviamente non è eh, sicuramente l'indiziato per il possibile calcio 1 contro 5 ha troppo poco tempo deve andare a prendere il defuser ancora quattro avversari da uccidere e eh, tutto Ciò neanche il miglior supereroe però ha chiuso Insomma, ogni sfortuna, ogni del sfortuna mondo. È proprio è contro di lui. Quindi eccolo qua. Arriva poi il prefire di Milo che gioca con le cuffie. Arriva il round vinto meritatamente da parte di Virtus Pro e siamo 5 a 3. Attenzione. Hanno avuto però bisogno di una performance individuale devastante di Pasha soprattutto i piani superiori per cercare di vincere il round. Questo è in parte il problema perché fino a questo momento i Virtus Pro... Nella parte iniziale di round sono molto molto più efficienti e poi sul finale e a volte anche in mezzo non riescono ad utilizzare uh, tutte le utility al meglio. Quando sei in difesa è più facile perché devi solamente aspettare soprattutto nel momento in cui i caos non hanno ancora deciso il da farsi. Qui sottovalutatissimo tra l'altro però pensavo come un'opzione uh, sarebbe Cali. Um, si sceglie di non giocare di solito oppure Twitch che su Consolato è molto molto forte. E in questo caso specifico ti avrebbe aiutato a capire qual era la situazione. E magari se riesci a infilarti nel momento giusto, quando Milan non sta utilizzando le sue Evil Eye, puoi distruggere l'artiglio di Kaid che una volta neutralizzato, beh, non può più rigenerarsi, ovviamente, e di conseguenza arrivi alla breccia, cambiando drasticamente la situazione difensiva per i Virtus Pro che avevano ben tre a romere solo due giocatori all'interno del sito. Non solo l'articolo di Kaid, ma perché no, se sei fortunato riesci a nasconderti per mezzo secondo anche un, eh, un, che... un Ivalai o anche una un DS di Jäger, che erano tutte e tre lì, quindi neanche dovevi cercarli in maniera così ehm, impazzita. Per, per distruggere più la gente possibile, insomma, Twitch l'abbiamo detto spesso. in consolato può fare differenza nel sito di Garage Immensa perché presenta il buco dei droni che si affaccia direttamente sul triplo muro. Il triplo muro che è barricato in un sito eh, equivalente ad atrio e sulla stampa. È una cosa che vediamo abbastanza spesso per evitare che l'attacco possa prendere possesso troppo facilmente del, del Garage perché immaginiamo che Rask stia difendendo dalla dalla parte opposta, quindi sul lato eh, ovest, per raccogliere informazioni. Invece, nel capire dove stia iniziando l'attacco eh, dei, dei Caos in questo momento. Pascia e Shockwave hanno il compito di tenere il controllo del piano superiore. Riesce tra l'altro a distruggere, credo, l'air l'airjab di Beh, Renuilz. Penso di sì, piazzato molto male. Andrebbe messo un po' più alto, sì. subito sopra i cornicioni delle finestre. Quindi a questo punto c'è un run out in più a disposizione degli attaccanti. Ed è un run out che fa differenza perché a volte gli attaccanti si appendono alle finestre di pianoforte per cercare di entrare. Shockwave e Milon hanno ancora il controllo del piano superiore, mentre Pascia si è allontanato da loro, raggiungendo VTG alla copertura del. Le scale gialle. Next one però elimina proprio oh! la faccia di VTG E pace. A questo punto, le scale gialle sono libere. C'è una possibile entrata al sito. E in più, con il Selma stanno contestando la possibilità eh, di Rask di lanciare il C4 dal piano inferiore. Non hanno perso neanche tempo nel brecciare garage. Abbiamo visto peraltro. In un momento uh, molto recente, Milon difende in cima con la botola aperta. Quindi verticalmente l'obiettivo. Next one deve stare molto attento perché, ovviamente, sanno la sua posizione. Ha già preso ben due uccisioni in quel punto. Ancora un minuto e venti e tanto per i Virtus Pro per poter gestire un attacco del genere uh, dei Chaos che infatti si rendono conto di questo dettaglio. Va a cercare subito la traiettoria. Ma arriva l'uccisione proprio da parte di Shockwave su Next One ancora vantaggio proprio di Chaos col sensore battito Con Rask si è accorto che c'è qualcuno appeso fuori ma questo fa poca differenza perché sono rimasti in due, devono coprire il plant di Atro, non hanno c 4 oltre a quello di Pulse a disposizione che lui spera di poter utilizzare per uccidere effettivamente un avversario qualora dovesse entrare, oh! tant'è che a scoppiare proprio Renuils dopo essersi lanciato col cavo all'interno dell'ufficio di Ceo ha utilizzato benissimo il C4 Rusk per dare ancora un speraglio di possibilità, ma questa volta c'è Vito da parte di Zulu che riesce a ferirlo, ma non completamente. Vediamo come stia eh, appunto facendo un attimo di fatica, poi alla fine viene confermato la Secret rimanca soltanto Shockwave all'interno di bagno, viene prefairato da due lati, soprattutto da Kryn che vince il duello contro Shockwave. Siamo a 6 caro Cinu, che hanno 3 match point i caos per vincere una partita. E questi sono Tre punti enormi che non devono sfuggire ai caos. I Virtus Pro, al loro lato, finalmente mostrano la loro consolato che ritorna sempre in quella versione per cui sono tecnicamente molto bravi eh, all'esterno dell'edificio, sempre fortissimi alle finestre. Ma poi, quando si tratta di difendere siti che non siano quello di cucina, ehm, continua a chiamarla cucina, ma in realtà è la mensa e garage. Mensa e garage. <ride> Falliscono, falliscono regolarmente nella difesa degli altri siti, principalmente perché c'è troppo spostamento e quindi c'è sempre qualcuno fuori posizione. In questo caso specifico, entrando dalle scale gialle si è trovato due avversari quasi ignari, il secondo non tanto, che non aveva bisogno di piccare però perché avevano ancora il controllo della situazione, poteva rimanere fermo sulle scale. Uh, gialle persino Uamaya il piano superiore in questo caso era sciocco e non è stato contestato quindi lui poteva ancora rimanere lì e vedere l'atrio è il tempo con cui i Virtus pro rientrano in sito quando perdono uh, certe aree convinti che l'avversario andrà dritto andrà dritto con il rush all'interno uh, del sito e invece non è così e quindi vengono beccati fuori posizioni tant'è che optano per l'unica difesa quello al piano superiore, dove di fatto non si tratta tanto di posizione, ma di vincerli scontri a fuoco e se possibile mantenere il controllo del lato offensivo in questo caso di gialle. Questa volta vengono effettuati nel pavimento di meeting dei buchi eh, da parte di Shockwave, evidentemente non vogliono eh, riproporre ciò che hanno fatto loro però in attacco, quindi vogliono evitare che caos prendano possesso della scala, eh, perdono, della scala, del lato principale di consolato e quindi aggredirli immediatamente dall'entrata dell'edificio, dal lato eh, nord-est, quindi quelli che guardano in questo momento, una mossa intelligente vedendo appunto come hanno agito loro in attacco. A volte mi viene a pensare come, quando non c'è l'avversario appeso alla finestra di bagno, una soluzione possibile è contestare chi sta sotto sparandogli. Ti apri un buco nel pavimento e tu gli spari. Sai che arriverà il puffo. In oh. questo caso specifico dovrebbe essere quello di Next One, che aspetta il momento giusto per colpire e neutralizzare così lo scudo. Ferisce anche leggermente eh, Milon, che stava passando di lì. Bravo, Next One perché si è accorto del setup difensivo e ha detto no attualmente non posso passare perché potrei perdere la vita prima del previsto. Qui, intanto, un urge piazzato nel buco dei droni che dov dovrebbe essere preso adesso. L'ho sentito esplodere per Milon, credo sia il Romer o Rask. No, era Rask invece che stava passeggiando in quelle istanze. Quindi ha colpito l'occhio: eh, l'occhio, volante, il pugno d'aria. È un pugno interessante perché. Copre due lati potenzialmente, ma in realtà uno: il punto è far sì che l'avversario che cerca di risalire dalle scale divisa venga sparato per terra e tu da sopra, in teoria, a quel punto dovresti essere in grado di ucciderlo perché te lo trovi sulla scala dico da sopra, perché il muro singolo delle scale di divisa in questo caso non è rinforzato e quindi sarà aperto forse gratuitamente da Vitoline, ma di solito anche quando è rinforzato basta un eh, Selma. E parlando di uccidere qualcuno da quel muro, accadere cadere è shock. Il problema è che è troppo presto. Ora le tre fumogene non sono più a disposizione, il suo fucile a pompa sulla porta non ce l'hai più, devi solo sperare che Rask centri oh. il C4 sul giocatore che si trova su Sportelli. E potrebbe essere molto semplice perché sopra il, la scrivania di Sportelli invece non perde neanche un HP. Renuiz fortunato di non spostarsi in un preciso momento, si aspettava la posizione di Rask avendo già preso il pune d'aria. Sanno che qualcuno è in roaming nei piani bassi, quindi adesso hanno peraltro anche la conferma. Manca soltanto un minuto però si stanno concentrando sulla breccia di Meeting che è arrivata ma Milon rimane con 20 HP nel di Connector Perito, non si sa esattamente da cosa e la scena diventa sempre migliore per i caos. a questo punto che hanno aperto Meeting sanno che almeno l'avversario si trova al piano inferiore e Krim si è già inserito all'interno del sito Grande copertura di Kryn, next one, cerca peraltro il wallbang, il giocatore di Alibi lancia anche delle impact dal basso verso l'alto per distruggere Kryn che rimane comunque appeso alla vita, plant online, 45 secondi, un 2 contro 5 clutch che... Sarebbe veramente pazzesco se riuscissero a completare. Infatti, il Next One chiude la doppia precisione. Arriva poi il round flawless dei Caos che vincono una partita. E questo è un gran GG. Una vittoria inaspettata per questo team che riesce a giocare una lato, veramente ottima. Hanno antistrattato i Virtus Pro veramente molto, molto bene. Soprattutto eh, dal lato difensivo, vincere tutte quelle difese nonostante. Sappiamo che i Virtus Pro sono un team particolarmente forte ad attaccare quando arrivano a prendersi alle finestre, ha pagato tantissimo anche il loro sistema con cui difendevano garage, l'idea di avere così tanti roamers, sfruttando il fatto che perlomeno all'inizio i Virtus Pro non giocavano gli air di Nomad che sono arrivati solo dopo e Nomad invece che è stata giocata in tutti i round dai caos che vincono e capitalizzano tre punti enormi in chiave salvezza. I Virtus Pro vincono soltanto una difesa. Non mi aspettavo questa grave mancanza da parte dei russi. Perché, mh, conoscendo appunto la loro vecchia storia Solato mi sarei aspettato una difesa molto migliore. Dall'altra parte, invece, abbiamo avuto dei caos che in attacco hanno giocato meglio rispetto a quello che hanno fatto in difesa, vincendo appunto eh, quattro ehm, difese. Eh sì. E poi alla fine, però, tre, tre attacchi ne hanno giocato di meno perché alla fine erano a 7. Quindi, una volta arrivate a 7, sappiamo che hai vinto la partita quindi non devi giocare a Oltranza. però grandi caos in questo consolato hanno distrutto Virtus Pro. Se, un 7-3 alla fine è sempre risultato abbastanza netto da portare a termine. Virtus Pro che avevano iniziato bene questa, questo percorso dello stage 2 al contrario dei caos, e adesso vediamo già in questo giro di boa una piccola. Insomma, una, una, una piccola nota dolente per, per questi russi che purtroppo devono essere bloccati dai caos, che anche loro non stanno vivendo però la situazione così florea. Per i caos non è nuovo essere nelle difficoltà, come dico secondo me più tempo hanno, più rodano le comunicazioni, questa volta erano molto molto di più sul pezzo, soprattutto la capacità di prendere lo spazio quando i Virtus Pro lasciavano vuoti. Se Admin era vuoto, 30 secondi qualcuno era dentro e aveva già fatto tutto, quindi molto molto più veloce. E soprattutto dobbiamo dire che eh, nelle prime giornate in realtà i Virtus Pro hanno giocato una valanga di Oregon, come altri team che giocando tante volte una mappa hanno preso dei punti che però non sappiamo se riusciranno a capitalizzare anche in altre mappe. Temper Empire, prossima partita, la vediamo a breve dopo la pausa. Signore e signori, bentornati per la seconda partita. Qui è il nostro Jodie di Carraro che si aggiusta ancora se il con la giacca, la camicia. Pronti per commentare Empire contro Tempra. Abbiamo visto giocare gli altri gemellini russi prima. Adesso dobbiamo capire se gli Empire continuano. I gemelli maggiori, striscia. quelli nati prima. È vero, è vero. E tra l'altro c'è una grossa differenza. Questi hanno vinto un Major e una finale di Pro League, nonché un Euro Cup. Tanto per fare... Giusto due nomi di titoli che si sono portati Proprio. a casa. Il punto più importante è che vincono sì gli Empire, ma solo su consolato, a differenza di Virtus Pro, che evidentemente ancora non hanno capito qual è il problema, perché non la giocano così male. Sono le rotazioni che non funzionano, cioè il momento in cui spostano i giocatori. Virtus Pro non è così efficiente. Dall'altro lato abbiamo i Tempra, che in questo stage 2 stanno andando peggio rispetto al primo, perché a questo punto continuare a pareggiare tanto e subire sconfitte significa che forse stai correndo per la sopravvivenza e basta. Roster, partiamo dai tempra, vediamo peraltro qualche statistica uh, che <ride> spicca il rosso, un po' come quando la professoressa ti ridava il compito di italiano. Tutti in rosso, tra l'altro. E uh, in un tema legato alla guerra mondiale, tuo, uh, la tua risposta era... Morirono tutti, e quindi un bel 2 eh, sul, uh, sul foglio, come appunto i tempi. Però, scherzi a parte purtroppo delle prestazioni individuali, abbastanza negative. Generalmente, però, due punti la porta del casa. Sono un team senza stelle, sono un team che non ha un player. Diciamo che prendiamo a Paragone, che performa molto più degli altri. Non hanno un Kreen, per esempio, che ha vinto un round da solo per i caos, o un x 1 che quando è in forma è devastante sotto il profilo degli scontri a fuoco. Non che siano deboli, ma se l'intera squadra non funziona e non performano più o meno tutti bene, non hanno eh, sostanzialmente speranze nella maggior parte dei match-up Contro i BDS, è comprensibile, mentre contro i Virtus Pro acchiappare dei punti su Oregon forse era più realizzabile. Il pareggio contro in avvia è una mezza sconfitta, anche se i due team tra di loro, secondo me, hanno un matchup alla pari per cui sono due team complessissimi, infine c'è il pareggio con i Vitality, il punto è che ancora non c'è neanche una vittoria a differenza dei Caos. che sembrava dovessero arrivare ultimi in questo stage ma per come stanno andando le cose in realtà ne hanno già vinte due di partite che significa punti sulla tabella. Stanno abituando alle vittorie i Chaos, è già la seconda di fila dato che hanno vinto contro i Rogue, ma andiamo a vedere intanto i loro avversari quindi gli Empire da quest'altro lato abbiamo comunque delle note rosse ma leggermente più positivi, Scyther da una parte per il rating, 32 kill per lui e Always invece eh, anche con un kill di ratio abbastanza positivo, leggermente eh, meno rispetto a, a Scyther nota un po' più dolente riguarda sempre Joystick Dan e Shepard si sono ripresi rispetto alle statistiche che avevamo visto prima della partita contro eh, i G2 in consolato perché tutti lì hanno giocato molto molto, molto bene. bene e soprattutto hanno cambiato drasticamente il modulo di squadra ora Shaita e fragger hanno voluto aggiungere un po' di cervello a quel dipartimento, Joystick in difesa è ancora con Smoke molto spesso, il clutch è devastante sul Consolato della giornata scorsa ha dimostrato come in realtà ormai l'operatore l'ha più o meno capito e danno è relegato ad operatori che non sono più eh, Asho Sofia tendenzialmente, per cui è normale che le sue statistiche scendano, mentre quelle di Always vanno su. Andiamo a vedere, intanto, la uh, mappa che um, giocheranno in questa partita. Si parlerà di Clubhouse, una mappa che abbiamo visto più volte in questo 6 2 dell'European dell League. Dove abbiamo visto, anzi, anzi, dove vediamo un ban legato uh, per gli Empire uh, a Parco Divertimenti, eliminata subito a seguire Villa, e hanno scelto uh, poi di escludere Consolato, che hanno già giocato, peraltro, appunto contro i G2 la scorsa, la scorsa giornata. Per quanto riguarda i Tempra, invece, Costa eliminata proprio in tempo record. Sempre più o meno le stesse mappe bannate eh, all'inizio della, della fase di Ban, anzi di Map Veto, i Tempra perdono 7 a 4 su. Oregon contro i Virtus Pro. Però in realtà sappiamo che gli Empire hanno giocato due mappe in totale, due volte Oregon e due volte, eh, due volte Consolato. Hanno vinto entrambe le Consolato, perso entrambe le Oregon. Eppure i ragazzi dei Tempra decidono di giocare una mappa che conoscono meglio loro, ovvero eh, Clubhouse. Questa per loro è la terza volta su Clubhouse. E attenzione, mercoledì scorso hanno perso contro i BDS vincendo un solo round. Andiamo a vedere intanto le statistiche che si sono alzate in difesa rispetto alla scorsa settimana. Vediamo un win rate del 70%, che è qualcosa di fenomenale, altissimo. Cabello Arsenale 73 è la difesa più vinta eh, di Clebaus. A seguire Bottino delle Camere con il 68% e poi leggermente meno vincente eh, di Cash abbiamo Letto e Palestra con il 67% eh, delle eh, vittorie. Ovviamente, come diciamo sempre, Barre Magazzino impossibile da giocare e qua vediamo anche il perché Sul, sulla parte destra della grafica vediamo anche il perché delle difese che sono alzate lo storico presenta ben sette vittorie nell'ultima clubhouse giocata tra bds e tempra ma voi cosa ne pensate per farcelo sapere gli hashtag in chat sono ovviamente tempra win oppure hashtag empire win se vi aspettate un pareggio che è anche plausibile per eh, la posizione classifica delle due squadre in questo momento, hashtag X. X. Andiamo a vedere intanto i quattro operatori bannati Partiranno a bannare in attacco i Tempra Perché iniziano in difesa la loro scalata Verso la vittoria di Clebaus. Sto cercando di prendere tutte le parole possibili Perché ovviamente non sanno cosa bannare Perché si sono presi 20 secondi per bannare l'operatore Arriva il ban di Ace L'operatore super hanno deciso di partire in attacco Potevano scegliere se partire difesa. in attacco o in difesa Hanno scelto di partire in attacco che gli consente di bannare eh, l'attaccante per secondi. Secondo me è l'unica ragione. O è la ragione principale per cui su Clebaus in particolare tanti team stanno scegliendo di partire in attacco. Lascia Maverick eh... così non rischi, puoi decidere. Se loro tolgono Maverick posso decidere, faccio sopravvivere Thatcher, faccio sopravvivere Ace, Ace. che cosa faccio. Eh, mentre invece se eh, parti in difesa non hai questa possibilità. E i difensori, dobbiamo ammettere che il ban dei difensori impatta molto meno rispetto a quello degli attaccanti. Perché è una mappa super difensiva. Quindi la puoi vincere, bene o male, con quasi qualsiasi composizione dei 5 operatori magari più in meta. All'interno di CG in questo momento se ne va anche Wamai. Per quanto riguarda Ace, era stato lo stesso ban dei Tempra anche nel loro match precedente contro i ragazzi dei BDS. Cambia solamente eh, quello finale. Rimuovono Kaid, in questo modo hai meno complicazioni. Hai a disposizione Maverick, per cui Kaid in realtà probabilmente si poteva lasciare. Ma rimuovi Kaid, in questo modo non sei obbligato a giocare Maverick se non ti piace. Ma che invece viene scelto da Shepard. Attualmente due hardbridge per l'Empire Come spesso sottolineiamo, la presenza di due hardbridge eh, in, in Clubhouse è sempre giustificata dal fatto che di brecciare tanto. Se si parla del sito di Cappella Arsenale, hai tre botole. Potresti avere anche il eh, galleria da brecciare. Il triplo muro di Cappella, se vuoi anche brecciare quello. Se si parla ovviamente del sito superiore, Cappella, e eh, eh, Palestra e Cavalletto, hai comunque due muri almeno. Um, singoli da brecciare, sia da Construction che da fuori Aguzzi. Insomma, in tutti i siti, le boss presentano diversi muri o botole da dover brecciare. Ecco perché spesso abbiamo visto anche in un meta un po' più vecchio. Uh, Ibana, uh, Maverick e uh, Thermite giocare tutti e tre insieme. L'abbiamo visto qualche volta, però ovviamente in un meta un po' diverso da questo. Parliamo circa di un annetto fa. Mentre Dirza e P4 chiudono o P4 chiudono le botole. Al piano superiore sta arrivando un po' di investimento, cioè voi con la chiusura del muro singolo, importantissimo perché se aperto gratuitamente, spesso con back o sledge, eh, consente agli attaccanti di appendersi a strip club o addirittura di scendere dal tetto e tagliare gli spostamenti da una parte del piano superiore all'altra. Se a tutto questo aggiungiamo le risorse investite in sito eh, e le due impact giocate se non erro da Dirz, l'unico ad averle schierate, visto che voi sta giocando lo scudo, capiamo che... Non è una SSG room classica ma è una roaming, arriva anche il puffo di Sofia a cui ormai ci siamo abituati, è standard quasi, in cui Sofia spona, tira il puffo immediatamente, apre la traiettoria in questo modo almeno se c'è qualcuno in garage non può passare in bottino e significa che probabilmente se vuole rientrare in sito lo deve fare da sotto, poi cerca di ucciderlo oppure svuotare il garage più rapidamente. Sguardo le telecamere da parte di Più4 che sta cercando di dare informazioni ai suoi compagni Dan rimane peraltro per un minuto al di fuori di telecamere per evitare qualsiasi incrocio da parte di un difensore che però eventualmente eh, ormai non è più in grado di passare Dan che rischia tantissimo in questo momento grazie a dei proiettili di Dirza che alla fine rientra in sito, toglie per HP a e poi decide appunto di rientrare nella Tana insieme ai suoi compagni ha il compito di uccidere gli avversari che rientrano dalle scale. Mentre gli empire hanno preso il controllo del bar. Ma sembrano voler ignorare i due giocatori in bottino, puntano magari all'apertura del tunnel. Potenzialmente ci sarà quella delle botole. Visto che eh, sappiamo non è disponibile Kaid, non hanno neanche la preoccupazione di dover mandare Maverick all'interno del bar per aprire. Parlando di Maverick, però sarà comunque lui a fare il lavoro di apertura della botola e P4, P4 lo C4 sa P4 che potrebbe ferire peraltro anche non dovrebbe difensore. funzionare così però però Shepard è stato bravo a ascoltare il, il suono appunto a togliersi in tempo poi P4 peraltro si cresce tantissimo anche lui con lo stesso panetto pensa che occasione sprecata in realtà perché ora il panetto di C4 lo potresti tranquillamente lanciare dopo che la botola è aperta se la tua cam sopravvive non bruciarti la posizione non concedere il tuo panetto gratuitamente lì era una kill molto facile ora sono due i difensori con meno di 50 HP tra l'altro 40 secondi e c'è ancora voi in roaming su garage qui potrebbe essere danni in pericolo abbiamo visto passeggiare davanti al lounge, infatti, arriva proprio la kill da parte di voi. Non se ne accorta l'Observer. Macco la coda dell'Ocse. aveva intravisto il passaggio di Dan, 4 contro 4 oh. perché arriva anche Saiter. La copertura doppia degli Empire con il Plant sotto i loro piedi. Bravissimo, qui Saiter. Le prende facilmente la kill. P4 deve ruotare dalla rotation. Riesce a scavalcare. Ma Shepard vince addirittura il duello. Dopo il Plant 1-0 per i russi. E qui a fare tutto il lavoro, in realtà. È Shider insieme a Joystick perché Joystick con Ibana, quindi un operatore che non è per niente favorito, riesce a prendere il controllo di uh, tunnel. Contro Smoke, un matchup difficilissimo: Smoke ha a disposizione il fucile a pompa, magari un filo spinato. Se ha delle bombe gassose, allora veramente è impossibile per te, che hai solo tre Flashbang se ti sono rimaste. È abbastanza per joystick? Quando lui uccide quel giocatore lì, ora possono scendere dalla botola e tentare il plant. E perché possono tentare il plant? Perché due giocatori effettivamente erano ancora all'esterno del sito. Quindi, contando quelli all'interno, sapevano quali traiettorie potevano coprire e quali no. Defenders, Primo attacco vinto per gli Empire. Ed è un'ottima partenza. Abbiamo visto quanto Cebausi è una mappa difensiva. E per i temperan non è il miglior approccio per giocare contro degli empire L Empire che arrivano come abbiamo detto, da una vittoria importante contro i G2, una partita da cui tanti si aspettavano il grande classico, ma invece è stata praticamente vinta ad occhi chiusi proprio dal, dall'armata russa. Ed adesso si trova ad attaccare il nuovo eh, sito, anzi un nuovo sito ovviamente, dopo, dopo la sconfitta di Cappella, quello di telecamere e bottino, con un setup che vede l'arrivo di Bandit, quindi da parte di Coxis, che però non sarà sicuramente così forte contro uh, Maverick e anche Thatcher, questa volta ci sono entrambi gli operatori in quintetto, scelgono soltanto una ratbridge ovviamente per dare spazio in questo caso a Thatcher. Beh, hanno anche Ibana, quindi Ibana e Maverick possono usare tutte e due, sappiamo che da un lato vanno tranquillamente al taglio. Non l'avevo visto Ibana. Il punto è che qui la questione è semplice, sanno per forza di non poter uh, aprire... Uh, scusate, di impedire la breccia. Di conseguenza i Tempra devono giocare per forza intorno al plant. Ovviamente ci sono stati fatti dei buchi preventivi, sappiamo come funziona. Si creano dei buchi nel muro uh, prima che di rinforzarlo. In questo modo il lavoro con la torcia di Maverick per fare il doppio taglio è più difficile, Shepard parte, è parecchio veloce anche. Uh, pulito, andrà l'apertura solamente di quella di destra. E' intelligente Dan che già si appende e attende che il compagno finisca di tagliare. Ma nel frattempo hold la traiettoria in modo tale che se qualcuno dovesse cercare di avanzare lui potrà ucciderlo e salvare il compagno. Shepard sbaglia qualcosa, momentaneamente sembra litigare un pelo con la barricata, finalmente riesce a finalizzare il taglio. A due minuti è arrivata la breccia primaria. all'interno di garage c'è ancora in vita voi e Dirza sta giocando utilizzando i New Jammer per impedire il droning, accompagnato da eh, P4 dal lato opposto, perché si sa che l'attacco eh, al piano superiore di solito funziona che prima brecciamo CCTV, prendiamo il controllo di eh, telecamere. Thank you appendiamo magari un giocatore e poi andiamo ad armare dal lato opposto ma se dal lato opposto non posso dronare ci sono due avversari beh le cose cambiano parecchio infatti gli Empire non perdono tempo dal classico lato opposto come abbiamo chiamato adesso cioè dal lato di construction decidono di ruotare dal lato lounge quindi arriva il joystick ad aprire la porta principale eh, dell'atrio per coprire da qui possibili rotazioni di garage sicuramente provano a, a prendere anche possesso di questo stesso garage con Dan che entra da magazzino arriverà sicuramente il dronaggio, arriva anche addirittura il rampinamento a testa in giù uh, di Thatcher che potrebbe essere l'uomo chiave per andare a prendere Voy che è l'unico nel difendere il catwalk insieme ai suoi classici ADS Potrebbero essersi accorti che il tempo per cercare di prendere camera da letto è troppo poco ed è il motivo per cui Joystick apre garage, insieme a lui c'è anche il compagno con le granate, sembrano voler andare per una presa di garage, arriva la bomba a mano bruciata dalla DS di Voy sente un'altra spoletta e fa in tempo tranquillamente a spostarsi ma tranquillamente una parola grossa visto che il joystick oh! è lì E poi butta oh! giù anche P4 Che tenta l'uscita da lounge Un ottimo attacco degli Empire Che ruotano con una lucidità incredibile Shink costretto all'uno contro quattro Contro cinque anzi Sono tutte cinque con 100 HP A parte Shepard e Always Arriva un'altra granata che toglie di mezzo Qualche pavimento Arriva Shink intanto con questo headshot Poi non riesce a prendere anche il joystick da dietro Che prende una tripla uccisione Grande attacco degli Empire, grande rotazione, nel momento in cui si sono resi conto che l'attacco da Bedroom non era possibile. È molto astuto il tutto, capiscono che non si può più fare, l'abbiamo detto, tripla Kairos, farsi un passaggio, usiamo le granate. Se non ci riusciamo, spingeremo di cattiveria. Tanto il tempo che impieghiamo, anche solo per cercare di capire. Quanti sono in camera da letto? Cosa stanno facendo in camera da letto? È troppo, non arriveremo mai alla breccia dal lato opposto. Quindi è chiaramente molto molto meglio rinunciare e andare per la presa di garage, specialmente se sai che lì c'è un giocatore da solo, perché gli altri sono presumibilmente in uno o in due in camera da letto. Nonostante i due ADS, Coxis sono riuscito a tenere Caswell, da soli in quel caso era un po' difficile, doveva scappare dalla granata, doveva scappare anche dalla traiettoria che stava tenendo Joystick, infatti è stato proprio lui a killare uh, Jäger in quel, in quel momento che sì, ok. Che ha preso un'altra precisione. stava cercando di fare i calcoli vedendolo 4-0. E in effetti ha giocato un ottimo round con un operatore che, in realtà, non è spesso, appunto, cucito nelle sue corde. Vediamo la riproposizione. Di cappella e arsenale scelgono i Tempra di non tornare nel set superiore o addirittura di cambiare in palestra al letto perché sappiamo che la difesa più forte è proprio quella che stanno difendendo loro in questo momento. Fun fact, i Tempra prima di questo match avevano giocato solamente tre volte la difesa al piano inferiore e l'avevano sempre vinta, era la loro migliore in assoluto. Una volta l'hanno già persa ora vediamo come sarà il risultato di questo secondo tentativo che a livello di operatori è invariato sempre le due impact di Dirza per trickare le Kairos usano smoke per tenere il controllo di tunnel al piano superiore ci sono Void e Kaoxis. per quanto riguarda P4 con un attimo in più di pazienza secondo me questa volta se la sua camp non viene nuovamente spottata può utilizzare quel panetto per prendere una kill che poi aiuta a limitare le traiettorie che gli attaccanti possono coprire quando devi impedire il plan e Joystick attacca da strip Club in questo momento. Cioè, L'ho visto rompere la botola da 6 metri di distanza, ma ha paura evidentemente di un ciguattolo. Esatto. E la cosa più curiosa un... è la distanza. <ride> Immagino l'ha chiamato. No, 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 no Shepard, fermati. Si è fermato. fermati, ti prego, lui. oh <ride> Pensava di avere il bastone di Goku che si allungava Al posto del martello. Invece non ce l'hai, caro, eh, caro Sider. però Ovviamente il, il motivo era abbastanza semplice. Aveva paura di un C4 di risposta o di una granata smoke che eh, poteva arrivare eh, dal punto da, da logistica. In questo caso, arriva la prima kill di Dan su voi. Ecco perché Dan è rimasto proprio allo spawn per coprire quei tipi di rotazioni su cui voi è caduto in trappola. E quindi che sono attualmente in svantaggio umerico. Misinterpreta la situazione di fatto voi. Passa davanti al buco probabilmente convinto che il giocatore dello sponsor ne sia andato e che quindi la rotazione è buona. Telecamera sulla scala principale che consente a P4 di neutralizzare un drone e quindi rallentare l'azione di discesa. Dan sempre piazzato con la prospettiva sulle scale blu per impedire che i giocatori all'esterno del sito che in teoria erano due, ora uno solo, possano eh, ruotare all'interno del sito mentre pingato nel corridoio lo scudo potrebbe arrivare la granata e parte il giochino con le Kairos per aprire la botola che non verrà minimamente impedito è possibile che le Impact fossero già andate e che quella fosse la terza lanciata da Joystick Eva Coxis con anche su Shepard 4 contro 4 c'è ancora peraltro il um, appunto il flank di Coxis che potrebbe arrivare nei prossimi secondi il round sta per finire Joystick ancora un'altra frag infermabile Joystick in questo momento ancora Coxis che potrebbe essere l'uomo chiave deve però affrettarsi nel cercare il drop arriva la kill di Dirza proprio sul appena citato Joystick arriva anche la granata su Shinca troppo corta però esplode poco prima della porta qui devono cercare di essere perfetti gli Empire per vincere questo round c'è ancora la smoke che eh, annulla la linea di tiro su Porta di blu, Dirza ancora a terra. Arriva adesso il flank di Coxis. In tempismo perfetto, ma viene colpito da un avversario. C'è cioè Sider che tenta il plant con copertura dei compagni. Arriva Coxis con la kill. Soltanto Always a coprire il flank di Coxis. Che entra adesso in site con un po' di ritardo. Ma non poteva fare ovviamente nient'altro, perché erano troppo ben messi eh, gli empire. Ancora il ferimento di Dirza, che forse potrebbe anche prendere la possibilità di andare a restarlo. Ma non è questa la sua volontà tripla da parte di Coxis lo fa adesso per dare adesso in mano il clutch ad Always perché a 20 secondi e deve gestirne ben due con Kaoxis che potrebbe andare a defusare Dirza, potrebbe essere colui che va a cercare la kill, invece lui è il contrario ma se ne accorge Always un secondo, due secondi, attenzione finisce all'ultimo secondo Always si butta ora la spacca, la spaccata che idea! Alla fine lì c'era poco da fare. Si è accorto che attraverso il pavimento rischiava di non poter impedire il plant. Sto ripensando all'uccisione di Kaoxis, Quanta ironia che quel buco nel pavimento fosse stato aperto dagli attaccanti con una carica da breccia! E dovrebbe essere una lezione. L'idea è che prendono il controllo di camera da letto, ignorano i giocatori in bottino eh, e poi si spara alla scala per mantenere quell'aria. Ma quella voragine aperta ha aiutato i difensori che sul finale comunque non concludono perché. Always continua, continua a performare in questo stage. Always insieme a al Joystick oggi sono in gran spolvero i due ragazzi del team russo. Adesso per i Tempra si fa un po' più complicata, torna la rotazione, ma non scelgono di nuovo Capitale Arsenale o Bottino, vanno in palestra camera da letto scegliendo Mira. Può aspettarci un vetro proprio dove Caoxi sta, sta piazzando il rinforzo in questo momento, quindi per avere più... Pressione sul, sulla breccia eh, di Iacuzzi e secondo potremmo aspettarci invece in logistica Se appunto Cauxis eh, piazzerà i due classici petri di mira che vediamo abbastanza spesso nelle, nelle difese e in palestra di da letto. Sono in più gli unici due specchi di mira difficili da contestare Quello in logistica è sottovalutato per certi versi eh, dagli attaccanti ed in più è possibile distruggerlo dal pavimento. Ma ci si pensa veramente poco. Si può entrare all'interno di cucina e distruggendo in quel punto eh, il pavimento, cercare di aprirlo. È capitato che provassero a farlo i G2, ed è il motivo per cui, in quel caso specifico, i tempra avevano un giocatore all'interno di cucina stessa, oppure di magazzino pronto per tagliare da quel lato. Poi addirittura va sottoterra, potrebbe essere lui l'indiziato a limitare la cosa. Peraltro abbiamo visto anche tentare dall'attacco <ride> di counterare le vetri di mira con delle granate della bassa verso l'alto. In entrambi i casi, perché ricordiamo che entrambi i pavimenti dove i vetri di mira sono posizionati sono entrambi wallbangabili, quindi sono distruttibili da eh, esplosivi che siano granate o eh, impatti di Zofia o Ash. Ed eccolo proprio qui voi che potrebbe prendersi peraltro anche una kill facile perché non è stato dronato. Ora distrugge il drone e potrebbe arrivare l'informazione da parte degli Empire che qualcuno è presente all'interno di Oil e infatti arriva il treno Dan a metterlo sotto nei suoi binari e a dare quindi il vantaggio agli Empire. Hanno un uomo in più, hanno già aperto la breccia di telecamere quindi possono incominciare ad agire dal lato opposto. Arriva il ping 2.0 in questo momento sullo specchio di mira che può essere neutralizzato utilizzando una Kairos su questo perlomeno l'unica possibilità visto che dalla porta del sito, in ogni caso, i difensori possono tranquillamente piccare e rompere i pellet di Bana. Sembra che qualcuno stia ruotando in cucina. È proprio Dan. Con l'impact dal pavimento, l'abbiamo spiegato prima, potrebbe da solo neutralizzare eh, lo specchio. Lo sa, P4 ed è obbligato a intervenire, altrimenti perderanno la posizione. Già persa, come vediamo adesso, già dall'inquadratura dell'Observer. Adesso soltanto un altro ostacolo. Andare al planti in palestra. Se possibile, no. Coxis si è mangiato una kill facilissima. Poi arriva la frag di Shinka su Joystick. Tolgono un hard breacher. Ma devono ancora brecciare lato di Acuzzi Potrebbero attaccare da bottino e occupare tutte le forze lì. Ma invece vedo la rotazione di Shepard. Che comunque vuole, ad un minuto, brecciare proprio il, il doppio muro fuori dal cordone di bagno. Ci pensa, infatti, lui. Ma. Potrebbe essere ancora importante la posizione di Driesa all'interno di palestra. Dietro al, eh, alla struttura appunto della, eh, della palestra, che da un po' di mesi è, è tutta rinforzata. Arrivano le martellate. Il muro reso soft da Maverick poco prima. Adesso abbiamo un'entrata in sito. Il punto è che Coxis ha ancora il controllo di cantiere, scinca a disposizione delle fumogene. Per cui. È possibile vincere questa difesa, Dan lo sa e vuole cercare di tirare il puffo a pavimento per distruggere lo specchio. Ci proverà in questo momento, lo tira parecchio male, in realtà nel punto inesatto, non avendo a disposizione le Kairos di joystick non possono fare diversamente. Qui un'errata comunicazione, non solo da parte degli Empire, che per fortuna riescono ad agire molto bene in questo momento, togliendo comunque oh. un buon difensore. Qui doppia di Shinca. Ma arriva poi Dan a cercare di prendere un buon clutch. Always è l'unico che può fare qualcosa in questo momento. Arriva il tentativo oh. di clutch tentativo di fare sì. Coxis! farlo! Coxis! che doppia finale con questo clutch e anche. Contro di disinnescamento va a dare un ottimo punto ai suoi tempra. Ah, dopo la smirata di prima doveva farsi perdonare qualcosa e non c'è modo migliore per farlo che portare a casa la difesa più difficile tecnicamente per la tua squadra. Uccidere Joystick probabilmente ha influito su Round molto, molto di più di quello che sembra perché senza le Kairos a disposizione non sono arrivati neanche a tentare di aprire bagno e aprendo bagno potevano contestare. Più Facilmente anche la porta da cui è arrivato Kaoxis sulla fase finale e continua ad essere molto negativo il bilancio per i tempra che, essendo in difesa, avendo sempre vinto tecnicamente prima di questo match eh, durante l'European League Stage 2, la difesa in ehm, al piano inferiore, quella in cappella arsenale, non riuscire a vincere neanche una volta qui e trovarsi a vincere la propria difesa peggiore grazie al clutch di un giocatore che fa. Una place mostruosa individualmente non è abbastanza per cercare di portare a casa la mappa e confermare dei punti che servono sempre di più ai Penta mentre scendono piano piano in classifica. Quinto round difensivo per i tempra. Siamo davanti a telecamere Bottino con di nuovo lo stesso identico setup in precedenza effettuato con Dirza, che adesso però gioca Jäger, non è più uh, voina a giocare il tedesco in difesa. Quinta torvidiamo grazie al replay. Prima i due, tre colpi ben piazzati di Coxis, che poi va a concretizzare la kill su Dane. Alla fine era abbastanza semplice l'ultima uccisione su cara di schiera stava plantando e quindi non è riuscito minimamente ad avere il tempo di girarsi e ammazzare il ragazzo di Tempra lo sappiamo Valkyra compare sempre di più nella difesa al piano superiore, la ragione è semplice non c'è Q per cercare le tue telecamere ti consente di eh, fare il run out all'esterno run out che sono sottovalutati perché Qualcuno fuori dal garage lo trovi nella fase iniziale di eh, match. E perché lo trovi? Hanno per forza bisogno di crearsi una via all'interno che non sia la porta già nel round precedente. È accaduto in particolare se per caso riesce a pescare joystick abbastanza presto nel round, complichi le cose parecchio visto che Shepard, se già deve aprire al piano inferiore la doppia striscia e in più poi ruota dal lato opposto, perde moltissimo tempo e soprattutto è vulnerabilissimo perché Maverick sai esattamente dove si trova. Nel momento in cui sta brecciando un muro, perché puoi collegare la fiammella del cannello sidrico a lui, tant'è che arriva la prima fumogena di Shinka, che effettivamente si rende conto che è meglio guadagnare tempo nella parte iniziale di round per permettere ai suoi, magari, di tenere il controllo di garage piuttosto che di camera da letto. E um, ferire Maverick può essere un'opzione per salvare il round sul finale. È scomparso Mute. Che aiutava i giocatori in camera da letto. Quindi si aspettano che questa volta gli Empire vadano prima per Garage. Output nel frattempo, che ruota va di prefire sull'atrio principale. Sa che qualcuno al di fuori di quella, di quella stanza. Tra l'altro, Joystick potrebbe adesso avanzare. Infatti, lo sta facendo proprio in questo momento. Dando anche un'occhiata al bar, potrebbe trovarsi di fronte a uno degli avversari. Un minuto e trenta. Sta cercando di ruotare anche nel piano inferiore per dare più potenza e pressione a questo attacco. Ancora entrambi le ADS completamente intatti ed integri eh, nel catwalk. Joystick rimane qua, fermo nell'atrio, nel cercare possibile rotazioni dal bar diffuser fuori dall'obiettivo hanno ancora tutte e quattro le telecamere che stanno facendo comunque un gran gioco di informazioni in tutti i round quella telecamera vede la potenziale entrata dalla uh, parte bassa di garage quindi aiuta tantissimo caoxis che ora ruota per sostituire la posizione che era stata di Dirza in una parte precedente del round. Joystick entra e in questo momento dovrebbe essere spottato dalla telecamera. Sono in grado di vederlo. Il punto è semplicemente intervenire sul giocatore con la granata e non quello con le flashbang, ragione per cui sta arrivando anche voi insieme a Dirza dal piano inferiore. Grata che sarebbe stata perfetta se Caoxy si trovasse nell'angolo di Catwalk, ma stanno perdendo una marea di tempo gli Empire nel cercare l'attacco da Garage, questa volta i Templar molto più organizzati nel difendersi, bravo Dyrsan a prendere la prima kill su Dan, arriva adesso Grata, granata troppo perfetta e precisa avevano troppe info, ma arriva anche la kill di P4 su Always poi Joystick a rimettere in chiaro situazione. c'è ancora Scyther a terra, non hanno tempo per rianimarlo, guardate quanto è distante Joystick, un attacco ormai praticamente perso per gli Empire, perché hanno troppa informazione da dover fronteggiare. Troppi pochi secondi per poter plantare l'obiettivo. E anche adesso P4. Ci pensa lui a mettere a tacere l'avversario. Granata che non fa tempo neanche ad esplodere. Perché il round è già vinto. Per esempio. Sappiamo che Scheiter, alla fine, è stato arrestato Quindi, Gest comunque ci ha provato. Ma il tempo l'hai detto anche tu: era veramente pochissimo. E perché hanno perso così tanto tempo? Perché questa volta la difesa di garage e lounge era molto molto più solida. Giocare con voi all'interno di bar per impedire che. Che con il drone sapessero che cosa accadesse in quell'area ha cambiato tanto sai in più che c'è il C4 al piano inferiore, sei obbligato a contestarli se non lo fai rischi che impediscano il plant successivamente, specialmente visto che c'era anche una bulletproof che abbiamo visto successivamente e sei obbligato a prendere il piano inferiore il punto è che gli Empire non sono così rapidi ad andare per la presa di garage e non mandano abbastanza persone al piano inferiore, non c'è il giocatore che tiene le scale di blu come c'è stato in tutti gli altri round e ora arriva la difesa tartaruga dei tempi, Per tartaruga cosa intendiamo? Quella al piano inferiore con nessun roamer, presumibilmente guardando la line up. Tutti dentro! Tutto in sito, anche perché Bandit non era presente, né era presente, quindi questo ci fa pensare quanto i Tempra vogliano eh, cercare di rallentare tantissimo la breccia eh, degli avversari, soprattutto in questo caso in cappella, perché potremmo eh, prevedere la posizione dei Bandit proprio nel triplo muro di, ehm, di Church. E granati impatto nel lato caoxys per bloccare invece quelli che saranno le brecce eh, di Ivana sulle botole ovviamente quelle di cucina che è l'unica counterabile con l'impact trick qui abbiamo visto in parte in azione l'impatto del nuovo sistema dei 10 rinforzi perché dirza non ha chiuso niente è esponato, è andato al piano superiore e è andato a cercare i droni. Ha passato praticamente tutti i 45 i secondi della fase di preparazione in cerca dei droni degli Empire. E il danno che potrebbe aver fatto è molto molto maggiore di quello che sembra, visto che gli Empire non sono così veloci ad accorgersi eh, che a quanto pare l'intera struttura è vuota. Sicuramente notando che non ci sono rinforzi al piano superiore, che non c'è alibi che è sempre comparsa nella roaming tempra, è plausibile che si trovino tutti sotto, soprattutto se dovessero aver spottato Pulse. Fatto sta che è un ottimo esempio di come eh, gli analisti e i coach possono impattare sul gioco di più ora. Visto che se dai al tuo team l'informazione esatta su dove vengono nascosti i droni, hai un giocatore che può permettersi di passare l'intero round a cercarli, mentre gli altri rinforzano tutti e dieci i muri. Di. Dirza peraltro in uno degli spot dove non è così facilmente visibile dalle prime vertical che si effettuano in questo caso C4 preposizionato, ma l'intelligenza di Empire sta nel non entrare in cucina perché sanno della pericolosità di farsi esplodere da un C4 da un momento all'altro intanto Saiter che inizia con la vertical sul lato del corridoio questa abbastanza classica come, eh, come avanzamento e sta ancora aspettando che qualcuno possa entrare in cucina, quel C4 preposizionato potrebbe essere importante a breve qualora qualcuno possa calpestarlo ed è Scyther forse il possibile eliminato, addirittura C4 che non esplode arriva adesso, solo troppo tardi, ma dirti, infatti, il C4 era trova. disattivato da un MP di Olois. Questa è una, una nota interessante che dovremmo capire. Se gli Empires hanno sentito l'audio, hanno quindi usato le MP per verticalizzare. E poi sono usciti dalla stanza quando contando Scheiter ha detto ok siamo intorno ai 13 secondi il C4 si dovrebbe attivare ora infatti se sì, hai notato è uscito ed è andato verso la zona della dispensa della cella frigo di cucina nel momento in cui il C4 effettivamente poi è detonato ancora 50 secondi Shepard cerca di riproporre un attimo il vantaggio degli Empire ma è Dirza che prende questa doppia uccisione grande kill da parte sua che è ancora a difendere la zona di cucina ci pensa però Always a cercare di dare un attimo di pressione in più sulla verticalizzazione Dirza scappa ancora sta facendo penare il povero Always che in questo caso è ancora vertical Dani intanto ripareggia i conti ma arriva subito oh, 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 a okay. tre esce in wallbang poi si affaccia troppo always una kill regalata per Dirza, Jossy quindi costretto a claccio ma in 15 secondi non può neanche lui contro Coxis. tre pari, tre round recuperati di Tempra. L'uomo pazzo Dirza gioca sotto la botola, non importa che ci siano le vertical, non importa niente. Lui li affronta tutti quanti e bene o male è lui a vincere il round perché l'attacco degli empire generalmente cercava alla fine di prendere il tunnel. Sapevano che quando non ci riescono, Dan ha sempre preso il controllo di blu e quindi chiude Shinca all'interno del tunnel stesso con Smoke. Il punto è che se non puoi scendere dalla botola, perché c'è qualcuno che riesce a rimanere in vita sotto di essa, nonostante le verticalizzazioni, allora chiaramente decidere da dove andare è molto più difficile. Sono rimasto sorpreso dall'efficienza all'inizio degli Empire. L'MP per non farsi saltare in aria col C4 per evitare di esserci quadrati. Mentre stai verticalizzando è molto intelligente. Addirittura neutralizzano in fretta lo scudo al al corridoio, piazzato eh, sulla porta del corridoio, ma per qualche ragione le eh, Kairos di Joystick non arrivano mai neanche ad aprire il triplo muro di cappella dove sì è vero c'erano attaccate delle batterie eh, inizialmente, ma poi abbiamo visto che eh, Bandit giocava lì per impedire l'apertura, occasione sprecata per la seconda granata eh, di ehm, Scheiter, che a questo punto però è tutto da dimenticare visto che a passare in attacco sono i Temper. Una partita che sembrava di tutt'altro livello per gli Empire. Quel, quel tranzone iniziale mi aveva fatto credere che la partita potesse durare poco, invece i Tempera sono stati incredibili nel riuscire a cambeccare un round dopo l'altro, i tre round persi. E quindi in ruotare la posizione sul 3-3. a -3. Alla fine, è vero, ora devi attaccare, quindi ora si fa più complicata la situazione, dato che statisticamente che le Bowser è una mappa molto molto difensiva. Ma eh, non è ancora detto l'ultima parola perché. Vediamo come gli Empire riusciranno a difendere contro l'attacco dei Tempra che comunque non è da sottovalutare Ora riusciamo anche a capire meglio come mai abbiano deciso di bannare Kaid In questo modo non sono obbligati a giocare Thatcher e possono utilizzare quattro granate Visto che poi hanno a disposizione parecchie flashbang e sanno che gli Empire ultimamente... Hanno mostrato poca intenzione di giocare un po' mai, visto che lo bannano regolarmente e sai che le sei flash, appunto ti bastano. Mentre Dirza tenta di piazzare il suo drone sul tubo. Lo continuiamo a guardare saltare. Non mollare Dirza, questa è la volta buona. Me lo eh, eccolo qua! E infatti, me lo sentivo che questa era la volta buona, e in questo modo hanno già un drone impossibile da trovare, secondo me, per i difensori che guarda il flank in modo tale che quando andranno per la presa del lato di camera da letto. Che dovrebbe essere gratuita visto che gli Empire, da quell'altro, non stanno difendendo, eh, poi... avranno la copertura. <ride> stanno bombardando Shink, che sta cercando il Maverick Trick, è arrivato adesso, grazie a qualche buco prefettuato dei difensori, qui Olvest poi si crea una serie di bullet hole per coprire anche la rotazione da garage verso Construction. Dato voi continua a tenere la sua traiettoria eh, lungo la breccia, appena fatta dal suo compagno, e arriva anche eh, la rotazione di. P4 da lato di costruzione incontra però il gemma di Mute. Sanno gli Empire che sta ruotando l'attacco dei Tempra. Shepard rimane nel, nella parte bassa del garage, cercando di evitare che possano conquistare anche quel sito. Anche se dubito fortemente in questo momento che i Tempra stanno cercando proprio l'attacco in entrambi i lati del site. Se dovessero atterrare CaOxys avrebbero risolto il problema della potenziale breccia. Ci sono dei buchi alti, il che può significare che eh, intendono trickare con le impact di danni. Il punto è che lui è morto ora e di conseguenza non ci sarà niente a frapporsi tra CaOxys e l'apertura del muro. Del motivo per cui Shatter sta cercando di recuperare dello spazio al piano inferiore. E Shepard è ruotato in modo tale da essere in posizione per il lancio del panetto c 4 In teoria il suo è l'ultimo rimasto, a meno che. Temo lo abbia già utilizzato e qui la situazione diventa molto molto difficile per loro. Ho sentito il suono di Windows, l'hai sentito anche tu? Sì. Ehm, peraltro stavo controllando il flank di Jäger che non è stato visto dal drone perché lo ha tolto troppo presto uh, Sledge, non ricordavo chi fosse Sledge in quel momento. E stavano, ehm, stavano per flincare, hanno vinto i Tempra, intanto abbiamo avuto la comunicazione che la partita andava avanti I Tempra hanno vinto il primo round in attacco Signori, Beh, abbiamo visto che la situazione era già molto buona per loro Perché eh, sono riusciti a brecciare da entrambi i lati Avevano ancora le granate di ep 4 quindi erano in grado di inedare qualcuno Avevano già ucciso l'unico avversario che si trova dentro al sito e i due avversari dal lato opposto del sito di cui uno all'interno del garage e l'altro al piano inferiore avevano già utilizzato il loro C4 nel momento in cui facevi notare tu io non so esattamente quanta speranza avessero di prendere questo maledettissimo Maverick ci hanno provato due volte e secondo me quei due parenti di C4 gli sono potenzialmente costati il round Beh, direi che la difesa dei, uh, degli Empire non, sono stat cioè non, non è stata così, così perfetta in alcuni momenti. L'avrebbero potuto gestire meglio l'utilizzo, come hai detto tu, 2C, 2C4 per uh, Shinka che era lì a provare il, il trick. È, so è stato forse un po' troppo una volta andato uno... Potevano tranquillamente tenerselo per una fase di plant. Che non abbiamo visto se c'è stata o meno, o c'è stata semplicemente un'eliminazione completa dell'avversario. Intanto appare la grafica del technical timeout. Quindi c'è un rehost anche del, dell'observer in, in generale. Quindi abbiamo comunque la possibilità di guardare tutto il resto del round. Ricordando che siamo 4-3 per i Tempra. 70% di vittoria in difesa. Per Clubhouse in generale, però finora l'attacco sta vincendo di tantissimo più. perché 4 round vinti l'attacco, solo 3 dalla difesa. E soprattutto al piano superiore, sicuramente questo numero è, come sempre, diciamo, inficiato dalla presenza di Maverick o meno. Eh, quando è, si è trattato di difendere nei match giocati dai BDS, per esempio, in cui c'è quel grande scarto di round, loro hanno sempre bannato Maverick. E quindi l'attacco ai piani superiori è, è per forza più complicato, indipendentemente da come la metti, non lo fai nello stesso modo. Possono comunque mettersi a trickare, e quindi devi per forza cercare di prendere il piano inferiore. Ma Maverick cambia tantissimo le dinamiche: è l'attaccante che modifica di più Clubhouse in assoluto. Beh, perché qualsiasi hard brischer vada a prendere, che sia Ivana, Termite o Ace, può comunque trickarlo. È vero, abbiamo visto che Ace eh, riesce comunque a brecciare in maniera molto veloce, quindi è più difficile. Per i difensori poter triccare un operatore come Ace prima che riesca a creare almeno un, un buco, quindi una, una breccia con il suo Selma. Però, anche dopo aver brecciato, hai comunque la possibilità di lanciare l'impact sul muro, eh, del, ehm, sul, sul rinforzo del muro brecciato. e Quindi, riesce a distruggere il restante lavoro che avrebbe fatto il Selmo, quindi nel fare gli altri due eh, buchi eh, verticali. Insomma, ci sono delle, delle, delle dinamiche da studiare anche con, con il nuovo operatore, che non, abbiamo capito non essere così. Overpower, come si dice il gergo tecnico, non è così impossibile, ha dei limiti che abbiamo notato peraltro nelle scorse giornate Molto strutturale, è quasi tutto legato alle Impact, che è il motivo per cui all'inizio della live eh, pre-match 1 abbiamo parlato del nuovo meta delle Impact Quando erano entrate, se ricordi, contemporaneamente se non ero a Villa, meno male era quello il periodo in cui era possibile triccare no? tutto, esatto, era possibile triccare tutto perché ogni muro di villa eh, sappiamo che le barricate non arrivano fino a toccare il soffitto, quindi puoi triccare tutto, ok? Eh, il punto è che poi le cose sono evolute, è arrivato persino Maverick, quindi quando lui non è bannato triccare non ti serve assolutamente niente, ma Maverick è costretto ad avvicinarsi alle paratie. Il punto è che tutti i rinforzi, o quasi tutti i rinforzi su Clubhouse, eh, quelli fondamentali sono dall'esterno verso l'interno. Quindi in realtà Maverick non ha bisogno di entrare nell'edificio e mettersi in piedi su un pavimento distruttibile o qualcos'altro del genere, gli basta aprire dall'esterno. Parlando invece della difesa, sicuramente faticano molto perché come abbiamo detto i ban eh, offensivi sono più vantaggiosi. Quello che ha perso la difesa è maggiore rispetto a quello che ha perso l'attacco, eh, tant'è che c'è persino il ban strategico di Kaid da parte di Tempra per potersi permettere di non giocare Thatcher. E invece utilizzare 4 granate, sapendo che i loro avversari hanno rimosso Womai, e quindi con 6 flashbang sei in grado di fare ciò che vuoi. E le granate su Clubhouse è molto, molto più semplice farle connettere. 6 flashbang bastano per togliere tutte e tre le ADS di Jäger, che ovviamente è ogni presente in quasi tutte le difese, perché il pick rate è del 96%, non del 100%. Non del 100% quindi. Uno o due round. Jäger non è stato scelto. Non ricordo attualmente in quale dei round Che abbiamo visto giocare in questa Stage 2. Però non è stato picchiato in, eh, in tutte le difese. Questo è buono ricordarlo. Ma in Clubhouse togliere Jäger sarebbe una follia bella e buona. Eh, anche perché, guamai, altrimenti non verrebbe neanche ehm, Neanche bannato. Se non fosse necessario togliere così tante utili dagli avversari, puoi farlo solamente se giochi una robing pesantissima. In cui in realtà. Nessuno. a cercare le fraghe tutte. Sì, sarai 4 in roaming, nessuno in posizione statica e quindi hai più chance. Parlando di chance, per fortuna avremo modo di vedere anche l'ottavo round. Siamo rientrati in game in questo momento. Ovviamente non abbiamo visto se il sito era già stato scelto, gli operatori erano già stati selezionati, però vediamo che il modo in cui difendono il piano inferiore i giocatori degli Empire, la squadra degli Empire rispetto ai Tempra è parecchio diverso. Vediamo infatti arrivare una Melusi che non è stata una scelta spesso utilizzata da parte dei Tempra, abbiamo peraltro anche la scelta di Legion che in questo caso è solamente giustificato dalla presenza dell'Impact che sono peraltro eh, aumentate grazie anche alla scelta eh, di Always su Maestro che appunto acquisisce da un po' di mesi proprio le grate impatto. E questo per il motivo che abbiamo già spiegato, riduce la possibilità per Caoxis, che è l'unico breacher counterabile nel quintetto dell'attacco, di eh, brecciare le botole. Se si mette chic in quel caso. È comunque più debole perché hai un pavimento wallbingabile al tuo fianco, quindi anche un C4 o anche due impact potrebbero danneggiarti gravemente, quindi essere letteralmente ucciso per quello. Ma la cosa più probabile è che sia Caoksis. Solitamente rampinato al di fuori della finestra di cucina, a testa in giù, nella classica posizione dove non puoi essere eh, troppo, mh, appunto. Uh, facilmente prendibile, insomma dire È così facilmente, uccidibile quando sei esatto. appeso lì effettivamente a meno che non sia stock nella porta di stock nel cercare di rompere la barricata e poi sparare al tuo rampilamento, ma in realtà eh, se c'è sempre un drone o qualcuno direttamente che difende stock nel momento in cui Caoxix eh, vada a brecciare la botola con i droni prepiazzati si accorgono molto presto i ragazzi dei Tempra che i piani superiori sono completamente vuoti vanno a contestare anche la scala di blu dove inizialmente c'è un po' di resistenza da parte di Scheiter che però appena sente la Kairos sulla botola sa che è il momento di andare altrimenti rimarrebbe chiuso lì e probabilmente conceda la sua vita e cominciano le verticalizzazioni in cucina unico a poterle impedire di fatto è Dan c4 difensivo nelle sue tasche mentre joystick dovrebbe difendere il tunnel di eh, cantiere come al solito come tendenzialmente fanno tutti con smoke l'abbiamo detto più volte il suo kit è il migliore in assoluto per tenere uno spazio uh, stretto Scheiter ha il compito di non perdere blu o quantomeno di non consentire agli avversari di arrivare fino alla porta in modo tale che dan sia in grado di tenere sott'occhio che cosa accada al piano superiore c'è un ping sullo scudo all'interno del sito probabilmente uh, piazzato dai difensori per consentire la rotazione da blu all'interno uh, di cappella e ora un po' di stallo uh, per i ragazzi dei Tempra che non hanno ancora chiaramente eh, mostrato ai loro avversari qual è l'intenzione offensiva. I Tembra sono vogliosi di prendere anche mm, Tunnel. Sono intenzionati a prendere anche quella stanza. Potrebbe essere importante se riuscissero a togliere di mezzo eh, Joystick, come spiegava anche in precedenza Cinuk. Ma però soltanto 40 secondi, quindi questo è stato il vantaggio nel difensivo. Qui Siter con un timing perfetto, riesce a prendere la prima kill, poi tradeato da voi. Arriva la nade di Shinka che funziona al secondo tentativo, proprio eh, tradeando quindi a sua volta. Eh, uno dei migliori ex giocatori degli Empire. In questo caso, P4 va a dare il doppio vantaggio: 4 contro 2 per i Tempra che vanno al Plante con tripla copertura. Ovest non può muoversi perché ha praticamente troppe traiettorie da dover guardare. Tental wallbang dalla parte del eh, corridoio. Voi poi va a chiudere con la doppia uccisione finale. Questi Tempra che vincono anche l'ottavo round. Un altro attacco vinto, stanno letteralmente prendendo a schiaffi le statistiche della mappa. L'impatto dell'avere quattro bombe a mano con Wamai Bannato è immenso. Tant'è che utilizzano la prima per forzare Shiter, che lo stesso azzecca il tempismo e riesce a uccidere qualcuno. Il punto è che quando Shiter rientra dietro al boiler, giusto? Per cercare di uccidere l'avversario in discesa e lo elimina. C'è qualcun altro che è già arrivato abbastanza avanti per refragare, quindi, blu il controllo degli avversari. Se a questo aggiungiamo il fatto che eh, Joystick è forzato a difendere Tunnel con un solo filo spinato senza nessun'altra risorsa specifica, allora a questo punto Maverick diventa un operatore molto migliore rispetto a Dibana, se analizziamo quello che facevano gli Empire per prendere il controllo di Tunnel. Appena hai capito a quale curva si trova Uh, smoke in difesa, gli lanci una granata non ti aspetti che ci sia una di esse e voilà, hai una kill gratuita e hai svuotato i due punti eh, più importanti per arrivare al plant, che in questo caso è dietro alle casse di armi Sto cercando di capire la difesa degli Empire, che sembra molto simile a quella che hanno già effettuato i Tempera in Canardette Palestra, gli stessi vetri di Dan, che infatti si sposta poi a andare a tappare anche il vetro di mira in logistica, ancora Bandit e Mute, quindi una doppia forza per evitare il breach. Ma Mute, ovviamente in questo caso preso per rallentare il dronaggio dei Tempra. Potremmo aspettarcelo in bottino eh, dove infatti lo vediamo barricare in questo momento. Quindi andrà sicuramente a posizionare almeno un paio di jammer dal lato opposto di dove potrebbero attaccare eh, i Tempra. Quindi dal lato est, dove sicuramente arriveranno dei droni da garage o dall'esterno di telecamere, che è uno dei primi muri che vai a brecciare quando la difesa è in, è in palestra. Tra le altre cose hanno tre panetti di C4 di Empire, che in questo contesto sono più difficili da sfruttare, perché è vero, puoi distruggere il pavimento, ma se gli avversari prendono il controllo del sito completo di solito è veramente impossibile, molto difficile. In maggior parte dei casi si tratta di un'esplosione ed un'animazione del planter all'interno di palestra. Mentre tempra chiaramente azioni di routine, aprono la botola per aumentare la pressione, per avere potenzialmente un'entrata più tardi da logistica e. Ho sentito delle Kairos andare probabilmente sul muro eh, doppio di eh, telecamere che ovviamente sei forzato ad aprire per impedire agli avversari di piccarti o perlomeno avere una traiettoria eh, per ucciderli quando lo fanno dalla finestra stessa di telecamere se vai alla balconata. Arrivano le flashback da parte di Dirza che sono indispensabili perché torniamo sempre al solito discorso, ci sono quattro granate e i tempra fanno un enorme affidamento sulla capacità di uccidere uno o due difensori con le bombe a mano. Mira, che peraltro acquisisce un punto in più con il nuovo Mirino 1.5, che ha in mano in questo momento, proprio Dan. Arriva la breccia totale adesso anche del muro soft di Jacuzzi C'è Vendit che rimane dentro il bagno. Non dimentichiamoci la possibilità di lanciare un C4 anche dall'alto, ricordando che il muro di bagno presenta una parte soft, dove peraltro anche gli attaccanti possono lanciare granate e Ed è quello che mi aspetto, avendo appunto nella dotazione. Eh, di dei tempra ben 4 ore, qui Always prendo che è il Vasile. Che il che l'ha beccato nel dronare. Always oh, era già lì da prima perché il suo scopo è proteggere lo specchio di mira. La casualità di trovarsi una kill per le mani è una kill parecchio buona perché eh, a questo punto non ci sono più le Kairos e una sicuramente era ancora a disposizione, potevano essere due e avrebbero fatto molto molto comodo per forzare Bandit a triccare allo specchio di mira in bagno mentre gli lanciavi la famosa granata di cui parlavamo prima. Si avventurano sul terrazzo in questo momento i Tempra e si tratta di dover entrare mentre Dan uccide dal drop di è ottima la frag di Shink, seguita quella di Voi nel frattempo anche Siter mette una buona, un buon zampino sul suo compagno, Voi ancora dopo precisione, attenzione a questo 2 contro 2 perché Shink sta plantando, Joystick non può ruotare perché sa che in logistica c'è qualcuno dei Tempra il plant non viene concluso perché c'è intanto l'avversario che con il fucile a poppa cerca di verticalizzare dal basso ottima kill di Shink ora con Scyther Always al clutch cerca Fire potrebbe essere questo un buon clutch in risposta oh, oh, oh. a quello dei Tempra si clashano i round tutti in palestra e camera da letto per questo, questa grande giocata di Always che riporta gli Empire al 4 pari Always dall'inglese sempre, lui è mister sempre, qualcosa lo deve fare sempre e non ci posso credere che nonostante abbiano fallito con i panetti di C4 nell'impedire il plant c'erano dei ping rossi in sito non si sa esattamente da dove arrivassero visto che non giocavano Valkyria potrebbe persino trattarsi della cam sopravvissuta difficile, magari una telecamera eh, piazzata da a questo punto potrebbe essere Shiter sono in grado quindi di capire che cosa sta succedendo all'interno del sito abbastanza e in realtà qui è un errore dei tempi a costare il round perché poteva sticcare quel plant, poteva continuare a arrivare in fondo e non c'era modo per impedirglielo a quel punto 5 a 4 intanto, mi correggo, non 4 pari. Mi hanno perso un round vittorioso di Tempra prima De dell'ultimo. Eh, esatto, che l'abbiamo visto. Ecco perché non mi è tornato in, in mente. E nel frattempo la difesa si sposta degli Empire in telecamera. Bottino Tempra comunque ancora in vantaggio di un round. Stanno giocando una buona partita. L'ultimo round avrebbero potuto vincere, ovvero potremmo essere in una situazione di 6 a 3 se Tempra avessero giocato molto meglio. Quel 2 contro 2. Ma quel Pompa ha fatto male in difesa dal, 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 dal pene Almeno ha fatto male sul lato uh, mentale ai tempra, perché ha, ha fatto interrompere il plant a Shinka. Era in ha palestra. Deve chiedere a Maverick che ci fosse l'informazione. Forse c'era. Adesso non possiamo capirlo, però la pompata non ha connesso, non ha colpito l'avversario. Però sicuramente sì, lui si è sentito minacciato. Anche perché è molto difficile riuscire a prendere perfettamente la posizione di un portatelleplante quando non ha la telecamera, è vero, non sappiamo se c'era o no, perché se ci fosse stata era molto più facile per, per il difensore, ma se non ci fosse stata in realtà la situazione cambiava, perché doveva andare ad intuito in quel caso il difensore. La composizione difensiva è cambiata tanto, l'ultima volta che Temper hanno attaccato questo sito hanno vinto e per forza toccava aggiustare qualcosa, aggiungere Valkyria di fa sempre avere quel panetto C4 che prima era quello di Goyo ma in più con le telecamere puoi cercare di coprire meglio specialmente cantiere dove prima l'attacco alla fine è arrivato a collassare la telecamera nascosta all'interno eh, del frigorifero insieme al gelato la tieni lì in fresco il drone così non si scioglie al sole ha spottato Shepard che è in una posizione pericolosa perché prima aveva l'aiuto di Scheiter che ora si è allontanato mentre gli attaccanti stanno incominciando ad avanzare da quel lato Un'altra contromisura che gli Empire potrebbero giocare è rinforzare il muro esterno, quello singolo, della rotazione. A volte si fa così da rallentare ulteriormente i tempra, che dovrebbero utilizzare o delle Kairos o potenzialmente Maverick, altrimenti sono forzate a giocare all'interno, mentre Shiter è ruotato al piano interrato. L'attacco dei Tempra sta prendendo tanti secondi, stanno cercando di dronare il più possibile. Dirza qua immobilizzato su Scale Main, cercare di prendere l'avanzata di Saiter. Che, però, ha capito che non sta aspettando, sa perfettamente quello che sta succedendo. Quindi attende, fa perdere tempo. Cosa che serve proprio agli empire. Infatti, chiamano l'aiuto di un altro drone eh, per i tempra per andare a capire cosa sta facendo Saiter. Che addirittura prende la kill su P4. Poi si va di nuovo a rintenrare le basement di le Bowse. in questo caso di Tempra non possono far altro che pensare all'obiettivo, pensare a brecciare, pensare ad entrare in sito e sperare che possa funzionare l'avanzata direttamente nell'obiettivo. Se non vanno al piano inferiore non possono impedire di fatto che eh, con le impact venga attriccata le Kairos e può essere che se nel primo caso avevi aperto un buco attraversabile, questa volta non sarei in grado di farlo. Addirittura un puffo di Dears è tirato contro una DS ancora attivo. Poi arrivano le sue flashbang successive. Gioca ancora dietro alla box. In questo momento si è entrato all'interno del sito. Nessuno se n'è ne accorto, sembra. Infatti riesce a prendere pure la kill su Wolves 4 contro 3, tempra che pusha nel site ed è servito. Adesso arriva il flank da parte di Sider. Fermato poi da Dirza. Shepard 1 contro 4. prova il C4. Attendendo però che qualcuno vada a plantare. Ottima scelta uh, di Shika che planta proprio sopra. Uh. Al mobiletto un Wallback che non funziona per un pelo. Plant che non va. Era ottima l'idea del C4 in mezzo agli, mh, ai pezzi di ferro del pavimento. Alle, alle, appunto, alle strutture. Dello stesso, però purtroppo per lui adesso è un clutch veramente molto complicato perché ha ancora tre avversari da abbattere. I Tempra sono in perfetta posizione per correre tutte le possibili eh, vie di fuga. Appunto, di Shepard che prova la più veloce. Shepard sta cercando di salire proprio su Scale Red. Arriva infatti con la copertura di Dirza, non poteva fare praticamente nulla. Il Tempra, è troppo poco. Sesto round vinto per i Tempra. Siamo 6 a 4, due match point per la Orga italiana. Che succede ad always? Che sente per forza l'avversario che ha scavalcato c'è cioè la bench attiva Caoxy si è rallentato, cammina all'interno di telecamere e in tutto questo Mewtwo non si accorge di niente perché sta cercando di curare anche dall'esterno la breccia troppo affidamento sul G4 sul finale da sotto e forse gli Empire dovrebbero provare a difendere completamente altrove il punto è che eh, in questo contesto specifico andare sotto Sembra essere terribile visto che entrambe le squadre stanno vincendo tutti gli attacchi al piano inferiore, sostanzialmente. Quindi la difesa, che era in teoria la migliore per entrambe le squadre, ora come ora è la peggiore. In due attacchi su due, ehm, i Tempra alla fine, in un modo o nell'altro, hanno vinto al piano inferiore. Il che significa che adesso le cose per gli Impari sono complicatissime. O hanno un early pick, quindi prendono qualcuno molto prima del tempo. L'idealmente sarebbe Shinka o oh, eh, voi uno dei due in alternativa rischiano di non essere in grado di portare a casa neanche un punto da questo match che sarebbe la prima vittoria dei Tempra Sarebbe una grande vittoria perché gli Empire in questa mappa hanno già giocato bene anche negli scorsi stage e arrivano ad una grande vittoria contro i G2, è vero, in una mappa diversa, inconsolato, avendo comunque vinto ben 7 a 2 con un risultato abbastanza netto che gli ha permesso di prendere tre punti importanti, mai tempra, sono entrati in campo molto più del team russo, lo stanno dimostrando e stanno facendo vedere a tutto il mondo di essere in grado di mantenere il logo. Posto il loro slot all'interno della Roppia league qui, P4 è più vicino di quanto possa immaginare a Sider. C'è Dietra che copre a fianco a lui il run out, essendo molto vulnerabile in questa posizione. Il piano è interessante perché hai una mezza traiettoria sulla parte bassa del corridoio. E se azzecchi il timing, da peso testa in giù, puoi uccidere Shiter. Si accorge di qualcosa. Arriva la col che oh, fugge. Oh, mamma mia, Sider che kill! Che pixel, non lo so dove l'abbia visto. Nel suo schermo fatto sta che la prima testa a cadere. L'abbiamo detto doveva essere uno tra P4 e Shinkat. Devi togliere le granate, devi assolutamente limitare gli esplosivi. E non poteva andare meglio di così perché ora hai creato il vantaggio numerico. Nessuno ha perso tanti HP a parte Always, ma non sappiamo esattamente che cosa sia successo. È possibile che abbia provato a impattricare qualcosa o sia stato colpito da una pallottola per sbaglio. Mentre joystick si è spostato in posizione più avanzata, più in profondità. Non vuole rischiare di beccarsi come prima una bomba mano il regalo da cinca che sicuramente ha già aperto il tunnel e tra non molto avanzerà troppe info sta regalando questo shepard ha capito che qualcuno è su scale main Dierza invece attacca dall'altro lato siamo in blu con voi che cerca adesso di recuperare appunto la posizione dei suoi compagni per raggruppare l'attacco anche dal lato di garage dove possono quindi Unire le forze per prendere la posizione di tunnel, addirittura in tre, nel cercare adesso di conquistare la famosa stanza di attrezzi. Conosciamo come funziona questa parte del piano. Arrivano le flashbang dalla botola, in teoria la bomba a mano, cerca di uccidere Jäger. Il punto è che qui si scambiano parecchie trade perché Cox e Seedani in un modo o nell'altro si scambiano un segno d'affetto, entrambi cascano e quindi il. Numero di attaccanti e difensori di fatto si abbassa di uno per parte, arriva la prima mano, anche la seconda, e Scheiter in un modo o nell'altro sopravvive ad entrambi. E questo è enorme. Sembra che eh, a questo punto gli Empire abbiano la capacità di vincere questa difesa, soprattutto perché arriva la call. Che qualcuno si trova ancora sopra la botola di bar, e un altro player in attacco è sulla scala principale. 40 secondi non sono troppi per gli Empire per poter gestire questo vantaggio numerico. Qui arrivano intanto le smoke, ancora Shepard con il sensore in mano nel dare informazioni, una velocissima redazione. Quitato a terra. Scyther per cercare di mangiare da parte di Shepard. Ancora in vita in cappella. C'è il tentativo di Dirza di attaccare anche da questa piccolissima breccia, ma Shepard è troppo avanzato. il uh. C4, troppo tardivo. Always per ma oh. kill. Shepard ancora su Shinka Uno contro tre per Vogue clacciare contro tre avversari che gli sparano contemporaneamente, primo match point annullato, siamo sul o pareggio dei Empire o vittoria 7-5 di Temper. L'unico modo per vincere questa difesa, l'abbiamo detto, era eliminare subito qualcuno prima ancora che il round entrasse nel vivo e ci riesce Scheiter e lì fa la differenza, il piano dei Temper era molto bello, l'idea è che c'è un drone prepiazzato sui tubi all'interno di Blue, nella zona alta del boiler, che vede Jäger o chiunque sia l'operatore all'interno di stock rientrare e colla al giocatore appeso testa in giù il momento esatto in cui l'avversario è a metà corridoio. In teoria ti sporgi leggermente dalla posizione in cui sei appeso testa in giù e uccidi l'avversario che sta rientrando. Il fatto è che Scheiter sa il motivo per cui hanno spostato Joystick dal ruolo di entry fragger e che per qualche motivo nel meta attuale serve... Non dico più game sense, ma più immaginazione sul setup offensivo e il modo in cui utilizzano gli esplosivi quando difendi. Specialmente con Jeger. Cioè, che è un ottimo esempio di quello. Lui gioca in blu, gli bastano 3 ADS. Anzi, a volte gioca con uno o due. E in qualsiasi modo alla fine lui prende una kill e riesce a uscirne integro. Ruotando continuamente tra cappella e blu. Cetrar sta facendo una cosa molto simile e sta eh, funzionando. Il problema per gli Empire ora è ora che hai centrato la difesa al piano inferiore ed è andata piuttosto bene quella al piano superiore in bottino anche se l'ultima volta l'hai persa malamente ti sei accorto che è altalenante due volte su due per essere precisi hai fallito a difendere quel sito contro uh, i tempra sei obbligato a questo punto ad andare in palestra e in teoria i giocatori dei, uh, dei tempra dell'organizzazione italiana lo sanno sanno che cosa attaccheranno e pare che rischiano questa difesa perché erano vinta l'ultima volta che l'hanno difesa. Ma con il clutch uh, di Always, che era prima di tutto, abbiamo parlato prima, con il pompa che dava fastidio proprio al plant di Shika. Ma i Tempra l'hanno attaccata bene, quindi potrebbero riproporre ciò che di buono hanno fatto in precedenza. Per poi cercare però di non commettere l'errore eh, che avevano commesso con Shika, che aveva tolto il plant in una situazione in cui effettivamente potevano continuare a plantare. Le informazioni in questa difesa. Difesa non dovrebbero esserci, cioè, a meno che non ci sia una telecamera antiproiettili che non ho visto piazzare. Corregge se sbaglio Jodi, quindi informazioni che sono limitate solo nelle telecamere eh, di default, quindi quelle classiche della, della mappa. Sì, non ci dovrebbero essere più ingrossi. Se eh, i Tempra fanno giusto il lavoro di base. Sentiamo un'altra esplosione. È difficile capire se fosse l'ennesimo panetto di C4 tirato contro Shinka mentre va all'apertura. Non sarei sorpreso. Più volte gli Empire in questo match hanno provato ad eliminare Maverick lanciando il panetto. Insomma, è una soluzione come un'altra. Non ha ancora mai funzionato. Arriva la granata contro lo specchio di mira che sperava di connettere, ma gli Empire si sono già spostati. Hanno abbandonato quell'area. Qui Dan non sbaglia assolutamente niente. Lui ha ancora invece. Il panetto a disposizione che punta a lanciare all'esterno oppure ruotare al piano inferiore per usare successivamente il fatto è che, se hai così tanti esplosivi, ma non hai come hai detto, tutte le camere in sito, è difficile che riuscirai a utilizzarli attraverso il pavimento e quindi punti ad altro. O le 4 che funziona e come se funziona Di Shepard, ed è il C4 che hanno provato tante volte, sia i Tempra che gli Empire, in questo momento il classico maverick trick che viene. Alla fine, a, a, anzi, alla fine è facilmente eh, counterato da un panetto di C4 che gli esplode in faccia perché passa nel buco anche l'esplosione nel panetto. Qui intanto Dirza che passa facilmente tramite qualche proiettile nel muro di galleria per poi ruotare evidentemente o da scale main o dall'altra parte da eh, bottino. L'uccisione su Shinka potrebbe vincere il round da sola per gli Empire perché non ha preciato. Significa che due Cairo sono già state utilizzate, ne è a disposizione una sola che devi cercare di utilizzare ed in più... A questo punto non hai aperto ehm, il, il balcone. E shit, in rinforzato. Oh, oh, Cosa? oh, due in wallbang sulla finestra di CCTV, un po' di fortuna anche e sfortuna per i Tempra invece che qui cercano il push direttamente in sito Tempra che attaccano da construction in due con Dirza e voi, voi che invece ruota su logistica Manco, mancano 14 secondi, 14 secondi di fuoco in questo momento con Dirza che in sito non ha ancora detto l'ultima parola, se riuscisse a prendere almeno una kill qui voi riuscirebbe a mandare in pareggio se i suoi compagni, cerca uh. di distruggere Distruggere uh. il Banshee Poi alla fine Empire vincono il sesto round Al pelo Con un pareggio conquistato Con due match point annullati uh, E anche oggi Tempra vincono domani Purtroppo non ce la fanno E l'uccisione col C4 Su uh, Shinka è nettamente Quella di impatto maggiore Serviva che qualcuno facesse qualcosa in più Quando uccidi quello non è più possibile brecciare E a quel punto come potete immaginare Che cosa accade? Sei bloccato. Sei costretto ad andare dalla botola, cercare di dropparti dalla botola o entrare dal lato opposto. Sono fortunati più che Scheiter, Dopo aver ucciso eh, un avversario, becca anche un altro attraverso la finestra. Ma la sua rotazione era molto precisa, sapendo che non potevano più brecciare gli attaccanti. Per forza avrebbero ruotato, sarebbero andati tutti dall'unico lato da cui puoi entrare, quindi cantiere, e lui è per quello che si trovava in garage. Voi, non lucidissimo, però, nell'ultima azione, stava camminando davanti al Banshee, guardando per terra, cercando di accoltellare il Banshee, quando in realtà poi Melusi l'ha piccato proprio dal corridoio. Se avesse tenuto magari il mirino puntato, probabilmente avrebbe potuto anche vincere il duello. Questo. Ovviamente non possiamo saperlo, però bravi gli Empire a vincere l'ultima difesa, abbiamo intanto una piccola pausa, prossima partita è G2 contro Rogue e la commentiamo tra pochi minuti. Eccoci tornati pronti per la terza partita di questa quinta giornata dell'European League Ryuk, Cinuk, Cinuk Ryuk come sempre come volete l'ordine che vi pare, G2 contro Rogue. Questo è un match importante, fondamentale, perché i rogue devono fermare la discesa verso il baratro. Finora sono l'unico team a non avere ancora un singolo punto in quattro partite. E calcolando che nello stage precedente sono arrivati i primi, beh, peggio di così probabilmente non poteva andare. I G2 invece sono in corsa tecnicamente non solo per il Major potenzialmente, anche se a punti non sono messi benissimo, ma per l'Invitational, perché essendosi piazzati secondi allo scorso mini Major, hanno abbastanza punti. Eh, per cui, se dovessero arrivare nella top 5, sono matematicamente uno dei quattro eh, team eh, invitati, ovviamente, all'invitation, anzi qualificati. Il termine qualificati. invito non è più adatto, perché ora ci si qualifica e poi vabbè ci sarà un qualifier open in cui gli altri team che rimangono fuori puntano ad entrare. Non ci sarà più quel team invitato? No, che è stato. È stato anzi, sono stati G2 nella scorsa edizione del 2000 eh... 20, sono 19, in realtà era già 2020 perché sì, era già 2019 19, uomo, <ride> riuscirono a, a, a qualificarsi in un altro modo, però effettivamente. Insomma, per dire. Va bene, andiamo a vedere un attimo i roster dei G2, partendo appunto dagli ex campioni del mondo, con il quintetto, che bello, vedrò tutto sbloccato. Tutte le facce già da un po' negative generalmente le loro statistica, soprattutto quella di Pengu che ha un rating abbastanza basso, canto Racchetti. Virtu 1, i più vicini a Redding eh, dell'1, nonostante KD comunque sia in negativo. Vediamo intanto il, lo storico delle partite con i Secret che hanno vinto 7 a 2, Vitality invece hanno pareggiato. Unica vittoria per il G2 contro i Na'Vi per 7 a 5 e poi gli Empire che hanno messo una bella croce enorme contro il G2 nella partita inconsolato. Oggi Rogue, come ci suggerisce anche la grafica, ma non è così scontata, perché è vero. I Rogue hanno giocato molto male nelle quattro partite con quattro sconfitte, ma i G2 non stanno giocando in maniera così lineare e eh, positiva per tutti i match. Alternano, diciamo, dei match positivi e match negativi. È un problema, forse, di sovrapensiero, a volte usiamo questo termine, pensano più di quello che dovrebbero a quello che fanno, tant'è che addirittura Virtu come operatore più utilizzato si ritrova ad avere cali. Eh, più volte è capitato, eh, per esempio contro i Secret in Caffè Dostoevsky, in cui lui giocasse l'operatrice e non avesse nessun impatto. Spero che nella giornata di oggi si riabbassino un pochettino al livello medio come concetto di gioco per eh, valorizzare alcuni talenti che hanno in squadra però diamo un'occhiata ai loro avversari che a loro volta sono quasi tutti in rosso, qui la situazione è completamente diversa perché, l'abbiamo detto, stanno performando molto male, ma secondo me dei roghi in questo momento si può parlare poco è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ciò che è avvenuto con Aces, per cui lui non può giocare o non, di fatto non giocherà i primi sei match su un totale di nove Distrugge un po' eh, tutto, immaginati essere un giocatore come Karzeca o Leon Giz che arriva dopo, inizia a far funzionare questa macchina bene, ti piazzi primo, sembra che andrai al Limitational, è tutto fatto e scopri che dalla prima giornata fino alla sesta dovrai rinunciare al tuo giocatore migliore in assoluto individualmente e devi sostituirlo con qualcuno che non è ovviamente un player già sotto contratto di una delle altre nuove organizzazioni, quindi i migliori bene o male sono presi. La scelta è ricaduta su Asti, che l'abbiamo detto, individualmente sta facendo il suo sporco dovere, ma non è minimamente sufficiente perché a volte danno la sensazione di non capire i rogue, eh, le call e le meccaniche di gioco all'interno del round. Sono confusi. Questo è un termine, penso, adatto nel descrivere la situazione dei rogue. Dopo il problema, il casino che è successo appunto con gli ex compagni che Rientreranno ovviamente a giocare, soprattutto Asics, un po' di confusione c'è. Potrebbero però da oggi magari provare a riprendersi, iniziare il percorso di acquisire almeno un po' di punti per l'invitation. Devono già solo comunque... arrivare quinti in realtà, gli serve arrivare quinti. Avendo già preso tanti punti nello 6 1 con la prima posizione nella eh, stagione, roga... stagione regolare, poi quarti nel mini major, era comunque già un bel bottino eh, dentro, dentro casa, però gli serve ancora quel piccolo sforzo, quindi non è una... Eh, un, diciamo eh, un, un, un panorama impossibile perché è vero adesso sono ultimi ma se riuscissero da oggi quindi dal giro di Boa a prendere piano piano un punto alla volta o tre punti alla volta magari oggi con il G2 potrebbero farcela però dipende ovviamente anche dalle altre partite come, come, come vanno a finire probabilmente puntano ai 12 punti dobbiamo capire quale sarà la mappa che giocheranno perché ci sono dei grossi dubbi e sarà Caffetto Stoieschi e qui i dubbi di cui parlavo un attimo fa diventano ancora di più perché i G2 hanno perso per 2 a 7 contro i Secret su Caffè Dostoevsky e i Rogue hanno perso contro i Secret su Caffè Dostoevsky. se non vado errato. Per cui diciamo che è una gara a sostanzialmente chi perde meglio contro che i Secret a questo punto, a parte <ride> gli scherzi, ehm, in realtà si tratta di una partita abbastanza complicata e i rogue hanno vinto 4 round a differenza dei G2 che ne hanno vinti solamente 2 uh, nel match contro i Secret. Il fatto è che utilizzare uno dei team migliori della lega come uh, benchmark in questo momento è ok, in base a quanto performi bene su, contro i Secret che sono uno dei migliori, se non il team migliore su uh, Café in questo momento, può far capire quali sono le tue performance. Il punto è che i rogue l'hanno giocata due volte e l'hanno persa anche contro i Chaos. Vediamo le statistiche letteralmente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto in Clebaus, con il win rate difensivo, che è soltanto del 52%, quindi difesa leggermente più forte, addirittura bare cocktail che torna ad essere difesa meno vinta. Ma la più giocata, lettura camino invece eh, è quella giocata di più dopo bar e cocktail. Ma comunque vinta il 50% delle volte. Quella più forte rimane servizio. E, ehm, no, pardon, eh, miniera e camino, però giocata, giocata soltanto una volta, quindi con il 100% del win rate. Servizio e cucina comunque rimane quella più vinta tra le più giocate tre game giocati in tutti e tre questi match era presente almeno uno dei due team che si affrontano adesso su Caffè Dostoevsky il che ovviamente è sintomo del fatto che la mappa piace ad entrambi ma ci siamo il punto è che vogliamo sapere secondo voi come andrà a finire quindi direi che Mauro è il momento degli hashtag mano alla tastiera anzi tastiera alla mano con gli hashtag G2 win se credete alla vittoria degli ex campioni del mondo e del fortissimo Pengu oppure hashtag ROG Win. Se credete invece nella vittoria dei purtroppo sfaldati rogue che stanno giocando le partite un po' meno importanti. Rogue bannano Montan, lo sappiamo, dato G2, abbiamo un grande utilizzatore di Montan che è Peng. Qualora doveste immaginare il pareggio, vi ricordiamo anche che con un hashtag X ce lo fate sapere. Pareggio che fino a questo momento non ci aspettavamo arrivasse e poi è comparso nel match tra Empire e Tempra, se ne va uh, Montagne. Dovremmo fingere sorpresa in questo caso, ma non possiamo no. perché in questo momento i G2 stanno seduti sul più alto numero di ban eh, di montagne ricevuti all'interno dell'European League. Il che non sorprende non solo perché Pengu lo sa utilizzare veramente molto bene, ma perché quando lo hanno a disposizione lo utilizzano molto, molto spesso. Se ne va anche Thatcher. Continuiamo a vederlo bannato praticamente sempre. Dipende dalla mappa, sulle mappe in cui puoi utilizzare l'MP dal. Piano superiore diciamo dall'esterno della struttura con efficacia è più comune che uh, se ne vada, sappiamo che con l'MP attraverso il soffitto puoi disattivare per 15 secondi i gadget all'interno del sito uh, stesso, specialmente quando attacchi all'ultimo piano, poi se ne va Valkyria che abbiamo detto è un sostituto, mi sento di dire quasi di Eco, quando Eco era presente e non disattivato, in questo momento è disattivato, continua ad essere disattivato competitivamente. Scompare molto spesso per consentire alla squadra di non giocare IQ, anche se in alcuni casi qualcuno preferisce utilizzarla lo stesso. E poi, infine, Melusi. Tante risorse tolte: C4 che su Caffetto Stoieschi è più forte, visto che molti pavimenti sono distruttibili. E quelle tre bench che ti obbligano a giocare con più esplosivi di quanti magari puoi fare se la situazione è diversa. E Che fai? Non lo prendi Uomai quando non è bannato? Ovviamente sì. In una divisa come Barre Cocktail, dove puoi sicuramente metterti insieme a Goyo con i scudi Vulcan, gli scudi anche normali che avranno anche magari Uomai e Smoke, in divisa di pianoforte, Uomai e Jäger sono una combo devastante per gli attaccanti anzi per i difensori perché costringono gli attaccanti a utilizzare tante granate assordenti tanti esplosivi per distruggere quindi eh, i gadget avversari ma arriva una pick abbastanza interessante di Pengu sceglie Kali Ricordia ricordando che il level di cali può distruggere eh, i gadget difensori anche lo scudo eh, di Womai o di Goya in questo caso però dobbiamo stare attenti come sempre ai magnet che sicuramente verranno piazzati iosa come si vuol dire sul lato di pianoforte con difesa quindi attiva di eh, lounge sigari quando guardavamo eh, la line up dei g2 sbettava se così posso dire eh, il fatto che cali era l'operatore più giocato da parte di virtù mentre pengu di solito aveva l'hard breacher si sono scambiati i ruoli in questo caso specifico l'ultima volta l'impatto di Virtus era stato praticamente zero Continuo a ipotizzare che Twitch sia un'opzione tanto uh, valevole quanto lo è Cali. Um, su Café Dostoevsky in particolare, Sledge lo prendi sempre per aprire le botole sul tetto e semplificarti la vita, avere le due granate. Conoscete la storia, è l'operatore più giocato in assoluto dell'European League, a sorpresa di assolutamente nessuno. Il punto qui è che uh, la difesa dei rogu ha a disposizione umai e quindi potrà permettersi di resistere molto più a lungo con questo doppio scudo. Ragione per cui lo scudo esterno quello di Cori è un vulcano e quello interno di Asti è uno scudo normale se dobbiamo dare una spiegazione più a fondo di questa storia è che se ti esplode un vulcano e sei chiuso dentro il bagno ti ritrovi praticamente seduto dentro una Molotov mentre invece nel caso di Cori può tranquillamente sfuggire in corridoio bianco mentre i G2 incominciano a bruciare gli ADS Primo minuto già squoccato di questo round, Virtu che controlla, era Naute, lo aspettava e prende infatti Leon Giz che provava a prendere l'ampinato in mento di Pengu che sta ancora cercando di fare qualcosa dalla finestra, ma poi decide di spostarsi sul tetto. Hanno comunque rotto tutti gli scudi, quindi adesso non serviva più il rampinamento di Pengu. Avanza uno con il suo G36C di Ash. 1 minuto e 30, anche se non ha più l'ago che è comunque è un'arma che viene utilizzata col, eh, con l'1,5. Virtua ha rischiato tantissimo, essendo la l'Arabricer non deve morire in questo momento, dato che adesso arriva proprio la breccia per i G2 con i roghi che sono costituiti ancora a difendere i quattro. Granata di canto racchetti per neutralizzare lo scudo all'interno del freezer, l'altro quello di eh, Asti è ancora in vita e Cori ci sta giocando dietro, abbiamo potuto vedere come l'impatto di... Eh, e i suoi Selma sia uh. maggiore a causa della rapidità con cui arriva ad aprire i muri. Nel frattempo, Ribs è riuscito a recuperare qualcuno, stando in piedi su uno dei banconi. Sto ancora ripensando al run-out di Leon Giz, che era molto simile a quello dell'ultima volta in cui li abbiamo visti giocare su eh, Caffè Dostoevsky. E ogni volta Leon Giz usciva e moriva contro il caos, se ricordi, <ride> perché lo fa troppo presto. In realtà, in quel momento ci sono ancora tutti gli attaccanti schierati da quel lato, e quindi non è una sorpresa di nessuno. Mentre ottengono finalmente il controllo di bagno dopo averlo svuotato. Il tempo scorre però, due che devono affrettarsi un attimo nell'attaccare, devono ancora prendere tutto il cordoglio bianco, c'è peraltro anche la posizione nella rotation di Celefri Gorifera che può... Può preoccupare l'avanzata dei G2, in questo caso va Pengu al Plant con dei Vertical dal basso che non dovrebbero essere temuti. Uh. Mamma mia, qui che quadrupla dei Rock che chiude con uno schiocco di dita la fase finale della partita. Con Cori che chiude la precisione anche di Asti che, però, comunque si è fatto sentire in bar, togliendo sia Pengu che il compagno che lo, lo copriva. Arriva il Blunt molto telegrafato. È chiaro, c'è la fumogena, quindi è probabile che si stia agendo da quel lato. Rips smocca con uh, Smoke dal lato destro, il cosiddetto default spot. In questo modo, una delle due opzioni possibili per l'attacco di plant è stata rimossa. E a quel punto, Asti va sull'altra. E la fumogena non paga assolutamente. Io continuo ad aspettare. Io continuo ad aspettare di vedere l'impatto di Cali su Cafè Dostoevsky da parte dei G2 perché sta diventando un'ossessione. Continuano a schierarla. E in un contesto del genere hai a disposizione Capitao, immaginati i danni che avresti potuto fare con le incendiarie dopo aver bruciato tutti gli ADS rispetto alla capacità di Cali di rompere potenzialmente i mute jammer, gli artigli di Kaid o le batterie, che in molti casi puoi rompere anche in altri modi. Per esempio, se la botola viene elettrificata all'interno di Freezer, puoi fare un buco nel pavimento e far scoppiare la granata mezz'aria, oppure cercare di romperla dall'esterno. Se i muri vengono elettrificati all'interno di cucina... Anche in questo caso, verticalizzazione, granata di rimbalzo, per cui giocare quattro granate è sempre più comodo. Può essere che alla lunga scompaia a un certo punto, Cali per il momento non è ancora servita a niente, a differenza di tutti gli altri operatori che per pulire le utility inizialmente funzionavano molto bene. Però ipotizzare di andare al plant solo eh, con una fumogena e sperare che quella basti a bloccare eh, l'avanzata del nemico in quel punto specifico è fin troppo rischioso. Arteca cerca uno spot per l'elettroartiglio di Kaid. Il primo lo ha failato, quindi sta cercando un altro modo per piazzare su Ortila, non lo piazza adesso però lo tiene in mano, forse anche per vietare quello che è il tentativo dei G2 di rompere la botola poi di Camino perché vediamo come i G2 stanno attaccando come sempre dall'ultimo piano con i droni preposizionati uno soltanto, che in questo caso Penguin nel dronare il piano terra, anzi il primo piano, pardon, e intanto suo compagno Cantorachetti nell'impegnarsi nel raccogliere informazioni sul... Eh, sul piano più elevato, uno intanto va al drop. Ovviamente non vogliono perdere tempo G2 nel eh, pulire tutto il, mm, tutto il piano, sapendo peraltro in questo modo che i rogue non stanno difendendo verticalmente. Abbiamo parlato prima di come per rompere l'artiglio di Kaede si utilizza la granata tirata attraverso il pavimento si fa detonare a mezz'aria ed è il motivo per cui Leon Giz piazza un magnete sotto la botola dopo che arriva alla verticalizzazione spera di acchiappare al volo qualche utility lanciata. Canto Racchetti realizza che effettivamente il piano centrale è completamente vuoto, mentre ci dovrebbe essere uno in copertura eh, insieme a Citizen per impedire la salita dalle scale, potrebbero aver già piazzato anche gli air jab, uno lo vediamo sulle scalette di bar. Il secondo piazzato su quelle rosse e ora per il logo si tratta solo di attendere visto che per il momento i G2 non hanno ancora dato grandi segni di attività ed incominciano in questo momento aprendo i soffitti con eh, due cariche, c'è persino il C4 di Karzeca che però non connette perché il pavimento del corridoio è di cemento solido armato. 1 minuto e 10 Cantoracchetti perde una marea di vita ma rimane comunque aggrappato adesso con qualche HP qui poi Cantoracchetti introduttore riesce a prendere pure la kill di Leonghiz non solo il danno ma anche la beffa per il ragazzo dei Rogue che poi porta, eh, riesce a portare Rips alla situazione ancora in parità 4 contro 4 togliendo l'entry dei G2 Rips cerca di ruotare ancora in VIP con Astic gli da Manforte a fianco alle scale di Pillars arriva la granata eh, stordente con il prefire di Citizen che toglie uno dei due difensori proprio impegnati nella difesa di questa stanza. Poi Rips ancora con l'headshot. Arriva peraltro il trade velocissimo di Pengu che toglie di mezzo Rips, e quindi hanno più vantaggio per attaccare. dalla Dall'attrice della frigorifera. Carzeca, è il tuo grande momento, nessuno deve riuscire a passare il punto è che Virtu è già all'interno e riesce ad eliminare la versione Oh, Cantoracchetti si fa detonare da solo come il circo e poi cade anche Corey che picca nel momento sbagliato, Virtu aggiusta tutto quanto, toglietegli i cali dalle mani in modo tale che lui possa sparare automatico come un robot. Nonostante l'errore di Racchetti, ci pensa Virtu. <ride> ok, si giustifica. Ok, c'era Uomai, c'era Magritte che ha catturato... Il, la granata e quindi ha auto ucciso eh, canto racchetti. ricordando peraltro questo tips: che qualora la granata eh, venga fatta esplodere dal Magre di Womai la kill non va a Womai ma viene appunto eh, letta come un'auto uccisione e soprattutto resetta il timer è sbaglio. quando verissimo. tu lanci una granata se l'hai cucinata l'hai tenuta in mano a lungo ma la lanci è come se il timer tornasse a zero quindi impiega una, Esatto. Attimo. probabilmente era lì bloccata, lui vedeva la sua granata a mezz'aria ha detto insomma, io dovrei comunque entrare proviamo, magari sono fortunato Finalmente arriva EQ. Dopo tanti round giocati, 10 più 12, diciamo. Dopo 22 round giocati eh, tra Chaos eh, Virtus Pro e Temple Empire, arriva EQ. La prima volta che la vediamo oggi. In un qui che, peraltro, non costringe neanche l'utilizzo eh, di EQ eh, perché non c'è eco, Lo sappiamo, non è possibile prenderlo in questo periodo del competitivo, dato che presenta un piccolo glitch soltanto. Per raccogliere giusto due info sui pest di, 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 di Mozzi e Gemmer di Mute. Forse è una scelta che poteva essere evitata. In questo momento, do che non c'è neanche Valkyrie perché è stata bannata dai G2, si tiene comunque di la scelta di EQ. Fa comodo per capire dove si trovano i mute gemmer. In questo caso specifico e gli ADS. Perché, siccome stai giocando Cali, hai bisogno di sapere dove devi tirare il level, se cerchi di distruggere qualcosa attraverso una parete. In più, non ne parliamo quasi mai. Ma Sige è un FPS, se li butti giù sono come i birilli al bowling, vinci sostanzialmente. Avere un'operatrice che è molto veloce, tra di velocità è un'arma eccellente, aiuta parecchio, specialmente nel momento in cui hai anche la possibilità di trovare, come dicevamo, eh, gli acchiappagadget piuttosto che, come vedete in questo momento, la presenza di eventuali pesti eh, di mozzi e eh, i jammer. Insomma, faciliti la vita ai tuoi compagni che non devono cercare a occhio con i droni tutto quanto. E infatti vediamo Citizen lavorare proprio sul, ra sul raccolimento di informazioni dei eh, gadget dei difensori, sta spottando e sta chiamando sicuramente i compagni eh, i PEST, gli ADS, i Gemmer, tutto ciò che appunto riesce a individuare con il suo sensore elettronico. Due minuti intanto sul cronometro, tanto Raghetti adesso cerca di avanzare anche sul lato di treni, dove peraltro mi pare di aver intravisto eh, qualcuno dei Rogue eh, difendere, forse eh, era nel piano ancora più terrato perché stavo difendendo lettura e cammino potrebbe esserci anche qualcuno lato eh, cucina per lanciare qualche C4 poi in un, in un secondo momento quindi risalire eh, al di sotto del, dell'obiettivo. Racchetti apre una traiettoria per vedere il corridoio bianco dopo che sono riusciti i ragazzi dei G2 a spostare momentaneamente il Rips, che credo sia ritornato in training in questo momento, ha a disposizione un C4, il fatto è che in questo esatto momento i giocatori eh, dei G2 si trovano uno sul pianoforte, che non è distruttibile, e l'altro sulla parte di marmo della stanza. Arriva il level di Cali, che sarà seguito probabilmente dal secondo Selma di Virtu, visto che il primo è già stato usato sullo spot eh, sicuro per... Rimuovere i difensori dalla zona di cocktail e bar I G2 dovrebbero riuscire a svuotare l'ultimo piano Magari addirittura senza perdere nessun uomo E mentre lo dico però Leon Giz interviene dal piano inferiore su uno Infatti è lui a catturare la prima uccisione proprio sui G2 Mancano adesso 50 secondi Pengu cerca di rompere il filo spinato per avere più velocità di movimento Qua che Giz prende l'oppia kill bellissima anche su canto racchetti Poi Pengu alla fine risponde con un hash suasti. Ancora vantaggio per i rogue, ancora una volta Penguin deve cercare di rendere utile questa, questa cali, cerca di verticalizzare a fianco lo scudo nel sito per togliere un po' i rogue nel farli passeggiare in biblioteca, anche perché probabilmente potrebbero tentare il plant proprio dal lato nord. Vediamo adesso infatti Virtu che ruota... Uh, di da Pillars Citizen porta i conti in parità e adesso potrebbe effettivamente provare a fare qualcosa di miracoloso arrivano le fumogene per interrompere anche la linea di tiro di uh, Rips uh, sulle, sulla doppia porta di treni Pengu Valplant in default spot Virtu che copre dal basso c'è anche la copertura al lato di Citizen che prende anche su Karzeca 3 uh, contro 1 Rips deve cercare un clutch abbastanza complicato infatti chiude così la doppia Virtu con il 2-1 di G2 Abbiamo più o meno capito qual era la soluzione intorno a questo maledettissimo operatore che nessuno voleva utilizzare. Passiamo l'arma a Virtu che a sparare veramente un drago. E lì in più, Pengu, che è abituatissimo a giocare con l'SMG, le mitragliette, può tranquillamente giocare Cali senza mai usare la primaria. Non ha ancora sparato un colpo di cecchino, praticamente e va con la secondaria. Per pungere un po' da Thatcher. lui sta giocando il ruolo di Thatcher in questo momento esatto. Sicuramente, la morte di Leon Giz prematura e soprattutto cosa stava facendo Asti lo sa solo lui, ormai il controllo di cocktail per gli attaccanti era abbastanza ovvio, avevano aperto tutto quello che potevano aprire e Leon Giz aveva fermato il primo durante la fase di spinta sulla porta di cocktail. Eh, per il G2 c'è un secondo attacco vinto, la media dovrebbe essere 3 visto che in questo esatto momento abbiamo notato che con il 52% di fatto difesa e attacco sono pressoché eh, uguali. Non è più così strano che si concluda con il 3 a 3 o addirittura un 2 a 4 del, eh, in favore dell'attacco, con più round per l'attacco, eh, visto che era molto difensiva prima, ma Ace cambia parecchio questa dinamica. Visto che, come un attimo fa, ci ha mostrato che è molto veloce ad aprire il muro singolo dove si gioca um, all'interno di cocktail. E quando ti aprono quello, beh, ora ti tocca giocare per forza nella zona della botola. E se sono riusciti ad aprire anche il doppio muro di cella frigorifera, che tu normalmente rinforzi, lo fanno sfruttando cali per romperti il mio gemmer. Beh, allora a quel punto le cose diventano veramente difficili. Guarda che bello il magnete appoggiato sulla valigia, sulla seggiola. Un setup, eh, l'avevano già fatto prima eh, i Rogue. La seconda volta che Assi ripropone questo, questo magnete sulla poltrona. Eh, setup, peraltro, proprio parlando della difesa, che viene riproposto in maniera identica con lo scudo in bagno. Un altro scudo, penso Vulcan, quindi di Goyo, eh, nella zona di angolo morto. Qui Leunghiz. Uh, potrebbe essere di nuovo vicino al run out. Bengo, non sa so dove guardare. Sale intanto con il suo rampino, ma potrebbe. Essa di nuovo succupa di una uccisione. Arriva infatti Titi a coprire la traiettoria Leon Leonhiz. Fortunato a non ricevere neanche un colpo sapevano che forse c'era qualcuno alla finestra nonostante questo Citizen si prende il rischio lo stesso di salire con il cavo da quel lato le botole sono già state aperte da Cantorecchetti che drona all'interno di Sigari per i suoi compagni mentre uno probabilmente andrà al drop dalla botola arriva una serie di prefer da parte di Pengu ma è difficile che qualcuno picchi dagli scudi prima del necessario in questo esatto momento Leon Giz potrebbe perdere la vita per cercare nuovamente il run out ma il suo scopo a questo punto forse più che saltare all'esterno è disturbare gli attaccanti appesi che quindi sono obbligati a lasciare un compagno di squadra, quindi togliere un'arma potenzialmente alla presa di pianoforte, a guardare il run out. Infatti riesce Pengu a togliere di mezzo già lo scudo Vulcan in angolo morto. Arriva Citizen, intanto con l'airjob classico, direi su scale rosse. Pengu si crea traiettorie per togliere la vita a Leoghiz e quasi quasi riesce con un wallbang. Infatti, vediamo come le forze dei G2 attualmente siano tutte occupate per l'uccisione di Jäger. Arriva facilmente da parte di Sitisan. Ottima prestazione qui eh, comunicativa dei G2 che tolgono di mezzo, quindi, il eh, Romer più fastidioso che avrebbe appunto creato problemi nel. Passare del round. Okay. L'impatto di Jäger in pianoforte. È trascurabile. Però hanno capito di avere una kill sicura. Ancora una volta. Ping 2.0. Questa volta addirittura forse il ping neanche di un drone, ma di un giocatore fisico. Avevano capito dove si trovava. Mentre arriva il primo Selma. Ah Asti qui. Tutte le volte non coglie l'occasione di provare a piccare. È vero, è pericoloso rischi la vita. Ma puoi rompere quel maledettissimo Selma. Mentre Rips eh, infatti... viene colpito da una bomba a mano. L'apertura ormai c'è. Quindi all'interno uh, di um cocktail diventa difficile difendere, Karzeka ha il doppio muro rinforzato e quindi anche se dovessero aprire gli rimarrà comunque del margine. Vince il duello Virtus su Asti 5 contro 3 doppio al vantaggio, quindi il ragazzo dei G2 arriva peraltro il rapinamento di Citizen col drop, doppio uccisione di Citizen, nessuno si aspettava l'avanzamento da Even, da Even dalla botola, anzi, dal botola, pardon, dal balcone nuovo quindi di Cocktail, chiamiamolo come vogliamo, ma ok, qui abbiamo 14 secondi sul cronometro, Core che deve cercare un clutch abbastanza improponibile, non vince neanche l'ultimo duello di Citizen che vince, vince lui con il Flawless Round. DG2 e volano sul 3 a 1. Penso che il suono delle pallottole abbia coperto lo slancio dentro con il cavo. Aver perso così in fretta il controllo di Freezer e lo scudo che ci sta all'interno compromette la possibilità di utilizzare ancora le smoke per Rips. E quindi è più facile per eh, Nomad lanciarsi all'interno del cavo mentre i suoi compagni stanno spingendo parecchio. Addirittura, forse qualcuno era saltato dal lucernario, ed è il motivo per cui ha deciso di piccare aperto Karzeka e i Rogue. È una discesa senza fine, è una discesa senza fine anche in questo caso, le difese continuano ad essere montate in maniera molto strana, Leon Giz non so che cosa cerchi di eh, capitalizzare alla fine. Con Jäger al piano inferiore puoi pensare di vincere tutti gli scontri a fuoco e vincere il round, non lo so, gli avversari possono persino decidere di ignorarti e beccarti quando fai il run out, tanto non hai niente per impedire il plant che se non sia un ping rosso e tu spari attraverso il pavimento motivo per cui i Rogue ora vanno a difendere nuovamente al piano inferiore, dove però avevano già fallito in precedenza Sì, l'attacco di oggi 2 sta funzionando molto bene, nonostante questa scelta di riprendere ogni round per 5 volte di fila cali eh, non sia così giustificata in ogni occasione, però stiamo capendo che piano piano un senso ce l'ha guardate, tu mette il drone correndo su un Pixel praticamente di fuori del muro eh, del, dell'edificio. Qui Carteca piazza il classico occhio del mare che guarda, ha un'ampia veduta sul sito eh, di, mh, di servizio. La verticalizzazione in questo caso per il ROG non viene proposta ma si dà molta più attenzione alla difesa. I, dice la frigorifera e anche dalla zona IVIP con botola, eh, pardon, dovrebbe essere botola aperta eh, di... Di Rips sulla lavanderia, almeno quello forse è stato studiato. tempo altrimenti di creare una rotazione da lavanderia verso biblioteca. Non ho ancora capito quel tipo di spostamento, ma ovviamente lo vedremo a breve. Stanno giocando anche mozzi, che significa che le pesti probabilmente sono all'ultimo piano, o almeno qualcuno è all'ultimo piano. Devi per forza rallentare i G2. Se prendono di nuovo il controllo di tutti i due i piani superiori rapidamente, il loro collasso sensito sarà ovvio. Ormai abbiamo capito, come dicevamo, che forse per la questione Cali era più un problema di chi la giocava e non dell'operatore stesso, perché Copengo che la gioca solo di secondaria sta funzionando e fa esattamente il suo dovere, specialmente nell'attacco al centro e al piano superiore. Risulta parecchio, parecchio utile, mentre accanto racchette all'interno di pianoforte, L apertura della botola che poi gli consentirà un passaggio per andare a verticalizzare il sito stesso. Tutto stallato. I difensori sono rientrati tutti e cinque in sito e a due minuti nuovamente, anzi più veloce di prima, eh, hai tutto ciò che ti serve. Uno si può persino permettere di scendere più in basso sulle scale bianche, dove poi lancerà le flashback contro lo scudo di Rips. E aspetterà che un suo compagno arrivi con un esplosivo per neutralizzare la posizione di Smoke. In precedenza a creare una breccia di fatto nella difesa, era stato Citizen giocando sulla scala uh, del bar. Potrebbe farlo nuovamente mentre accanto Racchetti si prepara a verticalizzare. Il corridoio di rosso, da cui puoi lanciare la granata. All'interno eh, di valige, la stanzetta a destra, eh, arrivando dall'esterno del principale, Pengu carica da breccia alla parete che apre anche il pavimento. devono stare attenti anche C4 in questo caso è vero che Leon Giz non lo ha in dotazione proprio Womai come operatore però devono stare attenti ai difensori con un possibile C4 c'è soltanto uno, soltanto Asti ma non è attualmente in obiettivo per, eh, in quell'obiettivo per poter appunto creare questo tipo di, eh, di vantaggio infatti lo vediamo adesso difendere in ristorante colpito anche da un proiettile vacante eh, di Citizen che lo vediamo fuori dal finestrone di bar, mancano 40 secondi viene piazzato un airjob in Zona VIP che non permette rotazione di Rips. Lo colpisce adesso. E con un timing perfetto. Pengu lo va ad atterrare. Adesso siamo 5 contro 3. Asti per ovvi motivi. È costretto a rientrare in site per Darman Forte ai suoi compagni. Arrivano le fumogene che sono catturate dal Mag di Womai. Asti prende la kill su uno. Corey che copre una possibile rotazione dalla zona di ado principale, ma attualmente nessuno sta ruotando da lì perché invece. Intende arrivare in panetteria. Ma arriva infatti Carzeca con l'ottima kill. Core potrebbe fare l'azione migliore che ha fatto fino adesso. Ma poi perde il duello con Cantorachetti. Che salva tutto. Ma c'è ancora Carzeca 1 contro 2. Il clutch con qualche HP in meno dei suoi avversari. Ci sono proiettili infiniti dell'Aldor. Deve ricaricare e ci metterà almeno 5-6 secondi. Questo fa perdere tempo ai suoi rogue Raccoglie un po' di info con i suoi occhi del male. Cerca di distruggerlo. Distraendo anche il suo avversario. In questo caso un attimo di eh, finale da tachicardico. Anzi, riesce a vincere anche il confronto con Pengu. Ma che è troppo lontano, non ha più ormai tempo. Garzeca per riuscire a disinnescare. Canto riesce a chiudere quindi il round vincente per i G2. E siamo sul 4 a 1. Corri e muori. Se Corri si fosse fermato, al posto che correre come una furia, avevano anche le chiamate perché la. La telecamera Levilai era in grado di vedere che cosa stava accadendo in sito quindi non c'era bisogno di correre così tanto soprattutto perché tanto a quel punto se crei l'effetto pinza ora non possono spingere su Asti e rimane nelle loro spalle. Ultima occasione difensiva per i Rogue e sappiamo che i Rogue sono un team, erano perlomeno un team estremamente difensivo. Ehm, e qui le cose stanno andando veramente malissimo, ma continua a essere semplicemente un'evoluzione dei rogue che non funzionano. Non funzionano perché ogni volta qualcuno fa qualcosa da solo che non è coerente al resto del lavoro della squadra. Anche Corey qui era preciso alle spalle, ma corre troppo, forse le chiamate non sono chiarissime. E stavo ripensando all'air jab con cui hanno mosso uh, Rips. Glielo hanno tirato direttamente... Quasi addosso. Lui aveva la camma aperta. Quando ha chiuso la camma ha avuto poco tempo per realizzare. Cavoli mi hanno tirato un air java a fianco. E a quel punto lo forzano. Quando lui viene atterrato riescono a spingere su di lui. E quella posizione è molto forte, ma dovresti calare tutte le tue smoke molto prima e giocare super aggressivo per impedire che accada qualcosa. Se nessuno dei rog lo aiuta, lui perderà sempre comunque eh, quel lato. Arriva un'altra difesa per i rog: quella di. Pompa, Miniera e Camino Una difesa giocata pochissimo Una volta finora nello stage 2 Una difesa giocata veramente poco Che ha portato peraltro la vittoria Se non vado a memoria al in questo caso Dovrebbe essere stata vinta eh, una volta Appunto, quell'unica giocata, ma sono appunto aperto a suggerimenti perché vado proprio a memoria. Ma mi ricordo appunto: in, in una volta o una volta, perfetto. dai Rogue. Ah, che chiaramente sono quindi il team a riproporla. Ah, e quindi qua la situazione cambia perché i Rogue potrebbero o confermare eh, appunto la loro statistica della vittoria in. In pompa miniera, oppure annullare quindi quella che è il 100% di vittorie, e lasciandole quindi un bel 50%. Qualora i G2 dovessero vincerla, ma l'inizio dei G2 è direi molto positivo. Con Canto Raghetti che avanza velocemente in cucina, togliendo di mezzo Asti, quindi niente più liscio nel quintetto di Rock. Questa è una difesa particolare perché siccome uh, uno dei due siti corre. è verticalizzabile da pianoforte e pianoforte è una stanza che puoi mantenere sotto controllo anche tecnicamente senza entrare nell'edificio, allora le carte in tavola cambiano. Puoi permetterti di entrare con gli operatori d'attacco al piano inferiore, prendere quello, salire dalle scale e cercare il plant, con magari qualcuno che interferisce sull'attaccante, anzi sul difensore che si trova all'ultimo piano. Difficilmente qualcuno può stare in pianoforte a difendere e a mantenere delle verticalizzazioni perché lo vedresti dalla finestra. Per cui è difficile che venga giocata. Queste sono le ragioni. Avendo già eliminato Asti al piano inferiore, avendo preso il controllo del piano inferiore, ora possono permettersi di risalire dalle scale. Devono solamente attendere che ci sia l'apertura delle botole all'ultimo piano e che Pengu riesca a neutralizzare le informazioni in sito per andare al plant. Qui, ottimo lavoro di dronaggio di Sidi riesce addirittura a salvare il drone e a metterlo fuori dal buco dei droni del muro nord di garage addirittura lo rimette dentro il sito qui Leon Giz con Vigil dovrà giocare un po' da solo nel cercare di rallentare l'azione dei G2 non solo, di prendere qualche kill adesso che i Rogue stanno avendo problemi perché potrebbero andare al plant i G2 devono stare attenti al C4 di Corey. qui Leon Giz fa il lavoro che è stato chiamato a fare prende la kill su 1 Cantorachetti ottima la doppia su Canto Cantorachetti si aspetta peraltro l'avanzamento oh. di Leon Giz che prende una tripla kill a terra adesso però Leon Giz il, il defuser viene recuperato dal compagno Citizen precisissimo con questa kill su Rips qui Corey deve tentare di fare un gioco da un prestigiatore, togliendo quindi di mezzo l'unico. Eh, appunto porta dalle defuser che sta plantando Citizen il timing errato non riesce a coprire il suo compagno per una copertura veramente millimetrica bravo Corey che è molto vicino al clash potrebbe vincere appunto quest'unico round difensivo in eh, pompa miniera Camilo Citizen fugge come un coniglietto per far perdere tempo al suo compagno arriva l'info che Corey ha appunto tolto il mal del e ritorna un'altra volta questo è un gioco di sguardo è un gioco di tempismo è un gioco di intelligenza Citizen potrebbe essere davanti alla facile kill Ma di nuovo toglie il difesa dalle mani Core Ancora fake Bravissimo Citizen che come sta giocando Citizen in questo momento Sa che ora non può più far nulla Quindi cerca la pick Anche se l'avrebbe perso Comunque il round l'ha vinto Grandissima giocata di Citizen che permette il 5-1 E questo è il motivo per cui si gioca poco in questo sito E ora il 100% di vittorie qui è sfumato Si tratterà di un 50% Il problema è che i G2 hanno vinto 5 attacchi su una mappa che, seppur leggermente, è favorevole difensivamente. Qualunque fosse lo scenario, in realtà, anche se fossero partiti in difesa, sembra che i Rogue vadano incontro allo 0-5 inevitabile. Dovessero arrivare ultimi? Non credo, rischino di... Ah no, rischiano sì, perché se i Chaos dovessero in qualche modo eh, piazzarsi abbastanza in alto da arrivare nella top 4 anzi top 3 hanno bisogno di essere nella top 3 allora a quel punto i Rogue rischierebbero di essere fuori perché a punti è possibile un po' difficile però i, i caos, ripeto devono andare al Major e al Major devono vincere almeno una partita piazzandosi nella top 3 questo è mm. indispensabile perché accade ok premettiamo siamo davanti ad un panorama quasi surreale surreale ovviamente che i Rogue retrocedano ma non tanto surreale che arrivino ultimi in questo stage no, questo, questo è no. il problema più grande a questo punto tocca ai G2 mostrarci che cosa uh, fanno in difesa, anche loro partono con uh, doppia cucina, la composizione è molto differente da quella dei loro avversari, soprattutto perché i rogue non giocano cali, che in questo caso specifico al piano inferiore, contando che ci sono sia Pego che Virtu per impedire le brecce, parebbe comodo oggettivamente, um, è meglio che niente, soprattutto quando Touch è bannato, non c'è neanche eh, Maverick che è comunque un'opzione alle granate, sei in grado di creare dei buchini magari alle partite doppie e lanciare dentro la bomba a mano in modo tale da impedire che il mio Gemmer eh, ti blocchi la breccia, Citizen oh. pronto per il run out ma non ci Tut sarà assolutamente nessuno perché nessuno è spawnato da quel lato, mentre i Rogue sembrano incominciare da Ovest per andare magari sul tetto e prendere il controllo dell'intera struttura obbligati perché altrimenti non potrebbero brecciare quindi sono costretti a verticalizzare sopra il sito togliendo quindi i gemmer e Uh, Bandit, qua allora dovesse triccare appunto il muro di panetteria, infatti arriva adesso la rottura classica delle doppie potole del tetto da parte di Sledge con dronaggio annesso, ma c'è uno che ovviamente, è ovviamente lì pronto insieme a Citizen per dare un po' di fastidio ai suoi avversari mi immagino che qualche pest sia stato piazzato uh, da parte di Citizen nei piani più alti, Cantora che ti, di nuovo propone una fantastica entry kill su Leonkis, togliendo peraltro Nomad, quindi si sentiranno più Liberi di flincare, ruotare per la mappa, sapendo che Leonghiz non è riuscito a piazzare neanche un airjob ehm, all'interno dell'edificio. Eliminare il giocatore che stava entrando e si trovava al piano centrale fa sì che ora Citizen può rimanere all'ultimo piano, e quando dovrà rientrare in sito, non è preoccupato che qualcuno possa eh, tagliarlo. 1.5 su Mozzi, una vera aggiunta devastante. Se a questo aggiungiamo il fatto che l'arma è particolarmente precisa, ha reso l'operatore più forte negli scontri a fuoco. Uh, lo vediamo comunque comparire relativamente poco. Perché sappiamo che dopo aver perso il pompo ci sono operatori che si prediligono. Hanno guadagnato un minuto e mezzo, preso la vita di qualcuno. Il bilancio non è particolarmente negativo, ma va comunque meglio agli attaccanti che ora riescono ad arrivare al eh, piano terra. Il problema è come conquisteranno pasticceria. Perché dovrebbe essere abbandonata, vero, è gratuito, ma devono avere le verticalizzazioni per andare alla breccia. E Rips non è dove dovrebbe essere, secondo me, eh, visto che toccherà Aia. a qualcun altro aprire il soffitto sopra Pengu, che è pronto a rispondere con un panetto di C4. Strana la posizione di Rips che non sfrutta il suo martello per verticalizzare sopra al, uh, al site. C4 che non va a buon fine da parte di Pengu, ma in questo caso sarà forse Asti o Corey a dover verticalizzare sopra le, mh, le batterie. Infatti riesce a brecciare in questo momento Karzeca con Catoraghetti che ruota il ristorante per dare ancora una copertura su scale rosse dove potrebbe arrivare proprio Core. Questo svantaggio numerico per i rogue non è molto uh, lungimirante. Per la vittoria di questo round, Canto Raghetti okay. ottimo qui, con questo headshot triprocisione, arriva la granata, che potrebbe togliere Pengu, ma non si muove neanche Ron Aid lo fa spostare. Ottimo tempismo da parte dell'ex campione del mondo. Si chiude questo round eccellente per i G2 che vanno su 6 a 1, quindi hanno 5 match point per vincere questa partita. Avere ancora il controllo del vertical ti consente di rallentare parecchio l'azione. Gli attaccanti non sono 100% convinti del fatto che qualcuno possa arrivare da sopra. Abbiamo visto che Rips continuava a tenere quei buchi, anche se in treni ormai non c'era più nessuno e gli perdevano tempo. Non poteva usare le sue granate. La serie di verticalizzazioni che Cosledge poteva mettere in piedi avrebbe aiutato parecchio. Penguin, sicuramente non sarebbe rimasto a giocare dove si trovava e aver perso ovviamente... Um, Nomad, che non aveva ancora piazzato i suoi airjab, ha compromesso la mentalità di squadra nel dire abbiamo il controllo del piano centrale o non ce l'abbiamo più. Perché nel momento in cui perdi uno dei tre giocatori eh, che sta a delle scale, ipotizzi che Cantorachetti possa risalire o qualcuno eh, al posto suo. Ultima potenziale difesa per i G2 se dovesse concludersi per 7 a 1. Anche la quantità di round vinti per i rogue è veramente, veramente negativa. Molto peggio, avevano fatto meglio contro i secret, che in questo momento eh, guidano la classifica insieme ai BDS. G2 che stanno giocando un'ottima caffè Tostoieschi. Adesso tentano il tutto per tutto con l'ultimo round possibile. Ovviamente la seconda eh, della vittoria o meno. I G2 che si tappano il tutto con un eh, riquintetto molto simile a quello proposto dai Rogue. Torna ovviamente il doppio eh, distruttore di granate, parliamo ovviamente di Uomai e Jäger. Goyo che vediamo molto spesso, quasi il 100% delle volte, in realtà in bar e cocktail. Proprio per i motivi che abbiamo già elencato in precedenza, Pengu, che arriva finalmente a girare il suo smoke, il suo oh, grande operatore che eh, utilizza molto molto bene come montagne e Clash, e ovviamente qui la parte dell'attacco per i rogue, che alla fine rimane sempre la stessa, alla fine il caffè si va principalmente ad attaccare dal tetto per poi scendere, bla bla bla. insomma, robe che vediamo mille volte a giornata. Se l'hai anche tatuato sul braccio, no? Sì, Pengu, sì, 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 insieme al suo nome, peraltro. Eh, quello forse è ego però Dai. Eh beh Se lo può permettere Probabile Secondo me sì Quello che sicuramente non si può permettere sì. di fare È piccare le scale principali Anzi guardare il scenario Nel momento sbagliato Per cui viene eliminato da Leon Giz Che è entrato al piano terra Regala l'entry kill Um, ai Rogue che ora sono in sovrannumero certo è ovvio hanno già neutralizzato il vulcano all'interno del, della stanza mia. di bar però Cantoracchetti recupera immediatamente e toglie così uh, potenzialmente qualche flashbang se non erano state utilizzate tutte per bruciare gli ADS e sicuramente due puffi e non poteva essere uno scambio migliore per Cantoracchetti che adesso ha il suo scudo con molte più probabilità di sopravvivere è questo e questo 1.5 in questi determinati momenti migliora la difesa perché hai un mirino che comunque non è l'olografico non è neanche l'ACOG ma è almeno leggermente più forte rispetto appunto a un reflex o olografico che è zoomato 1x questo è un 1.5 quindi in questi momenti riesce ad avere una mira leggermente più precisa poi alla fine è arrivato il... Mm, Fleck di uno, fermato invece eh, da D'Accore. Arriva poi in seguito. un'altra precisione che porta tutto sul 3 contro 3. Ma i eh, roghe sono abbastanza rembanti. In questo momento, la grande piega di Citizen porta il vantaggio ai G2. Un minuto dal termine, ancora 3 contro 2. Lo sai, lo fa sempre. Citizen è sempre lì. Il cittadino è sempre in centro al bar. È una storia che raccontiamo ogni volta. Più volte, Igles un sacco da parte sua al bancone. Devono aspettarselo a questo punto. Arrivano le fumogene, questo è il momento di plantare, ottima la copertura di Rips che perde, peraltro qualche HP si tiene, poi attenzione perché sulla uccisione potrebbe prendere un altro, l'ha sentito correre in cella frigorifera e chiude la quadrupla, uccisione finale, mi sembra di rivivere... Il momento in cui i G2 vincessero in caffè per andare a giocarsi la finale del mini major con la quadra di Cesar con Valkrita, ricordi? Sì, proprio a quel momento mi riferivo. È una cosa piuttosto semplice. Lui ripulisce lo skylight, se gli arriva l'informazione che uh, a Lucianario non c'è nessuno, allora semplicemente lui gioca al bancone attivo, aiutato magari dalle Vilai o da una serie di prefire, in questo caso da parte di Virtu che è sempre maestro in questo contesto specifico il duo funziona parecchio bene specialmente se poi arrivano le fumogene i G2 vincono, prendono punti importanti anche se in questo momento nessun team se dobbiamo dire la verità si può permettere di perdere contro i Rogue che stanno seduti in fondo alla classifica con 0-0-5 mi sembra di vedere i caos della scorsa stagione che però almeno pareggiavano almeno, almeno pareggiavano i Rogue neanche un punto i rogue credibile come abbiano perso performance in questa seconda stagione, seconda, secondo stage per dirla meglio. La prossima partita è BDS contro Vitality e ovviamente la guardiamo tra pochi minuti.

Day. Letting in the feeling, mending what we break. Find the solution. Signori bentornati a quarta partita eh, della quinta giornata dell'European League Se vi chiedete perché stiamo ridendo, poi ve lo diremo magari nei nostri social Ma prima di entrare a parlare del match questione che è BDS contro Vitality Vi ricordo, vi metto una pulce nell'orecchio Tenete le orecchie aperte, mercoledì ci sarà una sorpresa Non vi dico cosa, non vi diciamo cosa Ma vi dico non perdetevi la live perché vedrete tante cose belle tutto qui. Lo rimandiamo a voi. A voi, a mercoledì. Ora lo sapete... Ah, possiamo chiudere qua? Ah no, scusate. No. Ah, pensavo che... No, pensavo <ride> che. No, perché abbiamo ancora due game da vedere. Prima i BDS, che in questo momento sono insieme ai Secreti, prima della classe, e poi giocheranno appunto i secret di cui parlavo adesso. Affrontano i Vitality, che sono un team che sta navigando delle acque un po' strane. Si sono piazzati a metà classifica. In alcuni momenti sembra un team devastante, contro il G2 in particolare su Oregon avevano performato piuttosto bene, ma faticano a vincere post-plant. Arrivano ad armare spessissimo, sono uno dei team che arma di più, ma dopo non riescono a difendere il defuser. Quella è una delle loro caratteristiche principali. Oggi affrontano gli invincibili, diciamo invincibili, perché questi di fatto non perdono un match che conta, che quindi valga qualcosa, dall'inizio dello stage 1 dell'European League. Roster in questione, partendo dai BDS, è una prestazione pazzesca per tutti e cinque i giocatori. Uh, vorrei soffermarmi ancora su Breed, perché nonostante sia l'hard Breacher in attacco, sia comunque Smoke main, tre plant insieme a Rafale questa volta, quindi anche lui sta plantando molto insieme a Breed, ma tutti e cinque stanno giocando, di un, anzi stanno, stanno giocando un Rainbow Six di un livello strepitosamente elevato. La loro formazione ormai più o meno la conosciamo come funziona. C'è un support principale, che è Breed, il secondario è Rafale, in alcune mappe è convertito, tant'è che vediamo che Renshiro e Rafale hanno entrambi Sledge come operatore più eh, giocato in assoluto. La composizione difensiva, se è notato, ognuno di loro ha un operatore diverso, perché in realtà è quello che giocano praticamente sempre, nella maggior parte dei casi. A volte compare Mute, è vero, Goyo si trasforma in un paio di stanze, magari Melusi o Lision, ma non cambia molto d'altro. È una squadra abbastanza ripetitiva. Uh, ultimamente stanno rifinendo alcune cose, sono un team che ha giocato per esempio su Clubhouse senza brecciare e attaccando tutti quanti da uh, cantiere, in qualche modo la fanno funzionare lo stesso, quindi sono innegabilmente il team più coordinato e individualmente più forte, il più debole di loro in uno contro due è quasi sempre il favorito, per quanto assurdo possa sembrare. Sì, effettivamente ho parlato di un Rainbow Six di livello incredibile, ma in realtà quello che fanno in game non è qualcosa di assolutamente innovativo, che dice oh mio Dio, non l'ho mai visto, non so come conterarlo. E come lo fanno loro? Che eh, viene appunto, messo praticamente a puntino, studiato in tutti i minimi dettagli e quindi riesce a funzionare grazie alla loro coordinazione e grande capacità anche di, eh, di, di entry fragging, perché colui che ha meno kill ne ha praticamente 25 ed è uno degli breacher, appunto insieme a eh, Rafal che ha 25 chili sotto morti. Ma passiamo sull'altro lato, sempre ehm, appunto dei Vitality, dove vediamo uno dei migliori, e qui non, diciamo, non abbiamo sorpresi, Fabian, il, eh, un po' possiamo nominarlo come un po' il... Uh, il faccione del, <ride> di Rainbow Six, colui che rimane anche più simpatico, anche solo a guardare la foto, ma che peraltro è anche fortissimo perché. E che mimita baffi e pizzetto, tra l'altro. Per la cosa discuteremo io e lui privatamente. Però è vero, a parte quello, poi non so se noi accorto. non abbiamo le interviste, sfortunatamente, non so se quella se con la barba c'è ancora. Quello che c'è sicuramente ancora è una composizione dei Vitality che. È molto più versatile di altre, hanno giocato Twitch in alcuni momenti, uh, se serve tutti possono giocare um, i difensori come Jäger piuttosto che Kaid, ma ultimamente stanno creando una composizione molto specifica. L'ancora in sito è Angry, insieme a lui spesso ci sono uh, uno tra Goga e Rise, dipende, Fabian si adatta e la, la comparazione è tra Elemenze e Fabian, io la metterei più o meno a livello non di numeri, ma delle persone che si adattano di più durante il game, mentre Bibo è la testa di ponte per fare le frag e... Anche se sono le prime uccisioni, almeno sta performando parecchio. Credo che in questo momento i Vitality stiano un po' andando avanti sullo spirito uh, di Rise, che nello stage 1 era uno dei peggiori e invece nello stage 2 è devastante individualmente, con addirittura 9 entry kill, è il giocatore che ne ha di più di fatto. E questa cosa cambia parecchio, specialmente nel momento in cui il tuo operatore più giocato è il flank holder, il guardia flank nomad. Abbiamo peraltro anche un'altra grafica da mostrarvi che mette in risalto il giocatore con il 2 in questione, parliamo ovviamente di Shaiko e il suo uh, non so come chiamarlo, non so, il suo la, la sua performance, il suo operato, le, le sue giocate sono memorabili. Questi sono i suoi numeri. I suoi numeri, guardiamo intanto eh, come abbiamo in risalto eh, il fatto che è secondo eh, nell'European League come rating, il secondo come rating, primo come entry fragger con ben 10 kill e ancora primo con la percentuale kill per round, ben 1.17 che il Rainbow Six è molto molto alta. qua parliamo di una, uh, di una percentuale veramente incredibile. Poi, sul lato del costo abbiamo comunque la terza posizione 78%, che non è la più alta, perché la più alta dovrebbe essere di uh, Brid. Vado a memoria. Dovrebbe, ma dovrebbe essere nelle posizioni, ma lui... sul 90% circa sicuramente il suo costo è legato alle uccisioni il fatto che se tu uccidi un avversario per round ovviamente prendi un punto di cost e infatti confermiamo che è hybrid esattamente come eh, nella, nello stage 1 il migliore in assoluto è hybrid 97% se, se noi guardiamo la classifica, la top 5 di tutte le statistiche che vi stiamo mostrando, ovvero rating, KD, entry, eh, sopravvivenza, cost e kill per round, c'è una quantità di giocatori dei BDS ovunque devastanti. Sono tutti lì. In questo momento, l'abbiamo visto, hanno vinto 28 round perdendone 8. Non c'è tanto da dire, c'è solo da aspettare il momento in cui loro calino nel loro gameplay, o eh, se qualcuno azzecca la mappa giusta, li batta durante l'European League. Parlando della mappa, direi che dobbiamo vedere il veto questa volta. Si giocherà di nuovo Clubhouse, come è stato giocato tra Tempra ed Empire. Guardiamo poi il ban, però. Prima eliminata tra le mappe dei Vitality è stata um, consolato, per i BDS invece Villa, poi Vitality è ancora risposta su Costa, Parco Divertimenti ancora per i BDS e alla fine... Ci sono stati i ban per i Vitality di Oregon e Kafka Dostoievsky era la scelta appunto ehm, insieme a Clubhouse che poi hanno scelto proprio i BDS e hanno piccato in difesa i Vitality, quindi che partiranno nella fase difensiva. Potenzialmente, se guardiamo in sé alla mappa, in questo stage ancora non è stata giocata dai Vitality, mentre invece è la terza Clubhouse consecutiva per i BDS. L'hanno giocata la giornata scorsa e quella prima ancora, indovinate un po' due volte giocata, hanno perso tre round ne hanno vinti 14. Quindi un'altra volta i Vitality devono affondare una nave inaffondabile, in questo momento devono vincere dei round contro una squadra che non ne perde. Non lo so, potremmo andare avanti tutto il giorno. Non vedo l'ora di vederli giocare. E tra l'altro parlando di uh, Clubhouse, in precedenza ci siamo esposti dicendo come forse è Maverick la causa principale della percentuale di vittorie in attacco o difesa. Addirittura questa volta riusciamo a mostrarvi anche il voto dei uh, social, in cui ovviamente, a sorpresa di assolutamente nessuno, i BDS sono gli stra uh, favoriti. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Se credete nei francesi. Team numero uno in Europa, hashtag BDSWIN. Se vi aspettate che i Vitality compiano il capolavoro, lo scavalcone della giornata, hashtag VITWIN. Se invece vi aspettate un pareggio, che per i BDS sarebbe qualcosa di completamente nuovo, hashtag X. Mi aspetto il ban di Maverick per i BDS, nonostante loro partano in attacco. L'hanno banato due volte, invece vogliono cambiare strategia bannano Thatcher, il ban di Maverick è comunque ancora plausibile per i BDS, il ban di Maverick BDS, pardon, BDS mi, mi, mi aspettavo il ban di Maverick di BDS e ha iniziato a bannare i Vitality lo aspetto adesso, che lo Scusavo, ho visto male la, la grafica, infatti i BDS confermano il ban di Maverick, avevo eh, soltanto eh, scambiato appunto chi votava prima il ban dell'attaccante e infatti BDS riconfermano Maverick come hanno bannato nella partita contro i Rogue e anche contro i Chaos, vincendo comunque eh, gli attacchi perché loro non interessa se hanno Maverick in attacco loro riescono comunque a giocare un ottimo livello in attacco senza Maverick. Uomai in difesa, questa è la terza che le di fila, tre volte bannato Maverick in attacco, tre volte bannato Uomai in difesa, beh chiaramente la squadra che vince non si cambia, in se ne va Goyo e vorrei fingere grande sorpresa, ma inizio ad ipotizzare che i Vitality abbiano l'intenzione di giocare poi in montagna in attacco visto che eh, Potenzialmente, affrontare negli scontri a fuoco i BDS risulta proibitivo, per cui giocare con lo scudo e magari molto più di utility, magari con Capitão Ying, che non vediamo eh, di solito, ma con l'occasione rara di ehm, giocare come eh, sappiamo le cariche da breccia pesanti, è. Possibile, e compare eh, la Kali di Renshiro. Non è anche questa una sorpresa. È già successo. Quando alla finale del Major si sono trovati a giocare eh, su Clebaus, anche in quel caso specifico. Se qualcuno gli banna Maverick, la loro soluzione diretta è far giocare a Renshiro cali. I BDS si adattano poco, ma lo fanno sempre nello stesso modo. Quindi. Loro non vanno a Tatcher. Se l'avversario lo lascia libero, Renshiro gioca l'intero game con quello. Se invece Thatcher è bannato, lui sceglie Kali che Più o meno ha la stessa funzione per quanto riguarda alcune brecce. Ovviamente complementare con Ace e Ibane, che in questo caso è perso da Shaiko. Non c'è sorpresa, dato che um, Shaiko fondamentalmente lo vediamo con due operatori. Nella maggior parte delle volte per l'attacco. Essendo quindi Ash e Shaiko i suoi due main, i suoi due, i suoi due operatori con cui riesce a performare meglio. Attacchi dei BDS che abbiamo già visto con questo quintetto anche in siti come eh, Cappella e Arsenale, come appunto hanno scelto i Vitality di, di partire. Un solito classico ADS per favoreggiare il, la, la difesa di Fabian dietro al classico container, se così volevo chiamarlo, questo classico muro grigio. Dove ovviamente l'attacco si concentrerà per conquistare la zona eh, offensiva. Reciro parte dal lato eh, di Canile. Anzi, no, perdon, questo è Elements. Reciro parte dal lato... Opposto, in realtà di canile, quindi già iniziamo a intravedere come i BDS vorranno attaccare. Infatti ci aspettavamo anche l'attacco di Rafale dall'ultimo piano, togliendo ovviamente tutte le telecamere e quindi pulendo completamente una mappa che però è in realtà libera da roaming qualsiasi di Vitality. Si apre già la finestra, così non deve passare dalla scala e su un pavimento potenzialmente distruttibile. Se i suoi compagni gli chiamano vuoto il bar, può ruotare direttamente e andare dall'esterno direttamente verso cucina se dovesse servire. Arriva la prima... Verticalizzazione anche per distruggere la cam. Base uh. mentre le Rise e Angry sono ancora tutte e due nascosti all'interno di Stock. Nascosti è un parolone grosso perché un drone eh, sulla porta li spotterà sicuramente. Viene visto Rise in questo momento, ma, ma non, non sanno di Jäger che sta alle sue spalle. Infatti mi aspetto che Elements possa tranquillamente pushare eh, Rise sperando di trovarne solo uno e poi lì arriverà la sorpresa con il, il nascondiglio di Angry che potrebbe essere in questo caso una sorpresa appunto negativa per Elements. Ma arriva un secondo drone a peccare ora Angry ed ora sfugge via grazie appunto all'ottima intuizione dei BDS che sono troppo furbi e non vanno a rischiare la morte di un compagno così facilmente. È successo qualcosa, hanno perso una Kairos di Shaiko che cercava di aprire la botola, potrebbe essere stato un artiglio di Kaid, sì. Decide di rientrare e di piazzare il suo artiglio altrove. In questo modo impedirà agli attaccanti di utilizzare i Selma. Sono arrivati all'apertura della botola, probabilmente perché Ryze giocando sulla scala non poteva aiutare con le impact. E hanno trovato un'apertura facile. È un piccolo errore, ma che potrebbe costare parecchio ai Vitality, che tolto quello erano riusciti ad impedire l'apertura di tutto quanto uh, il resto del sito. Bibo non dovrebbe avere un altro elettroartiglio, almeno secondo i nostri calcoli, forse entrambi sono stati distrutti qui mancano 40 secondi ancora arriva la prima uccisione ho parlato troppo presto qui Element sbaglia voleva cambiare arma e questo errore lo paga bravo Ryze avere un tempito per perfetto nel tradeare il compagno qui sbaglia a tasto evidentemente Element nel cercare di prendere la pistola eh, prende invece il suo gadget primario arriva mm. la, il ferimento sul portatore del plant ottimo Fabian qui poi push inside di Shaiko. che non trova un altro difensore il tempo Shiro, però Shiro tre l'impossibile Vivo va a prendere, peraltro, anche un altro avversario. Dopo, cioè su Shango, guarda 5 secondi. Il plant è online, Fabian è a terra. Questa, effettivamente, una possibilità di glacciare uno contro due. Troppo ben messi i BDS che vanno quindi a vincere il primo round, però non con qualche difficoltà. Sono arrivate all'apertura della botola di cucina. E la cosa gli è costata una sola Kairos. Questa è forse è la più grande differenza. Un'altra Kairos la perdono sulla botola di Bar, che alla fine riescono comunque ad aprire. E non importa che cosa accada, in un modo o nell'altro, Breed scende dalla botola quando tengono sotto controllo da blu la porta di tunnel, eliminando Rise. E a quel punto, beh, che dire, sono costretti a usare le impact per impedire il plant, insieme a una fumogena che connette più o meno. E a quel punto Shaiko fa il vero buco nella difesa, avanzando nel corridoio lungo. Levi non era sopravvissuta e il primo round va già ai BDS che un'altra volta erano in svantaggio. A un certo punto del round non avevano aperto nulla di valido a parte la botola. Sembrava ci fossero tutte le risorse. In parte il controllo di Blue era ancora per i difensori. È lì che si svolge l'azione ed è il motivo per cui su Clubhouse, se riesce a neutralizzare le menze, probabilmente puoi vincere la tua difesa al piano inferiore. Perché è sempre lui a prendere il controllo del boiler, a volte a costo della sua vita, certo ma comunque si tratta di controllo comunque. Qui la seconda difesa non me l'aspettavo, di evitare. Scelgono subito quella più difficile, quella di palestra e camera da letto con un setup che non vede più la presenza di smoke, ma mute, quindi jammer che comunque eh, rendono più complicato sicuramente poi l'avanzata nel eh, soprattutto in telecamera Bottiro dove Angri mi aspetto vado a piazzare dei gemmer, come abbiamo visto fare tra Empire e Tempera. Ma la non presenza di Smoke è stata piazzata da eh, Velusi. È stato il six pick. Che ha permesso quindi di farla entrare nel quintetto. Fabia, che decide di prendere la nuova operatrice e farla giocare in eh, blu. Sappiamo quanto questa posizione possa essere importante per due motivi. Uno per il C4, perché potrebbero arrivare le call tramite le valky eh, di Rise, per un C4 intercamera in bottino dove sicuramente entrano i BDS, ma anche poi per, avere, sicuramente, per dare più pressione ai BDS in un secondo momento qualora Fabian vorrebbe, ehm, volesse rimanere all'interno del basement e comunque dei, dei piani più bassi. In più se qualcuno dovesse salire dalla scala di bottino, lui è nella posizione tale da interferire con l'azione da quel lato. Arriva il primo level. Distrutto il mio jammer, ora la breccia è praticamente gratuita. Uh, sarà Braid a portarla a segno. Sappiamo che anche quando non avevano Ace a disposizione, i francesi optavano per Termite, che bene o male è un pari. In questo momento, spottato forse Goga, che oh, sarà in oh, grado oh, oh, di oh. trickare probabilmente con un'efficienza del 100%. Il Selma tirato troppo presto. Il drone ancora non era rientrato dal buco dei droni, e quindi non potevano sapere eh, che lo spagnolo si stesse avvicinando con la batteria in mano. A questo punto devono contestare dal balcone per impedire che succeda nuovamente, Greshiro. Cerca dei Wallback, cerca di crearsi delle piccole traiettorie per trovare magari qualche rotazione. Anche dallo stanzino di logistica, che peraltro è chiamato. Ehm, Bottino, anche se. Perché comunque è pieno di soldi, quindi. Possiamo comunque chiamarlo così. C'è Goga ovviamente dietro al doppio muro di bagno con le batterie già piazzate. Quindi, questo costringerebbe Neshiro a lanciare uno dei suoi level. Che però purtroppo sono finiti, li ha dovuti già utilizzare in precedenza. Questo quindi è un ottimo vantaggio per i Vitaldi che potrebbero sfruttare questa possibilità, piccolo lag di non avere quindi il. Mm, i gadget adatti per far brecciare il BDS. La situazione non è negativa per i Vitality. Sanno che le è probabilmente ruotato all'esterno della breccia, al lato opposto, uh. e c'è una doppia uccisione per eh, la squadra della V4 Victory. Poi una terza, atterrato da Rise, una performance titanica da lui. Eh, in questo stage, buttato a terra il giocatore con il defuser, che quindi è quasi irrecuperabile per i BDS, che sono rimasti solamente in due, uno all'esterno dell'edificio, e l'altro pronto per piccare la porta, di bottino. Beh, 20 secondi qui, soltanto un miracolo potrebbe farli clacciare, è vero che siamo tanti BDS, ma dubito che riusciranno a vincere questo round, non hanno neanche il in di mano. quindi dovranno andarsi a cercare tutte le kill, hanno ancora il Banshee da eliminare, quindi troppe informazioni da appunto soffrire per i Vitality, infatti qui arriva facilmente la doppia uccisione ai Vitality, finale, primo round vinto in difesa e anche molto presto, questo è già un record per i Vitality, perché non hanno lasciato i BDS vincere 4. 4-0, 5-0 con gli attacchi, come in realtà succedeva le altre volte. Uno dei segreti è adattarsi anche al modo in cui i BDS reagiscono quando le cose vanno male, perché sono un team che, anche in sottonumero, se non è arrivato alle berce complete, è in grado di vincere i round. Le rotazioni che abbiamo visto erano, visto erano tutte a scavalco. Perché fare rotazione a scavalco? Beh, perché BDS pushano le rotazioni. Quindi, obbligarli ad andare appunto all'azione di scavalco fa sì che hai molto più margine per reagire. Sono sbilanciati nel momento in cui scavalca, non possono sparare allo stesso modo. Ed emettono più suono. Una rotazione bassa lì avrebbe favorito parecchio le menze. Oggettivamente, devi fare ogni piccola cosa che può influire sulla loro capacità di vincere questi scontri a fuoco. Tornano al piano inferiore, potrebbero rigiocare quel teatrino che abbiamo visto in precedenza sulle scale. Non sarei sorpreso se questa volta dovessero piazzare un New Jammer alla porta in modo tale da giocare con solamente Jäger all'interno della scala di blu in modo tale che Ryze con l'impact possa almeno tentare di triccare la botola cosa che prima non è avvenuta e tant'è che eh, per i francesi è stato abbastanza facile riuscire con la prima Kairos ad aprire, smoccare poi dalla rotazione la porta di barra del corridoio e entrare per il plant Ripropongono intanto la difesa che hanno perso i Vitality con un quintetto che va a vedere adesso l'arrivo di Goga con Maestro che in precedenza non era stato utilizzato. Lato quintetto BDS sembra quasi superfluo dire che scelgono sempre gli stessi cinque operatori perché alla fine non cambiano mai. Cambiano <ride> gli operatori molto molto poco <ride> effettivamente. E anche i Vitality in realtà hanno cambiato solamente Mute con Smoke. Per avere i gem. Maestro era già presente nel. Maestro era presente, se non ero l'abbiamo visto morire per mano di Shaco. E lui ad aver atterrato il giocatore col defuser con le Impact, se ricordo. Ecco, giusto, bravo. giusto, uh, giusto, giusto. E Shaco lo, lo pusha dalla porta del corridoio mentre l'elemento si avventura uh, all'interno di garage. Lo rallentiamo chiaramente. Bisogna capire se c'è qualcuno in bar. Ma qui è più prassi. Di solito sai che la maggior parte dei team uh, non giocano in roaming. E per accorgerti se giocano una cosiddetta roaming clubhouse. Ci impieghi veramente poco perché c'è qualche rinforzo al piano superiore o del grosso movimento. Se non noti niente è abbastanza presumibile che nessuno si trovi in giro. Non è usanza nascondersi sotto le scrivanie, non so, all'interno di strip club come è stato nel passato perché ormai l'efficienza del dronare è tale che preferisce avere tutti e cinque in sito disponibili con i loro pannetti di C4 e le loro impact in questo caso rispettivamente 2 e 4. Inizia intanto la famigerata verticalizzazione, in realtà non famigerata no, ma solo famosa verticalizzazione sul corridoio, qui sempre eh, lo stesso impatto offensivo che BDS stanno uh, attuando contro i Vitality che risponderanno sicuramente con dell'impact trick e del trick con Kaid stesso, quindi il tira che funziona alla perfezione. Peraltro lo toglie prima dell'esplosione del level di Renshiro. Ne fa sprecare quindi uno, ottimo il gioco di Kaid da parte di Bibo, che costringe quindi la perdita di tempo lato BDS. Questa volta serve anche un'altra granata, ne hanno dovute utilizzare due. Bibo qui ha guadagnato tantissimo. E uno dei punti che dobbiamo notare, che è la ragione per cui Kali non viene bannata praticamente mai, mentre invece Tacersi, sì, è che il level di Kali quando detona su una botola, se la vostra Cairo si è attaccata a una carica esotermica, ve la distrugge. E di conseguenza per Kaid in realtà non è tanto difficile trickare, calcolando che ogni volta può pensare appena detona, lo rilancio, poi lo stacco, poi lo rilancio, Continuano a tentare l'apertura della botola IBDS nonostante tutto, utilizzano addirittura i Selma ma è molto difficile che ce la facciano questa volta e Goga ancora a disposizione due granate a impatto. Il tempo è pochissimo per i BDS. Ne hanno perso una marea nel cercare di brecciare. Infatti, qui sicuramente accelereranno per tentare il push eh, da Blue e da Scaremania. E neanche Elevenz è riuscito a prendersi attualmente la kill su Jäger. Che sta cercando dei pre-fire volatili nel cercare di far qualcosa. in Sciro. questa doppia kill potrebbe essere positiva per loro. Ancora Sciro, ancora una volta Shaiko e... entra. Vabbè, ragazzi, sì. fiesta proprio. C'è cioè, 27 secondi. Hanno completamente ribaltato il round. Flawless, peraltro, un attacco che sembrava prendere in mano Vitality, però in qualche modo riescono a vincere, andare avanti e vincono. È come, come una, un, una macchina per l'asfalto che passa in strada e asfalta tutto ciò che trova. Ha tutto a che vedere con le info e col giocatore che stava dietro al boiler che ha piccato ed è stato ucciso da eh, Renshiro dall'interno di moto. Questa è la vera differenza. Poi c'è la seconda uccisione di Elemenzer, abbiamo visto in realtà lì c'era. Al 100% un drone, dal modo in cui è uscito sparando, si aspettava di trovare qualcuno lì. E poi il punto debole di questa difesa tutte le volte è che Shaiko riesce ad attraversare l'intero corridoio per la sua lunghezza di entrare dalla porta, Sempre. anche se c'è un Evilay che guarda il corridoio in parte. Eh, L'Evilay di Guga è interna, non è appoggiata sulla stipite della porta, dove personalmente lo vedrei un po' meglio, eh, perché così. Per gli attaccanti è difficilissimo distruggerla, no? Non può arrivare la impa. Se tu piazzi la tua Evilai nel corridoio, diciamo sulla porta del corridoio, piuttosto che sullo stipide della porta del corridoio, dopo che verticalizzano dal piano superiore, te la possono distruggere. Mentre giocandola dove la piazza goga, l'unico modo è utilizzare una granata. Oppure trasformare Sofia in Ash. E tu sai che i BDS non lo fanno. Ma nonostante questo, e addirittura c'era ancora a disposizione, credo, un Evilai che vedeva il corridoio dall'interno di AK. Shaiko comunque avanza e Goga non può reagire. Non può reagire, è vero? Perché ci sono due attaccanti che entrano dalla porta di moto. Ma è sempre una questione di timing. Quando i BDS entrano, lo fanno tutti e cinque contemporanea. Se hanno perso qualcuno, sono in quattro, non importa. E dell'efficienza l'efficienza nel tradeare immediatamente che fa, che fa la, grande, la grande differenza. Ancora Rise. Cambio difensivo, ma Valchiera rimane visto che i più sanno che non comparirà. E le telecamere finora li hanno aiutati parecchio, soprattutto nella difesa uh, in camera da letto, che poi hanno vinto. Probabilmente Valchiera ha giocato un ruolo fondamentale, uh, visto che i BDS più o meno conosci come giocano, ma prenderli nel momento in cui uh, non sono preparati è l'unica chance per vincere dei round e delle Gunfight, magari. Vediamo come BDS gestiranno l'attacco senza Maverick, ma soltanto con Kali, che attualmente hold la rotazione in garage, che sembra non esserci o mi pare forse molto piccola per guardarla da questa angolazione. Eh, mi pare strano se non ci fosse perché i vitali di PS4 erano preoccupati. Ha detto non c'è allora gliela faccio. Gliela faccio io. Io non c'è magari, infatti, magari non se ne sono dimenticati. In realtà, sappiamo che non si fa perché se i BDS dovessero cambiare attacco e andare per la presa di garage, a quel punto non avere la rotazione. Siccome sai che i BDS giocano meno esplosivi e magari hanno perso sledge, a quel punto potrebbero non essere in grado di attraversare. E però, anche più pericoloso per Kaidi mi pare aver visto Bibo in catwalk perché qualora fosse pushato, avrebbe meno chance di sopravvivere. Eh, in un tentativo di fuga eh, contro i BDS, ci sono i pro e i contro nel non fare questa rotation loro scelgono appunto di non farla lasciando quindi eh, più ehm difficoltà a Bibo nel difendere ma sembrerebbe che BDS non stiano proprio tentando di conquistare questa zona Bibo infatti ha ruotato all'interno eh, di Bottino con Rai che continua a creare pressione il Cali che non distrugge l'elettroartiglio di Kaid quindi qua devono capire un attimo dove si è posizionato per poi cercare la breccia perché altrimenti passare da una porta sarebbe molto più vantaggioso per i difensori e qui i BDS ci devono far vedere qual è il loro problem solving quando una soluzione non c'è perché qui l'unica cosa potrebbe essere una Granata di rimbalzo che dovrebbe arrivare, la DS, però non è stato bruciato. Più un erroraccio enorme che costerà parecchio. Rise si accorge. Eh, che poi è arrivata anche la flash. Bang Shaiko voleva provare ad entrare, cogliere l'avversario di spalle, ma non ci è riuscito. E oh. però è Renshiro ad avere la meglio su Bibo. Rise, ottima frag su Rafal, sembra una difesa abbastanza proiettata bene per i Vitality. mezza attacca però anche da Red, attenzione a questa possibilità da parte dei BDS di vincere questo round, alla fine comunque lo svantaggio, i BDS risolvono la questione senza i gadget, sparando con le armi, lì c'è stata la difficoltà di Mutri nel ruotare. Non c'era rotation, era costretto a ruotare dalla, uh, dalla finestra. Aveva due traiettorie che potevano ucciderlo: uno a scale rosse e l'altro da fuori alla finestra di CTV. Non è riuscito a sopravvivere. E in quel caso, BDS 3-1. L'hai detto: quella rotation poteva salvargli la vita perché dopo aver ucciso il giocatore alla finestra, poteva tentare di uccidere il giocatore alla finestra piccandolo dalla rotazione. Allora c'era del margine, e un'altra volta. Elemenza impatta duro perché lui arriva sempre nel punto in cui la difesa verrebbe sbilanciata e quando uccide Jäger col tempismo perfetto, tra l'altro, sulle scale di Bottino, beh, il difensore che si trova alla potenziale breccia, che in realtà non è arrivata in telecamere, non ha più una posizione vera dove stare, quindi è forzato a correre. Renshiro a 9 uccisioni in 4 round giocati con Cali su Clubhouse. Quindi è una questione anche di. Impatto dell'operatore e del suo gadget, calcolando che per dire non sono riusciti ad aprire la botola di moto senza utilizzare una marea di Kairos, hanno usato due granate, gli sono servite delle stun gli è servito di tutto, hanno perso addirittura eh, una, una X-Kairos e non lo so, non importa, a Rinciro non frega niente, a Rinciro non frega niente in realtà stanno aspettando che escano due ban eh, le altre squadre in questo modo sai puoi giocare a clubhouse banni sia Thatcher che um, cali e in teoria a quel punto dovresti no troverà qualcos'altro comincerà a giocare dell'altro so. potrebbe essere una soluzione tanto funzionano tutti per lui, no? eh, per lui in Bunny. mano sua funzionano tutti vanno bene tu 9 kill praticamente tutti gli smg 11 e i BDS hanno già vinto tre attacchi in cui eh, in realtà sono sempre stati sfavoriti Se noi abbiamo riguardiamo tutti e quattro i round In tutti e quattro i round o mancava una breccia o non avevano tutto il, contro il controllo di tutte le posizioni eh. C'era sempre qualcosa di svantaggioso ultimi due, due per tutto Clamorosamente addirittura Sono passati delle porte Sono delle porte entrati e da una porta e una scala E basta e non avevano nient'altro a disposizione Perché non è arrivata la breccia da nessuno dei due lati Troppo forti Troppo forti Attualmente sì, innegabilmente sì. Uh, Shaiko ha già piazzato le sue X Kairos, credo. E il Renshiro distruggerà con uh, il level di cali potenzialmente dall'interno. Questa è una cosa banale, ma intelligente. Se lui dovesse sparare il suo level di cali dall'interno dall verso, um, verso l'esterno, sparando, diciamo, dalla finestra per l'interno, consentirebbe a Shaiko di aprirsi la trajetore e di passare dall'altro lato. Questa volta c'è anche lo Stun Trick, che serve per capire che cosa sta accadendo forse? Uh, si stanno preparando, ci sono un paio di dubbi vogliono lanciare, penso, uh, una bomba a mano avranno bisogno di una bomba a mano il level di Kali dovrebbe arrivare per neutralizzare il gadget e Sheiko uccide Fabian che si trovava nel tunnel di cantiere e ha osato pensare di poter eliminare uno dei BDS ha senza usato. che loro sapessero invece Sheiko <ride> sapeva benissimo E infatti eccolo qui, vediamo grazie all'observer il cadavere di Melusi che eh, cercava una una scelta abbastanza letta eh, e telefonata, ecco perché una, un attacco del genere ti aspetti sempre, una pick dal... Dal tunnel con il muro. Wolbin Gable addirittura già inside. site. Raccoglie pure il suo drone. o rilancia tranquillamente. Ah, sì, sì, se si è spento fosse. sul mio jammer, che cosa fai? Non lo riprenderai eh, eh, ma eh, ovviamente no. Poi, addirittura riesci perché comunque non vuoi eh, creare troppa pressione. Asilo, sì, no, poi decide di rientrare. Fa fatica, però. Lettica con, con la breccia, cerca un prefire. Poi, insomma, Shaiko fa quello che vuole. Ha lanciato un drone in palestra dove adesso c'è Rise. Ma drone che è stato distrutto, evidentemente, perché nessuno lo stava guardando, nessuno era pronto per osservarlo. Qui, Bibo, potrebbe essere su. Di una kill di Renshiro. Che era un attimo impegnato col drone invece poi ci ripensa. E abbiamo un attimo di stallo. In questo caso, ancora lo svantaggio di BDS è presente, ma mi aspetto un uh, problem solving uh, entro il fraggo. Esco ciao. Dipende da come va con l'uccisione in camera da letto. Il Rise è il giocatore migliore è rimasto, vivo ancora il controllo dalla finestra, cercano di colpirlo. Per un pelo non mancano i suoi piedi e il si avvia alla botola. Se lui dovesse vincere questo scontro fuoco e riuscire a scendere da logistica, allora cambierebbe tutto, mentre le menze apre il pavimento per consentire la breccia potenziale all'interno di bagno. Il fatto è che qui sono in ritardo clamoroso, mancano 10 secondi. Angri col primo, oh. poi c'è anche Rise. Si tratta di dover passare dalla breccia, le menze decide di salire dalle scale principali. Angri potrebbe spegnerlo, ma c'è la doppia incisione. No. I BDS che questa volta falliscono. Sembrava dovessero spingere l'entrata del sito. Ma Capitan Belgio non delude. Stavo quasi sudando per i Vitality perché ho appena visto le uccisioni dei Blu. Ho ma qua i BDS risolvono pure in un momento in cui non riescono. Però comunque vincono i Vitality. Seconda difesa, per fortuna portata a casa. Peraltro, guarda di palestra e camera da letto che non è per niente male. Si sono bloccati dopo la prima breccia. I BDS sono riusciti a brecciare anche abbastanza velocemente, prendendo il possesso con Shaiko, il possesso del vantaggio con Shaiko. Però poi l'inizio della confusione è arrivata quando Rise è riuscito a piccare da palestra passando la rotation, Shaiko non ha controllato alla fine la. L'azione più semplice che poteva l'unica che doveva controllare esatto. perché dal corridoio era impossibile che lo pushassero. Lui addirittura aveva tirato già eh, le flashback da entrambi i lati per capire dove c'erano gli ADS. I suoi compagni distruggono tutto quanto. Quello che eh, ci è sfuggito, ma abbiamo avuto modo in realtà di vedere per un momento, è come i BDS utilizzino per esempio le, le fumogene di eh, Ace come fossero flashback, le hanno buttate dentro al buco dei droni. Non gliene frega assolutamente di utilizzarle, eh, nel loro concept di gioco sono quasi più eh, controproducenti in alcuni casi perché non puoi sparare a qualcosa che non vedi e non riescono nonostante tutto a impedire che Bandit continui a mantenere il controllo di bagno, se avessero aperto bagno potevano vincere quell'attacco, Elemenza è semplicemente in ritardo, rimane troppo lungo sopra, quando va sotto per rompere il pavimento ed impedire il trick ormai mancano circa 30 secondi e quindi i suoi compagni stanno cadendo uno a uno. Shaco picca quello che non dovrebbe piccare e di fatto si ritrova a risalire. Se le stesse mosse fossero arrivate con delle tempistiche migliori, soprattutto la, la buca sul pavimento sotto i piedi di Bandit, allora avrebbero potuto tranquillamente perciare perché non c'erano le impact per eh, trickare e a quel punto l'attacco si poteva sviluppare parecchio. Vitality che uh, utilizzano dei gadget secondari abbastanza insoliti per la difesa di Bottino e telecamere. Nessuno col C4. Ne avremmo potenzialmente ben 4. Avremo sia Kaid che Bandit che Valkyrie che Mute. Ad avere il C4 nessuno di loro lo ha. Kaid e Bandit con il filo spinato. Valkyrie e Jäger con la telecamera antiproiettili. E Fabian uh, con... Mi sono dimenticato... Potrebbe essere l'unico col panetto. No, Fabio non c'ha il panetto. Allora per forza la telecamera. Per forza allora, perdono, ho sparato io uh, Jäger e i Mute con la telecamera antiproiettili e Rise uh, con lo scudo. Ecco, ok, ora mie, mi, sono tornate, mi sono tornati i conti. Infatti, ora confermato anche dalla grafica, uh, dato che Valkyrie non ha il, uh, appunto la telecamera antiproiettili. E su un sito dove praticamente il C4 spesso risolve la situazione. Mm, sto appuntando più sulle informazioni, evidentemente, avendo sia valkyrie che le eh, due telecamere vediamo però se questo potrà tornare utile allora, prendo la facilissima kill su fabian lanciando una delle classiche granate in catwalk hanno già preso il garage hanno cambiato l'attacco questa volta si sono accorti che la presa da quel lato funzionava molto meno di quanto volesse era più difficile perlomeno perché per funzionare ha sempre funzionato i bds non hanno mai fallito l'attacco al piano superiore Ora si tratta semplicemente di gestire il tempo. Ma anche questa kill è immensa perché libera eh, la pressione sulle scale e sulla zona di lounge. Tant'è che Rafale è obbligato a tenere sotto controllo l'area per i suoi compagni. Dovrebbe già essere arrivata la breccia per mano di Brid. Hanno sfruttato, credo, le stand di Sofia per impedire a Goga di trickare in precedenza non si sa esattamente in che modo abbiano distrutto l'artiglio di Kaid dove sia stato piazzato, fatto sta che hanno la breccia, hanno preso il controllo di Catwalk e in questo momento in lounge non ci può stare nessuno tant'è che Angry è obbligato a rimanere da solo all'interno del sito, non è utilizzata la prima delle due telecamere di cui parlavi senza nessuna difficoltà, non si sa come mai non optare per eh, maestro è vero così hai più gadget a disposizione perché gli operatori ne hanno degli altri però a questo punto non puoi più impedire praticamente il plant, non c'è nessun paratore 4, non ci sono le fumogene in smoke, una volta che Breed va a piazzare uh, in B, beh, direi che bene o male è finita. Oh, Goga prende un'ottima che su Shai, ancora Angry, Bibo! Triple uccisione di Vitality, lasciano solo Rafa, deve cercare un clutch impossibile, Bibo chiude questa difesa di Vitality, tanto ambigua quanto forte. Che cosa stavano piccando i giocatori? Dei sì, loro non potevano sapere che non c'era un C4. Forse è quello il problema, siccome per loro Bandit e Kaid significa due C4 potenzialmente. Hanno deciso di piccare tutti attivamente. Non c'era bisogno che nessuno facesse niente. Breed poteva andare ad armare, gli altri dovevano stare fermi e gli avversari si sarebbero affacciati. Ma se non lo sai, per noi è facile, dall'alto sappiamo che non ci sono parenti C4. Mentre invece, se credi che l'avversario ne abbia ancora a disposizione, addirittura 3-3. Tre, tre. Oddio, spero che abbiano capito che erano due perché c'era uno scudo lì in mezzo. E l'unico operatore con lo scudo è Valkyria. Di quei cinque, per cui premesso che possono aver calcolato male. E questa è una cosa che si rifà spesso all'ingame leader e alla sua capacità di contare uh, i gadget in base alle informazioni che riceve dai compagni, no? Se hai visto due telecamere, hai visto uno scudo. I fili spinati. E ci sono dei fili spinati. A quel punto dovresti aver capito che. Fisicamente è impossibile che ci siano i paletti di C4. Ma è molto, molto minuziosa come attività. Devi essere particolarmente concentrato. E secondo me è sfuggita questa cosa. Tant'è che Sheiko spinge e viene ucciso mentre cerca di avanzare dal corridoio. Eh, dal, fuori dalla breccia, Sledge in questa cosa era la Rafale. Decide di entrare a piccare. Lui non doveva fare assolutamente niente. E l'unica cosa che mancava era qualcuno che coprisse la rotazione dalla finestra di. Um, del corridoio, cioè finestra del. quello che qualcuno chiama connector, cioè cantiere, la stanza che collega. Il sito di camera da letto a quello uh, di Bottino. E potrebbe essere che l'impatto delle cam di Valkyria sia stato molto più grande di quello che abbiamo potuto vedere. E grazie a quella Rise sapeva di poter uscire senza problemi. e eh i esterno hanno buttato un bel round di facile vittoria. L'unico, finora. Hanno vinto quelli difficili e non Hanno perso quello facile. Insomma, un errore che possiamo perdonare anche al team che attualmente ha ben 12 punti a pieno, quindi con le sue potenzialità, ma che con questi vitali sta facendo un po' fatica. Forse un eccesso di, di spavalderia, un eccesso di sicurezza nei loro mezzi potrebbe essere eh, insomma, influente in questo, in questo momento. Abbiamo peraltro il dronaggio di Rise che forse non si rende conto della precisione per precisa di Shaiko essendo quindi vigil ma Shaiko è quello qui che prende una kill non ne basta una arriva l'aiuto anche da parte di Breed su Bibo e andando a togliere una granata più delle stun poi addirittura qui stanno giocando il round completamente distanti dall'obiettivo e quando la situazione è questa non puoi fare altro che guardare e applaudire non abbiamo detto che questa è la prima difesa che vediamo dei BDS in roaming è la prima club roaming Piano terra, piano interrato della storia dei BDS, perlomeno da quando li abbiamo visti dopo il Major. Erano sempre difeso sotto, 5 in stack, con uh, Jäger in blu. E secondo me è perfetto, doveva per forza arrivare prima o poi. Fino a questo momento i Vitality sembrano riuscire a counterare molto molto bene i BDS, in un modo o nell'altro. Uh, calcolando che dai numeri che avevamo fino a questo match e a quello precedente, il 70% delle difese vinceva su Klebaus. Uh, Rimanere troppo stagni su quella cosa può aiutare parecchio l'attacco, infatti in entrambi i match abbiamo visto l'attacco vincere molto molto di più di quello che ci si aspettava. Il punto è che adesso per i Vitality la questione è complicatissima, si trovano in 2 contro 5 e non hanno di fatto molto margine. Mi chiedo quale sarà la seconda difesa e se mai rivedremo questa difesa durante il, il game, mentre viene distrutto il Melusi per Goga, in questo modo potrà avanzare. Per i BDS è chiaro che l'attacco stia arrivando da blu e che probabilmente si tratta di due attaccanti da quel lato. Addirittura la can base del corridoio della scala principale è ancora up. Tant'è che eh, da uno spot sdraiato sotto il tavolo di fianco alla bomba, Rincino riesce a ferire quasi a morte eh, Goga, che rimane per ultimo. Alla fine viene ucciso, anzi era Fabian, che viene ucciso da Rafale alla fine all'interno di blu. Beh, la prima roaming ha funzionato, ma in realtà non tanto perché i Vitali abbiano sbagliato qualcosa. Eh, le Gunfoight qui non c'è niente di più di una serie di scontri a fuoco, anche la, le informazioni per i Vitality erano esatte, sapevano dove erano gli attacchi, i difensori, li hanno piccati piuttosto bene hanno aperto dei buchi per sparargli però devi vincere questi scontri Non c'è nulla da dire nei BDS in questo round hanno fatto un ottimo gioco eh, i due rover, cioè Brid e Shaiko nel piano per superiore, peraltro Brid ha preso la doppia uccisione eh, proprio lui singolarmente parlando in quel, in quel contesto, a fine Shaiko l'ha detto semplicemente con la mano, poi 5 contro 2 una volta che attacchi l'obiettivo in uno svantaggio numerico del genere non sei tanto capace di portare a termine una cosa così importante come un attacco in capo arsenale. Ci spostiamo adesso nel site di Bottino e telecamere, vediamo come la difesa eh, dei BDS eh, torni ad avere un eh, counter breacher, parlando ovviamente di Kaid che è in mano a ah, Rafal Renshiro peraltro prende Lijon un operatore che in un sito del genere non è così eh, scontato ma decide comunque di lasciarlo appunto in quintetto non ci sono possibilità di fare impact trick sul lato di telecamere ovviamente sto parlando di Bottino dove lì è possibile invece tramite dei vuochi precedentemente fatti eh, di eliminare appunto le possibili cariche esotermiche di eh, Termite, eh, che è l'unico arbitrar del quintetto dei Vitality Lì sì, che allora la pick di Renshiro potrebbe avere un senso con le sue impact per eh, non far brecciare i Vitality né da un lato né dall'altro. I Vitality non sono nuovi a giocare un solo Hard Breacher, lo hanno già fatto altre volte, di solito c'era Montagne schierato insieme a lui per semplificare la vita. Rafale è pronto a treccare. Treccare che cosa? Beh, semplicemente cercare di pescare più utiliti possibile, se dovessero cercare di stannarlo, lui proverà comunque. Il fatto è che Kaid non è come Bandit, non ha il problema di essere stannato mentre lancia l'artiglio, quindi la condizione è molto diversa e... Se il tempismo di Fabian non è esatto e lui dovesse tirare il level a gratis, torniamo allo stesso discorso, il level di Kali se va in contemporanea con la carica esotermica la distrugge e di conseguenza non è così eh, semplice, potrebbero persino optare per la presa del piano inferiore, del motivo per cui Renshiro gioca all'interno del garage. La vera grande modifica è che non c'è Valkyria, che di solito era il quinto operatore di difesa, tolta lei, chiaramente si rimescono leggermente le carte e puoi permetterti di eh, giocare con Chaiko. Con Melusi, prima che Intanto di Elements su Bibo Qui Angry cerca di creare una traiettoria, ma Shaiko, peraltro, si era già preparato. Grazie alle Impact. Eh, di un difensore una traiettoria verso il basso che guarda direttamente la porta di magazzino Fabian peraltro continua con la sua eh, cali nel cercare delle possibili pixel pick su construction, non trova però nessuno ovviamente nessuno in questo caso dei BDS sta cercando la pick, Elemenze eccolo qui che tenta il suo reggiro in bar potrebbe essere una delle chiavi importanti per togliere di mezzo questi Vitaliti. che sono ancora però un po' confusi, sono ancora dal lato di telecamera per cercare la breccia, ma in realtà vorrebbero provare a ruotare. Vosta la perdita di Biboff, ha fatto un po' male, quindi sono un po' un attimo confusi sul cosa potrebbero fare. Il punto è che in questo momento viene spottato all'esterno: le menze, Fabian sa che qui un uno uno è un 1 contro 1, e che non c'è rotazione possibile per il giocatore con Jäger a cui chiaramente è nato il dubbio probabilmente mi stanno aspettando c'è qualcuno che mi gestisce da bar non sa che quel qualcuno è il capitano dei Vitality lo svedese è molto più vicino di quello che pensa dovrebbe arrivare persino alla granata Cambase ancora up. Renshiro deve challengeare per forza ha a disposizione ancora una DS vediamo la lucina rossa accesa però potrebbe non essere abbastanza perché in qualche modo i ragazzi dei Vitality sono arrivati alla breccia Rise sale velocemente da scale red Angri dall'altra parte prende un'altra kill portata, Rafal poi riesce a togliere la vita ad Angri retraidato da Rise BDS che sono attualmente in difficoltà con Goga che overplant plant sopra il mobiletto di Cash, elemento costretto a salire dalle scale, prende un attimo gunfight, potrebbe vincere anche il secondo, va a terra invece Goga, tutto sta in mano a Fabian che deve vincere il duello, uno contro uno contro Renshiro, cerca peraltro la kill sa che è in ferimento, vuole cercare di non fargli arrivare al resto. Infatti prendi questo momento la conferma. Ancora 20 secondi per poter cercarsi la Shear, Non ha più un impact per poter... Togliere di mezzo l'HP del difensore. Qui c'è per forza a pushare perché il tempo ormai è abbastanza eh, lento nello scadere. Nel prova il fake defusing. Fabian cerca la pick, tenta qui di fargli perdere tempo. Ottima giocata di Fabian che non solo vince lo scontro, ma aveva fatto a perdere anche abbastanza tempo per non far vincere più il round. Ai BDS siamo 4 a 4 e questa è la partita più difficile di BDS al, al momento. Cantor strattati veramente benissimo, in qualche modo trovano persino l'apertura alla fine, penso con una granata tirata dal pavimento, un buco aperto a pavimento per impedire a Rafale di continuare a potenzialmente trickcare, arriva la breccia come abbiamo detto e anche in questo caso prendere le scale di bottino è il punto che ti consente di togliere il corridoio e di inferire sui giocatori che si trovano in quel momento all'interno di bottino stessa. E era successo in precedenza, in quel caso era stato Elemenze, una kill bastava e avanzava perché risalendo da lì. Questa volta invece è Rice che sta giocando una partita titanica. E fa differenza, fa differenza quando eh, il tuo flex riesce a impattare così forte, eh, anche se i tuoi entry fragger stanno mancando leggermente. Clubhouse è una mappa legata molto di più agli utility che al vincere eh, scontri a fuoco sciccosi. Roaming per cui ripetono la difesa IBDS. Di non c'è nessun cambio sostanzialmente. Penso che sappiano dove hanno sbagliato. E mantenere magari il controllo della scala di bottino con una Q potenzialmente piazzata in più. È secondo me l'obiettivo finale. Altro problema che hanno riscontrato è che in qualche modo Angri è riuscito a uccidere Shaiko arrivando da solo dal lato opposto. E fa tanta differenza perché a quel punto ha messo pressione da un punto che si dava per scontato. Fosse Facilmente difendibile, facilmente sotto controllo e. Non lo so, i BDS stanno faticando tantissimo, ma secondo me è in merito dei Vitality che in questa Clubhouse, che è la terza di fila per i campioni d'Europa in carica, per il team numero uno d'Europa, è chiaro che loro ormai siano molto evidenti in tutto, no? Quali sono i loro giri, dove prepiazzano i droni, qualsiasi cosa fanno, l'hanno mostrata talmente tante volte che per una squadra come Vitality ora è più. Riuscire ad adattarsi, e possiamo anche inserire il discorso che BDS, avendo già 12 punti, eh, e essendosi appunto primi classifica in classifica insieme a Secret, magari non eh, vogliono dare troppe informazioni su altre, altri modi di attaccare o difendere Clubhouse o ovviamente altre mappe eh, per preservare un po' di tattiche per il possibile Major, che in realtà per loro è molto molto probabile. Questo ovviamente non lo sappiamo perché eh, non è una... Ci hanno mostrato una difesa nuova, che non avevamo mai visto. Quella è il roaming, sì, vero. Però, insomma, è vero anche che i Vitality hanno avuto tanti VOD, cioè tante, tanti gameplay dei, dei, dei BDS da poter studiarsi e quindi counterstrattare. Vediamo intanto, non in mano a Shaiko Jäger, ma in mano ad Elements che passeggia nel basement, nelle zone di blu, e eh, un operatore che attualmente è molto molto vicino a Bibo. Ovviamente i talenti che sicuramente sono preparati nell'aspettarsi un possibile flank da scale blu, dato che è una cosa abbastanza comune in questo momento, dato che Bibo sta cercando di aprire eh, sotto al pavimento di Rafal, che si trova infatti a triccare proprio Goga. Riesce a riattaccare l'artiglio di Kaid molto facilmente, quindi potrebbe arrivare il level di Kali, o eh, semplicemente, siccome l'artiglio è da. Oh. Lo aveva già piazzato! È riuscito. Ne stava a giocando toglierlo? due. Brillante. In questo momento blocca così l'apertura a Goga. E eh, Rise è costretto ad aprire il pavimento ulteriormente con una granata. Elemente è riuscito a ruotare dal lato opposto. Ah, a rompere però... un drone in questo momento potrebbe essere spottato. Il problema è che sanno che è lì, e non possono ignorarlo a questo punto. Fabian ci di ruotare da uh, Garage che è doppiamente brecciato dal lato di Ace. Una... Ah, ecco, che okay, perfetto. Arriva adesso un'altra breccia proprio dell'uomo operatore Hard Breacher che non aveva fatto un ottimo gioco appunto nel pulire così bene il. Il garage riescono quindi ad entrare adesso, ma mancano soltanto 34 secondi. Arrivano le info sulle cure, La granata che potrebbe uccidere Renshiro. Qui sfortunato nell'avvicinarsi proprio alla posizione della Nade, Rise quindi dà un vantaggio importante ai suoi Vitality. Rise salendo, spara, classico Wallback per evitare. Il posizionamento sopra il box di Bottino, Shaiko ancora in vita in sito, potrebbe essere l'uomo della tripla quadra. in questo momento, Shaiko ne prende un'altra, ne prende tre, Shaiko potrebbe essere vicino ad un'altra kill, entra in red, Hungry, attenzione perché atterra un avversario, ma qui è ormai due contro due, che in realtà non riesce a conquistare, ci mette soltanto Shaiko con l'Ace, l'avevo annunciato, tripla quadra, lui mi è venuto mi ha voluto umiliare con questo Ace fantastico. E infatti 5 4 per i BDS. Quando è riuscito ad andare nell'angolo opposto, uccidendo il giocatore fuori dalla breccia, lì i problemi sono diventati immensi. Non c'è l'attaccante alla finestra di eh, bottino, che può, di telecamera, scusami, che può tranquillamente impedire il passaggio e bloccare quella posizione e arrivare al plant è veramente complicato. L'impatto delle GU di Legion non è mai stato così evidente in un round secondo me, nelle EU League fino a questo momento non solo entrambi i giocatori che passano dall'apertura di Ace vengono entrambi rallentati e quindi forzati a camminare con la GU. RISE, bene o male viene ucciso dalle mine GU perché nel ne triggerà ben 3 in totale, poi è costretto a togliersela sopra la passerella altrimenti morirebbe e in quel momento i suoi compagni tentano di giocare alla breccia, anzi il suo compagno con Sofia tenta di giocare alla breccia, Bibo, e viene ucciso da Shaiko che quindi si può facilmente spostare e adesso vanno a difendere al piano inferiore facendo delle modifiche. Sembra che questa volta invece sarà una difesa 5 in sito. Si sì, continuano a scegliere Kaid al posto di Bandit operatore che... Evidentemente è più facile da trickare in determinati momenti, soprattutto quando si parla di attuare una Zofia trick, una stun trick, quindi che vediamo abbastanza spesso con, con Zofia, cosa che in realtà in questo momento non può effettuare perché non ha i buchi di droni per lanciare proprio le tue stun direttamente sul bandit. Anche se Rafael in questo momento con il ban. Di Taccher che peraltro hanno effettuato i Vitality è sicuramente avvantaggiato per lasciare eh, più a lungo chiusa la botola di bike. Infatti, dove si posiziona Rafale in questo momento, proprio perché sappiamo che vuole giocarsi i suoi due, eh, due, eh, due pardon, elettroartigli, eh, proprio in quella botola lì. Stavo pensando che con la rimozione di Cali dalla line up, ora l'artiglio di Kaid può anche rimanere piazzato lì? Lo si può distruggere solamente lanciando una granata da quel buco che abbiamo visto in precedenza, fatto um, sul pavimento delle scale principali, che ruotola fino a dentro. Se, per dire, dovessero chiudere anche solo la porta di legno, potrebbero dare fastidio parecchio alla possibilità di distruggere l'artiglio di Kaid. E non c'è Ibana, sappiamo che... Per i Vitality l'opzione migliore in questo caso è eh, Termite, visto che potenzialmente potevano attaccare il piano superiore. Esisteva la possibilità, se non erro, che eh, i Vitality difendessero in. Scusami, in BDS difendessero in uh, palestra e quindi è un'opzione migliore in più è molto più facile con l'artiglio di Kaid triccare le Kairos di perché non puoi iniziare il piazzamento e interromperlo a metà se si accende la corrente arriva la prima botola aperta per Goga ci aspettiamo che Fabian cerchi di mantenere i suoi Selma per l'apertura di triplo muro Infatti vediamo che lui è già alla base della scala. Perché scendere alla base della scala? Molto semplice. Come fai a contestare Kaid? Mandi un giocatore direttamente al posto che fare come i BDS che cercavano di fare tutto da sotto. Arriva anche la flashbang. Dovrebbe esserci la granata. C'è una DS per proteggerlo. Ma se la granata dovesse essere tirata, tirata con precisione non solo distruggerà eh, l'artiglio ma ferirà anche Rafale. Non riuscirà a triccare questa volta Rafale. È troppo... Lento il suo ortilato, anzi troppo veloce l'azione. La, la, e intrappolatoria adesso. E termica di, di Termat, che va già piazzato. Quindi il suo, il suo gadget Trafalgar, che quindi rimane bloccato. Infatti, Shaiko cerca di dargli una mano nel cercare di non farlo piccare dagli avversari. Shaiko che prende questa kill importantissima. Peraltro, anche doppia, facendo crollare il defuser. Shaiko, come sempre, <ride> non si mostra. <ride> Puoi anche lasciarlo a terra. Si dimostra una macchina da guerra. 45 secondi a terra ancora Goga. A terra adesso Bibo. Doppia uccisione per lui, ma potrebbe essere tripla eh, se eh, riproponesse ancora la kill di Goga. Che è stato arrestato in questo momento? Fabian arriva al preach, 30 secondi sul cronometro. Con 4 contro 3. Goga, purtroppo, ha poca HP. Deve, tra l'altro, anche prendere il defuser e cercare il drop dalla botola di eh, moto. Con eh, Angry che trova la frag su Shygo, quindi blocca il miglior giocatore entri fragger del suo team. Angry, doppia uccisione. Togli di mezzo anche Renshiro, potrebbe prendere anche Elements. Che fermo, immobile nel cercare. La kill su di lui, ma sembra voler piccare da sdraiato. C'è ancora Brid con le sue fumogene. Ancora una. Fabian infatti bloccato su Scalemey Un secondo dal termine. Goga ha plantato è riuscito. Nonostante i BDS fossero lì in due tripla di angry Tutto in mano a Brid. Deve cercare un clutch uno contro due. Neanche troppo facile. Qui riesce a mandare in temperamento uh, angry è andato a confermare in successione. Poi Goga solo pochi HP. Deve cercare il push abbastanza velocemente, sapendo che Goga è stato rinimato Può provare a giocarla sugli HP. Cerca di avanzare da dietro. Makoga, uh. più bravo di lui, vince un duello per niente facile. Pareggio ancora. Lato Vitality che riescono a fare un miracolo difficilissimo contro il giocatore più forte nelle situazioni di clutch, probabilmente in Europa. Salva tutto quanto, e adesso hanno ancora una chance. Per non solo recuperare un punto, ma potenzialmente tre contro i BDS, la difesa è di nuovo quella al piano interrato, che probabilmente possiamo dire ha fallito per le fumogene non troppo precise di uh, Brid, che pensava non fossero forse già all'interno dell'armare o stessero piazzando. Uh, all'interno di cappella al triplo muro visto che Fabian era riuscito ad aprire tutte e tre pensa all'impatto che avrebbero avuto delle impact in questo contesto perché Fabian non ha aperto basso ha aperto ampio pieno quindi anche solo con maestro a disposizione o qualcuno con ancora le impact e c'era perché Renshiro aveva le impact il problema è che Angri uccidendo Shaiko che gioca troppo avanzato in blu riesce ad arrivare uh, fino in profondità ed uccide uh, Renshiro che... Dovrebbe avere le impact per impedire l'apertura con i Selma. E l'intelligenza di Fabian, secondo me qui, non è da uh, sottovalutare. Ha tenuto in tasca il gadget di Ace fino in fondo, facendo affidamento sul fatto che avrebbero aperto la botola che gli interessava di più, quella di moto, utilizzando semplicemente la carica esotermica. E qui capiamo perché non giocare Ibana per neutralizzare. Caid Thermite è un'ottima opzione perché puoi piazzare la carica esotermica e se senti l'artiglio attivarsi o addirittura se si attiva mentre stai piazzando, sei ancora in tempo per togliere il tasto dal comando e in quel caso semplicemente ti stacchi e la salvi. Oh, l'attacco di Vitality è stato veramente. Importante su tutti i punti di vista, partendo anche dal fatto che Ash, dopo aver preso la doppia decisione, in quel caso Angry, non ha avanzato perché rischiava di perdere la posizione quindi di lasciare in round agli avversari. Ma si è fermato, costringendo in quel caso uh, l'ultimo in clutch. Con Smoke era Brit, a pushare prima Ash per poi andare a cercarsi anche Goga. Che sto bravissimo anche lui nel vincere, peraltro, uno fuoco Che non era per niente così scontato. Da portare a termine. BTS, però, ci riprovano: riprovano la difesa in cappella. Arsenale, e tornando nel quintetto, con Maestro e Valkyrie quindi, doppio raccogliere le informazioni, in breccia molto facile in questo caso per la botola di eh, blu che attualmente viene lasciata scoperta, ma sicuramente poi arriverà qualcuno a coprire la sua posizione. Se noti questa volta non c'è Kaid, è stato abbandonato perché è meglio avere le impact e maestro, quindi le telecamere per impedire che venga aperto il triplo muro di capella. È lì che è nato il problema, quel triplo muro aperto è complicatissimo da gestire. Per la squadra dei difensori. Ed è la ragione per cui si cambia qualcosa. Non importa, lasciamogli, regaliamogli la botola. Tanto stanno giocando solamente Termite. Quindi, Massimo ne possono aprire due. Arriva anche la granata dal soffitto, da parte di Rice, che detonerà facilmente, distruggerà le vilai di Rafale che ha il compito di spiare quello che accade all'interno eh, di eh, armeria. Telecamera. Nascosta sopra la testa di Sheiko, che però non ha una prospettiva così fenomenale. È in grado comunque di vedere se qualcuno qualcosa arriva. E qui c'è un mezzo capolavoro perché il secondo Selma è riuscito comunque a detonare. Non mi è chiaro se sia lo stesso. No, sono due Selma separati. In realtà ha dovuto utilizzare due Selma, ma è riuscito comunque ad aprire un buco sufficiente per sparare all'interno perché l'altro lo ha distrutto Rafal con il trick che abbiamo visto intanto la prima kill di Shaiko su Goga, ha tolto un hard breacher che avrebbe potuto creare problemi eh, di conseguenza, quindi intanto manca poco per la fine di questo undicesimo round, mancano 30 secondi, Bibo ancora cerca il dronaggio da blu sapendo che Shaiko è qui dietro il eh, appunto il il muro di server cercando di rallentare la situazione, Sciro poi trova la frag su Fabian a terra anche Rise, manda al di là anche Angry, Sciro cerca di fare tutto da solo in questo caso prendendo l'otto precisione, ma manca Bibo, ovviamente che deve cracciare, prende già uno eh, dei BDS, ma mancano 30 secondi, ah sì, 3 secondi e ormai il round è in mano ai BDS che hanno ancora un match point per vincere questa partita. Non sarei sorpreso se si dovesse concludere in un pareggio, perché adesso per evitare ti si tratta di attaccare ai piani superiori, dove sono riusciti molto molto meglio, specialmente quando um, hanno velocizzato le cose con la presa di garage e l'uccisione del giocatore sopra la passerella senza troppe eh, difficoltà. Questa volta la difesa sta in piedi proprio perché tornano alle loro origini. L'idea di tricare con Kaid è qualcosa di leggermente innovativo, ma non in stile BDS. Perché? Perché se l'avversario sta giocando costantemente eh, Termite, come abbiamo detto, e non ha Ibana, significa che non arriverà comunque ad aprire la botola di cucina, probabilmente. O può impedire l'apertura della botola di cucina usando un panetto di C4, addirittura. Infatti, abbiamo notato che era Valkyria a giocare all'interno di armeria, pronta con il panetto e sapendo che potenzialmente si tratta di una difesa in bottine telecamere dove eh, per i BDS c'è sempre l'opzione Valkyria che spesso viene giocata um, compare IQ per la prima volta non rinuncia a niente di così importante soprattutto perché con Ace hai già abbastanza eh, risorse e dovrebbero bastarti le due granate e i due puffi quantomeno per cercare di aprire il pavimento sotto Rafale che continua a tentare il trick con l'artiglio Siamo vicini forse alla quinta partita di fila vinta per i BDS, ma i vitali che sono comunque ancora vicini al pareggio, possono ancora fare il miracolo di interrompere questa serie di vittorie dei, dei BDS, a, 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 almeno lasciando un punto nelle loro tasche che potrebbe comunque non fare differenza, però rendere il tutto più soddisfacente fare un punto contro il BDS non è da tutti attualmente nessuno ci è riuscito nello stage 2 quindi probabile diciamo anche ehm, base di orgoglio per i vitality che avrebbero comunque un buona, diciamo, una buona base su cui poi ripartire mercoledì nel tentare di prendere qualche punticino in più Rise trova il muro rinforzato spesso quel muro singolo come abbiamo detto viene lasciato Uh, soft e per Sledge è un'ottima conca dove giocare. Questo non sarà il caso mentre Fabian va col primo Selma all'apertura. Da un lato c'è ah, il giro sulla testa di Rise, cadono così due granate. Il giocatore al piano inferiore ed il migliore finora. Per fortuna c'è del recupero. e Con la morte di Elemenze dovrebbero essersi assicurati il controllo del piano inferiore. Il punto è che fintanto che c'è qualcuno in garage non si può andare eh, come si vuole. Dovrebbe essere sfuggito, anzi fuggito, eh, Renciro. Vediamo che i suoi HP sono parecchio bassi. E quindi per i Vitality a questo punto arriva alla fase 2, se così la possiamo chiamare. Si entra, si apre il pavimento sotto eh, Kaid e si neutralizzano gli artigli. La Falangone impegnato nel triccare. Il tentativo di Goga qui di lanciare il drone e cercare informazioni nel piano interrato perché lo lancia proprio nella parte più bassa. Sicuramente sta dando informazioni al suo Angri che deve in qualche modo togliere in mezzo l'ortile. È la prima volta che vediamo IQ in questa clubhouse ed è una scelta molto intelligente sapendo che eh, il tempo di attivazione dell'artiera di Kaid. Dell è di circa 3 secondi e mezzo vado ovviamente a, a memoria circa 3 secondi quindi a, avrebbe tempo di togliere di mezzo la portiera quello che sta provando a fare ma purtroppo attualmente per una traiettoria forse non troppo pulita non riesce a eliminare Angry, credo dovresti provare un altro angolo oppure arrenderti al fatto che non puoi impedirlo perché in realtà si trovava a sinistra del muro in un punto in cui il pavimento è indistruttibile ma no, questo evidentemente Angry non lo sa non gioca magari spesso eh, IQ e si è spesso ingannati dal fatto che sia l'impressione che un pavimento sia distruttibile, magari perché è coperto di legno o ha quel mini compensato da cui ti dà l'impressione di poter sparare. Non è questo il caso, se ne va in Circo. A questo punto c'è il vantaggio numerico, però. C'è il vantaggio numerico che i ti potrebbero sfruttare per l'unico punto da prendere in possesso dei BDS Bibo. Si scalda alla fine, con questa triprocisione, scico eliminato quindi non c'è il Salvatore della patria francese per poter comunque prendere tre punti. Angry qui un flank bellissimo sulle scale red ne prende uno, ma deve prendere anche il secondo, Vitaliti che pareggia noi conti con i BDS, un pareggio spettacolare e BDS non fa grande torto, ma questo è un grande sforzo di Vitaliti che prendono un punto fondamentale. Sul finale Azzecca il tempismo esatto perché Brid è forzato a ruotare, a tornare all'interno del sito per cercare di lanciare la fumogena dai buchi alti oltre il muro dei server, delle telecamere. In quel punto di solito sta arrivando il plant e tu devi cercare di impedirlo. Ha provato mentre passa, sale dalla scala Angry e lui non sente eh, la Melusi, la bench di Melusi. Tra l'altro, parlando di bench di Melusi, tantissimi player sembrano non essere ancora o tanto abituati. O potenzialmente il suono degli spari copre parecchio l'azione uh, del gadget, che quindi non ha la stessa effettività. Navi contro Secret, la guardiamo insieme tra poco. <insicurazione> you Buongiorno signore e signori, pronti per la quinta ed ultima partita di oggi, Zastriuk e Chinook, come sempre, come in questa serata, Navi contro Secret, due team con diverse situazioni e qui però, come dicevamo adesso off camera, i Secret hanno la possibilità di scavalcare per la prima volta i BDS, qualora riuscissero a vincere. Si possono mettere... Come primi della classe assoluti, ed è la prima volta, come hai detto anche tu, per i Secret sarebbe un super risultato. E col fatto che il più vicino a te sta due punti sotto già aiuterebbe le tue chance di andare direttamente al major. Perché di questo stiamo parlando. Siccome i Secret sono arrivati non nella scorsa stagione, combattono anche loro per assicurarsi di non arrivare così indietro. Dovrebbero in parte già essersi salvati. Se continueranno a performare più o meno in questo status, anche se dovessero perdere qualche game, pareggiare qualcosina. Il problema non è enorme perché alla fine avranno abbastanza punti, magari piazzandosi quinti, per rimanere all'interno. Come abbiamo detto, le telecamere sono puntate in questo momento più su Tempra e eh, Chaos. Chaos in particolare, sono quelli che devono scappare dalla decima posizione, essendoci arrivati la scorsa stagione. Per I, i cambi non stanno funzionando come vorrebbero perlomeno. Le loro performance sono super altalenanti, i giocatori nuovi, in particolare Blur e Joe, sono i due migliori in assoluto. Come vediamo di fatto dai numeri, il punto sono i cosiddetti OG, gli original gangster della squadra, che beh, non vanno altrettanto bene. Li vediamo infatti anche dallo storico, con i primi due pareggi contro i Tempra e i Chaos, ma poi sc sconfitta contro i G2 e... Ancora più pesante contro i Virtus Pro per questo 7 a 1. Lei ha già detto tu, praticamente sui navi eh, che i migliori sono proprio le new entry, quindi Joe e Blur, che ovviamente da solito non possono performare così tanto. Navi che sono in cerca quindi della prima vittoria. Una prima vittoria che dovrebbero trovarla contro il team forse peggiore adesso da affrontare insieme a BDS, cioè i Secret. Dove vediamo invece una situazione abbastanza diversa con gli unici che sono Shatte e Draven con un rating negativo nonostante il KD ratio di Draven sia comunque eh, positivo di 1. Ma Prano che ha delle statistiche veramente eccellenti parlando soprattutto del KD con 46 uccisioni e 25 morti dovrebbe essere quello che aveva almeno il numero più alto di Kilo, forse il secondo. Vedremo peraltro oggi quello che riuscirà a, a, a combinare contro... Contro i Navi e AIF e Pakbur che comunque stanno giocando degli ottimi, eh, degli ottimi match. E la squadra di Sigat finalmente riesce ad avere un'ottima un coordinazione. Non sarebbero arrivati ovviamente il 7-2, 7-4, 7-4, 7-4 contro G2, Rogue, Chaos e Vitality. Questo match. Secondo me è il perfetto esempio di due squadre che a livello di talento individuale sono molto simili, forse per inavia addirittura meglio, ma una ha chiaramente un piano, una visione di come vogliono giocare al gioco eh, come team, mentre l'altra no. In alto svincere faticano ad essere costanti perché qualcuno fa delle ottime plays, ma lasciano andare troppo e a volte quando insegui una serie di giocate... Non riesce a creare un, una costanza nel rifare le stesse cose bene e quindi magari un round arrivi a una breccia senza problemi. Facciamo l'esempio pratico eh, di quando si sono ritrovati a giocare su eh, Clubhouse. Le prime due volte arrivavano alle brecce, riuscivano a capitalizzare abbastanza, a collassare sul sito in maniera piuttosto recente, soprattutto in difesa tenevano. Poi arrivano le partite contro G2 e Virtus Pro. Parlando della partita contro i Virtus Pro in particolare, eh, che avevamo visto giocata dai Navi, falliscono miseramente e vincono su Villa un solo round. Contro i Virtus Pro che ne vincono 7 E questo è il vero problema I Secret invece hanno creato un gioco Che forza gli avversari a bannargli molto spesso Montagne, perché quando è stato disponibile Lo giocano, ma in più ha delle basi Su una lineup Di solito con Maestro, Smoke e Jäger come, come base Molto molto più solide e hanno un sacco di timing Lo gioca Backbull eh, Montagne, l'unica partita dove Non hanno bannato Montagne è stata contro G2 e il perché sembra eh, abbastanza chiaro. Anche nei G2 c'è qualcuno che utilizza Monza. Quindi hanno deciso di non autobannarselo. Dovrebbe essere proprio la partita in Cle... no, Clebaus, in Caffè d'Ostoieschi, dove appunto hanno giocato G2 contro eh, Secret. Ma parlando di PackBull, abbiamo una um, grafica da, da mostrarvi perché qui c'è un pericolo in giro. È proprio PackBull quello di cui vi sto parlando perché ha una... Statistica molto molto eh, interessante, partendo intanto da quelle che vediamo a schermo con un rating di eh, 1,9 eh, come tredicesimo che non è per niente male, essendo uno degli ultimi arrivati nell'European League, Pakbul ha una statistica che in questa grafica non è mostrata ma che è molto interessante dei clutch. È perché vero. Ha una, eh, è il primo, è il primo eh, miglior clutcher dell'European League, ben 5 clutch nel suo palmarès che non sono per niente, per niente male eh, contando che in molte situazioni è riuscito appunto a salvare dei round e a far vincere comunque la squadra quindi è vero che queste statistiche non sono le migliori rispetto a quelle di Shaiko che abbiamo visto ma cinque clutch. proprio per questo che abbiamo voluto farvele vedere perché lui ha dei numeri magari non favolosi, ma individualmente quando conta vince i round. Parlando di round, cerchiamo di capire su quale mappa le due squadre si affronteranno, sapendo che per quanto riguarda Natus Vincere e i Secret della stagione scorsa, Oregon era parecchio una costante. Entrambe le squadre hanno giocato tantissimo, quella di Natus Vincere ci è sempre sembrata un po' più debole rispetto ai vecchi Secret lineup completamente tedesca che giocava principalmente Oregon e la giocava discretamente bene, era la loro mappa migliore insieme a Villa, Villa che è rimasta secondo me nel loro pool come Oregon, che questa volta giocheranno per la seconda volta, perché eh, l'hanno già vinta contro i Chaos per 7 a 4, come dicevi tu tra l'altro non sarebbe sorprendente vedere un ban di Monti, ban di Monti che è persino arrivato una volta per mano dei Secret su Parco Divertimenti contro i Vitality, nel caso specifico Ciò che eh, mi colpisce di più in assoluto è che um, ora c'è una chance per i giocatori dei Secret uh, di vedere un match in cui c'è un avversario che gioca montagne, ma la mappa non è tanto favorevole, quindi potrebbe persino essere che non viene bannato e nessuno lo gioca. E in effetti, sto pensando a, ad altre mappe, appunto, altre Oregon che ho visto giocare con Monta, e non mi viene in mente qualche azione molto È Clash, eh, il, importante, E Clash, al contrario, Clash invece sì, infatti, l'ho visto giocare, per esempio, in cucina e refettorio, o in meeting e cucina, eh, Insight soprattutto quelli. Interni, quelli eh, al sì, a piano terra, pardon, dove eh, la percentuale di picchi di clash sale per quanto riguarda il piano più in alto di eh, doppio dormitorio e la bandiera di rifornimenti. In realtà, poi diventa un po' più raro, perché poi lì si predicono altri, ehm, altri operatori. Vediamo spesso la, la doppietta classica ua, ua, ua e, e Jäger. Qualora Uomai non venga bannato, perché e spesso vediamo spesso il terzo insieme agli altri due, esattamente. Insomma, ciò che vediamo spesso anche in altre mappe viene riproposto in questa nuova Oregon. Però, tutto dipenderà anche dai ban. Perché se vediamo invece Uomai bannato, allora lì potrebbe cambiare qualcosina. Mi aspetto di vedere magari Melusi. Che comunque vediamo spesso anche in Oregon, in più difese. Insomma, eh, l'abbiamo vista così tante volte questa mappa, che potremmo parlare anche eh, di, eh, di, di quante mattonelle presenta l'edificio totale. Perché <ride> il punto è sempre lo stesso. La cosa che ci ha sorpreso, tra l'altro, è che alcuni team, nonostante si giochi parecchio, Ancora non sono iper precisi, soprattutto l'attacco in kids in teoria è quello più forte. Alcuni team, però, non riescono lo stesso. Ci sono delle squadre che continuano a vincere in kids, Room anche se non dovrebbero, specialmente se hai ace a disposizione. E abbiamo stracriticato le squadre che con Maverick disponibile non lo giocano, sapendo che è la soluzione a quasi ogni problema. Puoi andare in torre liberamente. Hai due granati in più. Che siccome Oregon è forse la mappa più piccola a livello delle dimensioni dei siti. Uh, del, uh, del meta attualmente, cioè del, del pool al momento, le granate sono più forti perché se le stanze sono piccole è più facile capire in quale angolo sono gli avversari e fargli arrivare un esplosivo. Non sarei sorpreso se il ban difensivo dei navi fosse proprio um, Clash di cui parlavamo prima perché Packbull dei tanti clutch uh, parecchi sono con uh, Clash. Insomma, un, 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 un operatore che è meglio lasciarlo in compagnia che da solo. Da solo sprigiona un'aura potentissima. Per citare un famoso anime giapponese. Immagini, gli diventano i capelli. Eh no, però non ce li ha. Stavo per dire, le diventano i capelli e eh, non ce li ha. E niente, fa lo stesso. Fatto sta che nonostante eh, siano campioni di una pro league con un roster leggermente diverso e avevano ancora il mister cittadino, non... Sono i favoriti in questo caso specifico i uh, Secret, ma come al solito anche per l'ultimo match direi che vogliamo sentire la vostra. Quindi fatevi vedere con le vostre manine quello che pensate di questa partita con l'hashtag NaviWin se credete nella vittoria degli ex campioni Pro League, oppure hashtag SecretWin se credete invece nella quinta vittoria consecutiva dei Team Secret, oppure come l'hashtag del Lord ci insegna, hashtag X per un possibile pareggio. Che per i Navi non sarebbe neanche qualcosa di nuovo perché ne hanno già ben due. due. Per i secret invece sarebbe un altro discorso, e con eh, appunto un 6 a 6 finale sul tabellone significherebbe di fatto eh, che BDS e Secret hanno gli stessi punti. È arrivato il ban che temevamo, quello di montagne, quindi sì. l'opzione è fuori, e il ban è per mano. Uh, dei navi, che hanno sì un giocatore che può giocare Monti Kendro, ma hanno smesso di sfruttarlo, stanno ancora subendo il ban ogni tanto, ma lo usano veramente poco. Se ne vanno a tacere uno mai e se dovesse scomparire anche Clash, non sarei sorpreso. E infatti voi pensate, in questo caso, forse che i navi possono cittare, perché eh, i band dei cheater sono sempre molte nei clash, invece no! Perché contro è un avversario. Pacbull che... lo dice: Scusate, non posso più. I can't anymore. Non posso più giocare senza Mountain e Clash. Ottimi ban. Eh sì, questi sono ban molto mirati. Appunto, nel nuovo arrivato che abbiamo mostrato in evidenza con l'immagine Wanted. E qua vediamo perché eh, vorrei sapere cosa poi giocherà eh, Packbull. Intanto sceglie Maverick, operatore che giustamente e open, quindi va a prenderlo insieme la coppia con Ibana. Arriva Iana, peraltro, un operatore che viene a volte scelto in Oregon. E non è la prima volta che lo vediamo in attacco. Ti ricordi che i Secret da soli contribuivano al 95% della statistica di pick rate di Iana nel, eh, nello Stage 1? E il team che giocava Iana erano loro. Tra Però, che hanno persino subito un ban di Iana nello Stage 1. Però. Quando lo usavano a stage 1 non era così funzionale come magari lo, ehm, lo usano in questo stage 2. Evidentemente hanno migliorato qualcosa nel utilizzare Yana, sfruttando quindi anche le granate che eh, aumentano a 4, avendo anche Maverick in dotazione. Pensa a Sledge, sarebbe inutile. In realtà non puoi verticalizzare niente, è difficile che tu arrivi col martello a colpire un Evil Eye piuttosto che uno scudo, per cui... Non c'è nessuna valida ragione. È un caso raro, ma non c'è nessuna valida ragione. Se ti aspetti che gli avversari difendano il piano eh, interrato per giocare um, Sledge. E di conseguenza, Iana ti dà un gadget parecchio più utile. Mentre Saves in un no. angolino you che schifoso. You can't see me! Sta dicendo Saves. Peraltro, non dronato. Qui Shatte lo evita, non riesce a vedere. Aspetta. Ah, ok, l'ho visto. Adesso Saves si è alzato al volo perché Packbull ha dronato che poi infatti perde vita eh, ha provato però la giocata sarebbe stato interessante ma bravi eh, i Secret a dronare anche l'angolino dietro al mobiletto di Torre Piccola e a prendere quindi il vantaggio numerico per un attimo ho pensato che Schatte fingesse recitasse quindi di non averlo visto e poi gli lanciasse una granata per chiudere il tutto questa è una difesa in roaming ci sono due giocatori all'interno del sito e tre in roaming il primo dei tre è già andato Saves, non potrà piazzare altre Gumain in giro. Ci sono eh, un paio di Banshee, una sulla porta di torre per far sì che, qualora dovesse arrivare il push alle spalle, la chiusura a pinza, Blur è in grado di eh, accorgersene. E c'è ancora un giocatore dei Navi che si trova in torre. Potrebbe essere Joe che è risalito con l'intento di uccidere qualcuno. Infatti, trova Prano che non si aspettava assolutamente che ci fosse un quarto, addirittura il pesante. Sulle scale, l'ultimo che puoi aspettarti, invece è proprio lui che va a prendere. Quella posizione dove toglie appunto la vita a Prano, oh, essendo anche un operatore che avrebbe fatto la differenza nella seconda parte del round in questo momento, ha fatto un bel torto ai suoi avversari. Hanno comunque diversi esplosivi, ancora hanno le quattro granate di Paco Bull e Treve, hanno ancora i due hash tool di Dishatte che rischia di perdere la vita con questo avanzamento quasi eh, sprovveduto in meeting. Questo è il motivo per cui Joe è così pericoloso. Riesce a impattare sui round grazie a una serie di posizioni che non ti aspetti. Il suo modo di giocare, l'esperienza che arriva da un giocatore fresco, non è ancora completamente stabilito nel devo fare questo per forza, devo stare in quest'angolo per forza, l'idea migliore a volte holda un angolo solamente da aggressività mentre i Secret si avviano alla presa uh, di Freezer, dronato il corridoio, fatta anche la cam base, viene distrutto il filo spinato Draven ha a disposizione ancora due bombe a mano che può lanciare sopra il mobiletto cercando di rimbalzo e di eliminare l'avversario mentre dalle scale principali eh, Pacquill cerca di bloccare il passaggio dalla porta del corridoio che cade nella trappola di prendere il Gemini uh, di Iana. Infatti, sanno adesso dove è situato. Appunto, il loro avversario. Bravo, Draven, a prendere un'altra kill su. No, non era Draven, gli ha rubato Pac, pure evidentemente, perché è arrivata la granata all'ultimo, quindi mi ha lasciato un attimo di confusione. Qui Topio, sono di Toki, che prende un'ottima avanzata nel sito, poi ovviamente non può far nulla live, crolla nella difesa dei navi, che era partita male con l'uccisione di Lizur, ma in quattro sono riusciti a portarsi alla vittoria il round di lavanderia. Hanno provato persino a distruggere lo scudo che si trovava nella zona del vecchio sottoscala sostanzialmente, ma... Uh, C'era ancora la DS Up, una DS all'interno dello stanzino che proteggeva lo scudo di Kendrick. Quindi può rimanere lì impassibile. Aveva a disposizione persino ancora delle fumogene che lo stava utilizzando, visto che di tempo sul cronometro ce n'era parecchio. E l'impatto più grande su questo round, penso, l'abbia avuto Joe, che eliminando Prano toglie la possibilità agli attaccanti di pinzare blur e di bloccarlo al piano superiore quando si trova all'interno di meeting e non solo Felice chatte. così tanto che praticamente poi è un morto che cammina. Si tratta di difendere al piano superiore a questo punto, a meno che si opti per cucina. Cucina che è sempre più diffusa e se l'abbiamo detto un po' di volte, guardi i numeri, avrebbe quasi più senso giocare lì perché si vince di più. E al piano superiore impedire che gli attaccanti si ritrovino in una condizione di vantaggio è molto difficile. Forse la soluzione migliore è difendere addirittura all'interno di torre, abbiamo visto alcuni team farlo, per cui magari perdi la vita, elimini uno degli avversari, ma se difendi in torre alta, gli avversari, gli attaccanti sono obbligati a usare degli esplosivi, delle flashbang, delle utility per forza e a perdere tempo. Attico intanto difesa anche con l'occhio del male, abbiamo visto piazzato da parte di, di Joe, che peraltro adesso si tappa, come vedete in basso alla grafica, alla schermata, si tappa il tutto per un possibile impact trick, impact trick che abbiamo già visto fare proprio da, ehm, da maestro in ripetute istanze e semplicemente si tratta di si tappare dei buchi eh, adiacenti al muro di Master Bedroom che dividono la stanza giochi e lanciare un impact veramente molto preciso, deve essere millimetro altrimenti non raggiunge il eh, raggio d'azione che serve per distruggere la carica, che sia la o le kairos o il selma, eh, dall'altra parte del muro. Eh. 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 Tutti cercano di... Mi immagino qualcuno <ride> che vuole lanciare il martello per recuperarlo. Tor! Lo, lo, lancia, lo lancia da sotto alla porta e poi lo fa tornare indietro <ride> verso l'esterno. Che un po' l'effetto dell'uncino Che Le botole scoppiano da sole: la forza, del pensiero, la fenice degli X-Men. Mentre gioco le impact e il buco già aperto al pavimento, si prepara per l'impact trick. Come funziona l'impact trick? Beh, vedete quella pala eh, per la ventilazione che c'è al piano inferiore: basta tirare le Impact attraverso il buco contro quell'oggetto e sei in grado di rompere qualsivoglia oh. tipo di carica dal lato opposto. Che bella cam. Soprattutto riesce a vedere anche le colline, insomma... infatti parlavo del bel panorama, è un bellissimo panorama quello situato nella mappa Oregon. Ha visto peraltro la rotazione di Maverick, che si sta spostando adesso sul lato del finestrone, dovrebbe essere lui, almeno non vedo da questa distanza, sì, infatti Packbull che si sposta proprio nel big window di dormitore, arriva la breccia e qui spalla l'Impact Rick, quello di cui stavo parlando, ecco, qui a spalle di entrambe le cariche Torna alla difficoltà di questo impact trick, che purtroppo non riesce sempre perché deve essere veramente precisissimo. E Popopak, intanto che porta la prima kill in mano ai Secret, togliendo di mezzo Brur. Stavo ripetendo su come, in un modo o nell'altro, comunque non sia arrivata un'apertura attraversabile. Credo che qualcun altro abbia interferito ulteriormente. Arriva la granata caricata, sponda precisa, che però è troppo caricata, e di conseguenza, se la cucini troppo, si sa Esplode è da buttare. Prima. Sì. <ride> Uh, Joe ha ancora a disposizione la sua telecamera che viene holdata chiaramente da Blur che è venuto a mancare in precedenza, in modo tale da chiamargli se qualcuno dovesse avanzare dalla breccia. Ancora 30 secondi, una granata questa che potrebbe essere troppo facile. Infatti, bravo Draven nel prendere una easy kill su Joe. Uh, in questo momento, un attimo di panico nei nostri. Nei nostri schermi, ma ancora 5 contro 3. Vediamo, peraltro, ancora un'altra granata che Pacball vuole lanciare. Eh, evidentemente sulla rotation. Non trova nessuno, ma c'è ancora Doki su quelle bianche. If in ferimento, Prano prende un'altra kill. Entra Doki con coraggio, ma trova la... solo il corpo del Draven, che riesce quindi a prendere il 1 a 1 dei Secret. E l'attacco fa quello che fa al piano superiore: vince perlomeno di solito nella maggior parte dei casi. La ragione è semplice, nonostante non sia arrivata la breccia, non c'è un vero e proprio modo per. Continuare a contestare. Avevano la telecamera per sapere se qualcuno giocava sul balcone al finestrone, e nel momento in cui riescono a eliminare quel giocatore, dovrebbero puntare a rientrare. Joe, per quanto pericoloso, deve cercare di tornare indietro perché a quel punto rimanere bloccati alla porta ti rende parecchio inutile, magari anche per sfruttare la tua Evil Eye successivamente e giocare sul retake finale. In questo caso, vediamo come aprire da entrambi i lati, quindi spingere da attico in contemporanea dalla camera da letto, funziona. La maggior parte delle volte in cui vediamo l'attacco fallire al piano superiore, la causa principale è quella: che siccome giocano un solo breacher o a volte hanno rinunciato persino ad utilizzare Maverick, che è una cosa che critichiamo parecchio, soprattutto per le sue bombe a mano, come dicevamo, eh, ti ritrovi ad aprire solo un lato e quindi sono in grado di difendere magari stando all'interno di attico alla porta dove vediamo che entro in questo momento piuttosto che eh, dal lato opposto si è aperto solamente eh, da torre la cosa che più ci piaceva commentare e, ed, e, e sottolineare era la doppia breccia che puoi effettuare in questo sito eh, proprio dal lato di attico magari lasciando soltanto Mavri insieme a Zofia. che Fanno appunto Maverick Trick completando tutto il bridge con l'impact di Zofia. Anche eh, con la presenza di Kaid, tutto ciò non incide perché eh, Zofia, appunto, rompe il muro ehm, soft elettrificato senza che esso venga distrutto. Al contrario di Ash che invece viene, eh, che subisce l'elettricità eh, di un Bandit o di un Kaid, nonostante il muro sia soft e dall'altra parte con Ace o con Ibana riesce quindi a brecciare anche Bedroom questa volta c'è stata la stessa, scel la stessa scelta uh, di Ibana al posto di Ace quindi hanno nascosto la scelta proprio di Ibana che sicuramente sarà pronta per brecciare dal lato di Bedroom come vediamo adesso Draven insieme a lei con Shatte che cercano di conquistare tutta la zona di camera da letto e armeria che è sempre una delle zone più calde di questa Oregon con Blur che peraltro vuole giocare molto aggressiva la ragione per prendere Ibana è semplice. Ibana può utilizzare tutte le Kairos in contemporanea, di conseguenza non impattricabili dopo l'apertura di un buco, come nel caso del Selma, che andando, diciamo, in ordine di attivazione, prima il, eh, la striscia mh, dove l'hai tirato, poi quella più in basso, e poi quella più in basso ancora. Se una Impact vola attraverso quel buco dopo che hai aperto il primo, distrugge il secondo e blocca così il processo. Come dico, la soluzione migliore per contestare questo tipo di attacco è avere qualcuno in torre. Della ragione per cui inizialmente Doki stava in conflitto. Sembrava voler infastidire la presenza dell'avversario. Joe continua a rimanere sulla porta. Questa volta gioca parecchio più indietro. Dopo aver fallito con l'impact trick in precedenza, sembra non voler neanche riprovare. A questo punto arriva l'artiglio di Kaid, forse piazzato sul muro singolo in alto per complicare la vita di Aif, mentre Gio avanza lungo la breccia. Qui già non si è tappato il, il, il classico appunto. Buco per terra per triccare, a cioè prendere una kill su Draven, poi, anzi su Wife e poi anche su Draven. Questo maestro sta facendo un po' di vittime in questo momento. Qui poi avanza, potrebbe prendere anche la kill su Ash. Tetal Prefire, Superfire, peraltro bello lungo, grazie di 80 colpi e più che ha nell'Alda. Shate potrebbe prenderlo alla sprovvista di spalle con Packbull che hold la finestra. Gioco quindi abbastanza chiuso in questo momento, ma l'attacco di Secret è abbastanza in difficoltà. Prano è tutto solo. Packbull all'esterno del finestrone ha la possibilità di lanciare una granata, ma non sappiamo se gli ADS siano già stati eh, bruciati. Uomai non è disponibile chiaramente, quindi si tratta di cercare di cucinarla. Per Shatta il problema è immenso perché giù a questo punto si è spostato più in profondità. Arriva l'impack perfetta, ma c'è un'altra uccisione. L'Alda non finisce mai le munizioni. È inutile che ci proviate Secret, è inutile che andiate avanti. Da quel lato ormai non si passa. È più semplice cercare l'attacco dal finestrone. Per il motivo per cui Prano è rotato e si è appeso a bambini. E proprio perché hanno 20 secondi con quattro avversari da mandare a terra. Kendrew ovviamente blocca una delle entrate possibili. Eh, Rendendosi conto che il tempo è quello che è, e non possono più ruotare eh, di nuovo in un'altra traiettoria. Bacwall poi cerca l'inserimento praticamente impossibile da eh, finestra di attico. Infatti, chiudono facilmente le due uccisioni finali che lo portano, che li portano anzi in vantaggio per il 2-1, un'altra volta la difesa al piano superiore la seconda volta invece c'entra il punto e la grande differenza ovviamente la fa l'alta di Maestro che non trica assolutamente niente, finisce per tenersi entrambe le impact, però per il modo in cui il guardaroba era stato aperto si ritrova ad avere una situazione di vantaggio perché una Kairos è alta, troppo alta in realtà. Eh, questa è la parte curiosa, la Kairos a sinistra alta doveva servire per sparare stando in piedi, però permetterti di stare abbassato, ma era così alta che stando in piedi comunque non vedevano dentro. Quando se ne accorge anche Sledge dice cosa posso fare qui assolutamente niente e quindi cerca di piccare e come l'hai spiegato anche tu 81 colpi nel caricatore beh dopo che ha buttato giù il primo il secondo c'è il prefire Shatte però ha comunque il dubbio forse ci sono ancora 20, 20 colpi in quel caricatore inutile che mi affaccio e a questo punto per i navi si ruota. non hanno ancora mai giocato una difesa in cucina perché fallendo quella al piano superiore hanno la chance di rigiocare sotto se dovesse continuare così il giro e dovessero vincere qui saranno obbligati a mostrarci qualcosa. Navi che, se ricordi, quando avevano la formazione con Nelo erano l'unico team, sono dei pionieri in questa cosa, a giocare la difesa in cucine e conferenze, spesso addirittura come primo sito su Oregon. Stavo cercando di ricordare quanto mi è appena detto. In effetti ho vaghe memorie eh, di dare difesa con Nelo in Meeting e, e Kitchen, che attualmente magari potremmo rivederla. Eh, però lato secret, anche perché no. La vediamo comunque. Non dico spesso ma ogni tanto ci capita di vedere anche le difese del genere che sono sicuramente più difficili, le abbiamo viste dai Vitality, mi ricordo la difesa con Kaid che ha messo l'elettroartiglio sul filo spinato per non far dronare i loro avversari nella zona del corridoio. Qui intanto c'è un push ad Ok Ying, ha iniziato a, ad attivare i suoi lumen, Gioventano mette già a terra un avversario che Shatte viene lasciato un attimo indietro per farlo... Ressare e i navi quindi rispondono benissimo al push iniziale dei Secret. Sono ben 4 tutti in bunker. Un assetto offensivo completamente diverso. Forse è perché non li avevamo mai visti sulla nuova Oregon e ci eravamo abituati a mappe molto eh, di respiro ampio. Dobbiamo aspettare di vedere di giocare anche su, uh, magari, Klebaus, nello specifico, per capire esattamente qual è il loro piano offensivo. Quattro di loro all'interno di uh, bunker, della zona di blu, sostanzialmente. Hanno Ying a disposizione, che con le candela dovrebbe essere più che sufficiente, ma per un motivo o per l'altro non hanno ancora messo neanche un piede nella struttura da quel lato. E con saves sulle scale di torre intermedie. Non hanno informazioni perché hanno già perso tre droni. Quindi, Prano e If sono costretti ad entrare molto lentamente, con il timore che ci sia qualcuno lì ad aspettarli. E adesso, quando finalmente hanno il controllo di torre, si ritrovano con un pugno di mosche. Non c'è nessuno, sono già rientrati. Non è possibile utilizzare la Kairos di Bana perché c'è l'artiglio di Kaid. E quindi l'attacco ora deve andare da qualche altra parte, ma il cronometro continua a scorrere. Sono passati praticamente due minuti mentre Pacquol va lì a risolvere il problema da solo con la torcia di Maverick. Un attacco disastroso qui adesso dei Secret, eh, i navi hanno ben si stappato, hanno, sono riusciti a rispondere bene al primo tentativo di push con la candela di Treven. anzi sì, le candele di Treven, perché ne ha ancora due, quindi vuol dire che le altre due sono state già lanciate, insomma... I navi stanno occupando la classica difesa a tartaruga, come abbiamo spiegato anche in Clubhouse, in cosa consiste ed è effettivamente quello che stanno facendo qui in questa ora. Con Nessuno in roaming, tutti quanti all'interno del sito o quasi e adesso per i sigaretti si fa un, un problema dover avanzare, almeno che non riesce a prendere delle kill importanti come... Quella di Shatte in questo momento. Buona idea, le due Cairo salte, almeno Safe non può più giocare nel corridoio, poi candela per spingere più in profondità, dovrebbero aver liberato Colonna. Mentre Packbull scende e Blur riesce a eliminare un avversario, per poi uh. essere tradato da Prano dalle scale di Torre. Il duello in wallbang lo vince Prano, qui che ha peraltro un'altra grata in mano, Packbull, lanciandola anche molto profonda, cercando di prendere anche Duno in oh! rotazione. Drew. con Joy in finale, quattro uh, kill velocissime dei Navi, del quarto round quindi in mano a Natus Vincere con il 3 a 1. Guarda quanto sono british con il TGS, wow! Li spengono e Kaid li ripaga tantissimo perché perdono tanto tempo per prendere blu, nonostante abbiano Ying a disposizione e non ci sia. Tua Questo è il vero punto. Dovresti avere un operatore che da solo ti permette di entrare dritto per dritto ma se non hai il controllo di torre e della scala di torre in realtà per i difensori c'è un sacco di spazio in cui possono fuggire, un sacco di angoli in cui si possono rifugiare e adesso sanno di attaccare altrove, infatti Maverick scompare e non c'è nessun breach denial perché tocca alla difesa in cucina che non è più quella con una delle due bombe effettivamente in meeting storica dei navi sono stati il primo team a mostrarla con la nuova Oregon, ma la più classica di Refettorio, in cui è molto più semplice impedire il plant. Unico punto che è cambiato dall'inizio dello stage 2 rispetto allo stage 1, che molti team stanno rinforzando entrambi i muri uh, di docce, quelli tra docce e uh, all'interno di Alfa, in modo tale da poter concedere, se vogliamo dire così, uh, il controllo più, delle più. docce agli avversari senza problemi. più, più. Sto cercando di imitare il. Pew, pew, pew. di imitare il sound del, dei proiettili del TSC. Una, una volta era tipo. Bom, 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 bom", <ride> no, col danno vecchio. E adesso è più <ride> e più l'armetta giocata, adesso che è stato nerfato. No, grande, grande azione di Kendry, che eh, ha permesso di vincere un round che non era scontato. Eh, per, per i navi, perché Secret aveva preso un bel vantaggio con la kill di Prano eh, sul portatore. Eh, su Legion, pardon, non è sul Legion eh, in Wallbang, quindi erano addirittura in vantaggio i Secret. Eh, ottima azione individuale quindi in questo caso di, di Kendrew, che adesso invece prende Smog, lascia Kaid eh, in panchina, dato che il Sito ormai sappiamo che è facilmente brecciabile, non serve andare a prendere un uh, Counter Breach, meglio eh, dedicare il... Una picca in più, magari sulle informazioni su Maestro, su Valkyrie, come in questo caso su qualche C4 in più, ma lasciare la facile breccia all'epersalve perché con le Vertical puoi tranquillamente togliere appunto Jammer o Bandit o Ortila, quelli che siano. Arriva la seconda Impact da parte di Joe, dovrebbe esserci una terza Kairos, però come notiamo ci sono, anzi, probabilmente la terza Kairos di Ive non può essere utilizzata senza ignorare il fatto che anche il Blu-ray Impact, quella terza Impact che consente di neutralizzarne 3 su 3, a quel punto avrebbero lo stesso un Selma e secondo me sarebbe un'ottima opzione e qui arriva un po' lo scambio hanno più gadget per aprire quel muro gli attaccanti di quanti ne possano utilizzare i difensori però avendo aperto una breccia così piccola per Blur si apre uno spiraglio quindi è in grado di giocare in un'area che normalmente lo è difficilmente poi il prefire di Joe su uh, Draven potrebbe esserci la picca alla finestra Blur piano piano si avvicina alla porta e se non avessero un drone in quel punto lui diverrebbe pericolosissimo Alf cerca di tenere la rotation di bagno in maniera praticamente millimetrica. Poi, Schatte che hold anche lui la breccia del bagno stesso. Abbiamo ancora un minuto e dieci. Ancora tanto tempo per i segreti per poter pensare, per poter agire sulla difesa dei Navi che per la prima volta va appunto in cucina e eh, Refettorio con Blur che rimane immobile all'interno di Refettorio per continuare a creare quella pressione che ha fatto fino adesso poi il drone di Shatte distrutto ma comunque cerca il prefire qui arriva la fine la grata Smoke che toglie qualche HP al Entry Fragger avversario Doki rimane con un ciuffo di vita alla fine arriva il trade tra Packwool e Blur arriva ancora Blur con la doppia uccisione lasciando un grande vantaggio a Inatus Vincere che Andrew mette ancora Ora Un po' di carne al fuoco con questa grata smoke su 30 secondi dalla fine stanno perdendo un sacco di tempo i sigarette devono agire in fretta e farlo anche con lucidità Blur a tre uccisioni potrebbe prendere la quadrupla se Aife gliela concedesse qui poi ovviamente cerca di fare azione individuale ma viene bloccato da Aife che viene trattenuto da Kendrick ed è 4 a 1 per i Navi. Anche quando vincono i round i navi si prendono dei rischi enormi in questo caso, perché la situazione è vero, sì, c'era stra uh, superiorità numerica, ma in alcuni momenti si estendono troppo. Invece, Blur è molto intelligente a giocare sotto la potenziale breccia, perché il soffitto per una parte della stanza era aperto, ma non del tutto. E qui arriva il discorso: avendo aperto con il Selma un buco così piccolo automaticamente per gli attaccanti non era così semplice guardare all'interno della sala da pranzo e rendere la posizione di Byron, così si chiama Blur di nome, eh, impossibile. E Dio, quanto gli è mancato a Termite in questo round? ai Secret, come a tante squadre in realtà che quando sanno di attaccare i siti in cucina dovrebbero incominciare a riflettere sulla possibile chance di utilizzare l'operatore addirittura potenzialmente di giocare tre hard breacher, vero sono tanti ma ti danno quel margine, calcolando che un Ace e hai Fumogeni per vincere entrambe le difese se due operatori rimanenti poi sono uno con le granate e l'altro con Flashbang e Puffi. Beh, vero, Termite ormai lo vediamo veramente poco da quando è arrivato ace nelle operatori piccabili nel competitivo termite è stato praticamente per ma sostituito dai suoi colleghi eh, però a volte serve la sua grande breccia più facile molto più semplice molto più veloce incounterabile e... in quel punto in, esatto in quel, quel punto che prende non puoi counterare quindi effettivamente una volta che tu attivi la carica se non hai bandit se non hai impact una volta che sei attivato sai benissimo che il grande vortice del muro verrà effettuato come urla proprio Termite durante eh, l'azionamento del suo, del suo Deve gadget. Deve farlo sapere a tutti. Tra l'altro nella versione in inglese grida ah. tantissimo. La cosa migliore è... Reloading! Beh, shh, dai. Non ci siamo forze speciali, non ci dobbiamo far notare. Anche Alibi, quando piazza i suoi, i suoi gadget, eh, urla in una maniera quasi, quasi per dire ma Alibi, siamo in difesa, devi farsi sentire. Lo scopo è non farci <ride> trovare. Esatto. Paio di ping sulle finestre uh, per uh, Draven. Si aspettano magari potenzialmente qualcuno all'interno di Kizurro, anzi, sanno che qualcuno sta giocando in quell'area. Perché le bombe si sono spostate in cucina e meeting questa volta. Quindi quel sito, alla fine avremo modo di vederlo. Due volte cucina di fila. Secondo me è un'ottima idea per i Navi che dopo aver notato che i secret sono molto molto meno uh, efficienti nel capire che cosa fare in quel contesto specifico, uh, non rischiano assolutamente niente. Ci sono dei buchi a pavimento che. Esattamente a cosa servono è difficile interpretarlo, ma potenzialmente tramite quei buchi eh, si può lanciare la impact dal piano inferiore per aprire una rotation d'attraversamento ai propri compagni che si trovano sopra, senza che lo debbano fare loro, e quindi magari non verrebbero sentiti. Qui Blur gioca di pixel pick con dei bullet hole, quindi dei proiettili nel muro soft da cui mirare. Abbiamo visto peraltro Doki che ha creato dei buchi orizzontali sul, sul muro che... Oh, lo, oh vede. lo vede, lo vede, lo vede, invece non riesce a eh, concretizzarlo. Dicevo, Doki che ha creato dei buchi orizzontali per avere più traiettorie sulla zona di attico da dormitorio bambini. Dato 1 minuto e 15, il tempo scorre, i Secret devono ancora fare tanto, devono ancora prendere il piano superiore, devono ancora magari provare ad avere il vantaggio numerico, brecciare il meeting che potrebbe arrivare adesso grazie alla distruzione dell'elettroartiglio, er dell però non hanno ancora risolto il problema del roaming dei difensori. Per un attimo hanno pensato, hanno ipotizzato persino di rompere la botola utilizzando il puffo di Sofia per poi distruggere l'artiglio di Kaid da sotto, realizzano dopo poco che Draven sta seduto sopra un pavimento distruttibile a Coslegge, quindi in realtà... È molto, molto più semplice di quello che sembra. Mentre i difensori a questo punto sono uh. costretti a continuare a mantenere. E If pianta un cazzotto dritto sulla faccia di Kendrew. Ci sono altri due kill per i Secret che a questo punto si ritrovano in svantaggio. È vero, c'è cioè Doki al piano inferiore dove può lanciare il C4 contro il Plant. Il fatto è che non è detto che ci siano informazioni visto che Prano è già arrivato in profondità. E Doki sta cercando di risalire dal back. Doki si trova. Uno contro uno, C4, che potrebbe essere importante, ma lascia un HP uh. a chat che poi vince un duello contro Joe. Un operatore che però stava dando molti problemi col maestro, quel C4 se fosse stato più vicino, avrebbe cambiato tutto. Perché avrebbero questi secret a ruotare per andare a riprendere il plant e rieffettuarlo. E poi quindi avere meno forza nel coprirlo. Finale in bianco e nero, un po' per tutti. Sappiamo che quello succede quando ti ritrovi con pochissimi HP. E non avevano. Eh, magari l'informazione esatta, ma Doki ci è andato vicinissimo. Quel Planta, tra l'altro, poteva impedirlo con il C4 dalla botola sempre, eh, ma ha optato per la risalita, non avendo più nessuna telecamera all'interno di conferenze, e questa volta vincono l'attacco accettabile. In realtà la costruzione difensiva è fallita solo nel momento in cui c'è stato quel rush molto rapido e non abbiamo avuto modo di capire se Prano sia passato effettivamente dalla uh, breccia di meeting, cosa molto plausibile. E abbia ucciso qualcuno o in doppio porto o all'ortazione di cucina, oppure sia arrivato dal lato opposto. Ma sembra che non sia stato così. Spesso un attaccante lo si piazza. Dal garage che poi cerca di passare dalla doppia porta per contestare direttamente Non è stato necessario perché sono arrivati alla breccia più in fretta di quanto non si aspettassero i uh, giocatori dei uh, navi E non sono sicuro dell'affermazione che sto per fare Ma credo di averlo già visto in un game È possibile piazzare l'artiglio di Kaid al piano inferiore per fargli elettrificare entrambi i muri E forzare così gli attaccanti a dover andare sottoterra a cercare di uccidere il difensore Che in questo caso sarebbe stato Doki Che magari con l'aiuto di qualcun altro Rendeva imbrecciabile di fatto il muro Sì perché il muro Di eh, Di meeting corrisponde alla fine Ad un pavimento dove eh, Sopra il quale può attaccare il trattiglio Quindi effettivamente sapendo che Il trattiglio passa anche attraverso il muro Può elettrificare, appunto Il muro di meeting Abbiamo visto intanto Mira in una difesa in lavanderia e giochi che non vediamo da un meta di Rainbow Secret salente forse tre anni fa quando Mira veniva sempre piccata cioè, Meggior l'hanno giocata tantissimo prima in... non se ricordi perché anche i rog lo facevano è una questione piazzano lo specchio eh, varia uno si sposta e l'altro lo giocano vero 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 che però tu fai notare che effettivamente Scompare a volte anche se è disponibile. Tant'è che i Navi non hanno mai giocato Mira in sei difese. A differenza dei secret che si se ricordi abbiamo commentato. Insieme eh, su parco Divertimenti, anche nel caso specifico, se non ricordo male. E lì, ehm, quando l'avevano a disposizione, l'hanno giocata sempre, tranne la difesa in trono, dove non ce l'hai un posto dove piazzare Vero. lo specchio. Mi sono tornate in memoria. Le difese nella vecchia Oregon con Mira, nello stanzino di Lavanderia che lanciava il C4 con anche le grade Smoke. Cioè, tanti, le vecchissime difese di, di Rainbow. Six mi è tornato un po' in memoria questo tipo di, eh, um, di tattica. E, peraltro, che attualmente sta funzionando. Non grazie al vettore di Mira, ma grazie al roaming di Prano, che ha preso la Kill to Saves in maniera abbastanza inaspettata. Uno specchio l'abbiamo visto, dove è piazzato, per l'altro dovremo attendere di avere uno sguardo più ampio sul sito. Ci sono persino dei ping da parte dei difensori, perché sono azzurri. Questa è la grande distinzione. Se pinghi un gadget eh, di un tuo alleato diventa azzurro, allora. se uno nemico diventa eh, rosso. In questo momento Prano si trova ancora al piano in superiore. Questo è il grande problema eh, dei navi che hanno la memoria molto corta e hanno dimenticato che lui si trovava sopra e infatti Joe eh, ci lascia e adesso sanno che lui potenzialmente si trova in torre, ma non possono capire, a che punto il torre, oh, infatti cade anche mia. Doki, è un disastro catatonico per i nas... per Cata... ragazzi dei Natus Vincere. Catatonico, disastro per i uh, NAVI. Questa è una frase da scrivere che Jody Ciro Carrara ha pronunciato oggi 5 ottobre per la quinta giornata di European League, quel granata che Dovrebbe alla fine va a distruggere, distruggere il Banshee meno male perché ho visto sbattere contro il muretto ho, ho, ho pensato la peggiore delle ipotesi qui poi Kendrew avanza prende l'ottima eccia su Prano togliendogli la possibilità di fare una quadrupla uh. uccisione ma per i non c'è troppo da fare 4 contro 2 che devono affrontare in 15 secondi scarsi sicuramente sono pronti ad tendere al, al Varco, hanno ancora i Banshee per fare rumore sul dove attaccano questi avversari Hive col C4, Packbull le S MG, tutto in mano ai Sigret per questo 4 a 3 non c'è tanto da dire si sono dimenticati che Prano era il roaming dopo che qualcuno c'era già morto in realtà per cui non lo so a volte inavviano questi strani momenti per cui sembra che le cose non possiamo neanche più usare la scusa della lingua non c'è più tanta diversità in quel caso addirittura l'unico morto era il polacco quindi gli altri 4 sono tutti della stessa nazione No, non può succedere, non dovrebbe succedere, non dovrebbe succedere. Ma per fortuna hanno vinto abbastanza difese per essere ancora in corsa per la vittoria o il pareggio. Se si fossero trovati a zero, la situazione era parecchio diversa. Vanno al piano superiore a questo punto. I Secret, la rotazione è più o meno sempre la stessa. Sono pochi i team che scelgono la cucina come secondo sito, ma secondo me quando arriveremo al major capiterà più spesso, soprattutto visto quanto, quanto le difese vincono. In eh, cucina, al piano superiore ai sever, bisogna di avere due hard bridge. Ed è il motivo per cui Doki sta giocando con Maverick. Ovviamente. Hanno tutto quello che gli serve. Anzi, se posso dire la verità, meglio rispetto ai secret che si ritrovano spesso con Ivana, che per alcuni versi è migliore. L'abbiamo detto prima: se tiri le Kairos insieme non possono essere triccate dal buco che stai aprendo. Ma allo stesso tempo eh, rischi eh, di subire comunque l'impact trick e quindi di non creare un buco attraversabile. Se invece eh, sei rapido abbastanza, potresti beccare il momento esatto e creare almeno un buco doppio. Perché il Selma, alla sua seconda attivazione, crea una, mh, una breccia già scavalcabile. Abbiamo visto la telecamera di chatte al di fuori dell'autobus, è andato precisamente nella eh, nell'antenna appunto che presenta a fianco all'apprezzato oggetto eh, con quindi alcune informazioni che arriveranno sicuramente eh, dal, dal, dall'esterno dell'edificio ma sarei curioso di sapere se qualcuno vorrà approfittare di un possibile run out perché una, una, una telecamera piazzata in quel lato potrebbe essere eh, frutto di una uccisione appunto uscendo direttamente dall'edificio con magari Chatte che potrebbe proprio approfittare di questo vantaggio togliendo, perché no, magari un arbriccio o delle granate che potrebbero fare tanto comodo. Ai sigre di questo momento. Il momento buono è quando vedi qualcuno sulla tettoia esterna di camera da letto. Di solito c'è un attaccante su due sempre. Qui vediamo che cosa succede. Blur apre. Effettivamente, dopo la prima attivazione del Selma oh. arriva l'impact. Ma Joe è abbastanza astuto da capire che Aif probabilmente si trova in quell'area. E alla fine quello che spiegavamo prima. In un modo o nell'altro, questi Selma avranno effetto completo. Riuscirà ad aprire una breccia attraversabile senza troppe difficoltà. Aif striscia fino a un punto potenziale. Non ce la fa. Salto, non ce la fa. Sì, la Bloccata no. qualcuno. Salvi, ai Joe! Prende intanto la sua precisione. Rotando dall'altra parte, come. anzi veloce come Spiderman. Era in trofi 20 secondi fa. Procedo a ruotare in tempo record. Uscendo dal, dal teto, qui sapeva. Se poi annulla. Il, la, la DS di Jäger toglie il filo spinato. C'è ancora Draven in attico con Doc Che, peraltro, ruota di nuovo anche lui dalla stanza di attico. Prende la doppia uccisione rispondendo al doppio il suo collega. Un eh, possibile 5-3. In questo momento, Shutter si trova contro Joe, che gli fa regalare la tripla uccisione con round flawless e rapidissimo dei Navi. Ho vinto il round in due grazie alla capacità di outfragare gli avversari, ma più che altro di gestire il timing. Joe è bravo a piccare nel momento in cui viene utilizzato il secondo Selma, aspettandosi di trovare If. Ovviamente non può essere appoggiato alla breccia, perché in quel caso gli sparerebbe Ace. Di conseguenza, si deve trovare per forza all'interno della stanza del biliardino, in uno spazio tra la finestra e eh, il doppio muro rinforzato. Lui lo sa, lo trova con la Impact in mano. Quando lo atterra, a quel punto ruota, perché il suo lavoro è compiuto. Visto che Doki ha già aperto attico e qualcuno sta alla breccia, non c'è più un punto sulla porta dei trofei dove possano giocare eh, i difensori. Soprattutto perché con un drone i navisti erano già accorti di aver svuotato quell'area. Ruota, può permettersi di andare al finestrone, dove non solo elimina l'avversario che ha atterrato, ma soprattutto penso becchi qualcuno che stava tentando di ruotare per andare a arressarlo. Certo era un res molto complicato sotto un certo punto di vista perché non, eh, non avevi una traiettoria così pulita ed un, mh, ed un punto così safe per cui metterti lì e utilizzare i tuoi eh, 3-4 secondi di res per eh, appunto, aiutare il tuo compagno. La, la doppia breccia di Ace era fatta troppo bene per avere quindi anche una possibilità di andare a prendersi eh, la kill ferimento, e intanto qui... Drevenna si è tappato la porta per un possibile run out, poi cerca invece di forse, creare un po' di pressione e un po' di timore psicologico, infatti arriva addirittura al ping da parte di Blue per dire qui qualcuno c'è stato, ma è semplicemente un bait di Goyo che è passato da lì, ha rotto la finestra e se n'è andato. Per la loro prima apparizione nello stage 2 su Oregon e nella la Via hanno cambiato anche i ruoli, potrebbe essere questo che stia funzionando meglio. Blur lo hanno alternato parecchio, ma hanno tolto a Kendrew um, il ruolo di Heartbreaker. Lui in teoria è l'ingame leader primario, anche se delle comunicazioni sembra che parlino lui e Doki principalmente. Secondo me, è per eh, permettergli di essere più al centro dell'azione e chiamare meglio, visto che invece Blur ha il defuser in tasca. Non può vedere moltissimo, lui si deve limitare a seguire gli ordini degli altri per arrivare alla breccia. Shot è sempre al piano inferiore, sta aspettando quello che dicevi tu di avere un run-out, di vedere qualcuno all'esterno, ma il punto è che i navi giocano tutti all'interno. Giochi ecco. viene out, fraggato di brutto da Prano con un run out addirittura su Nomad che impatta fortissimo. A questo punto non c'è più pressione al finestrone. Run out difficile a controllare quello, a meno che non vai a piazzare un air jab, è molto probabile che. Un difensore possa effettuare proprio quell'uscita dalla finestra di Torre piccola eh, o una clamor o qualcosa per bloccarlo perché alla fine quando sei lì hai pochissima reattività per capire se qualcuno sta uscendo e il tempo eh, per cui l'operatore il, il tempo in cui l'operatore difensore viene spottato fuori dal, eh, dalla struttura eh, tu praticamente sei morto già due volte perché è, è molto vicina dal girare l'angolo e guardare tutta la stanza tutto il, il balcone davanti il, alla, alla finestrona cadenca saves hanno ancora il controllo di attico, c'è cioè smoke in vita e packbull a disposizione uno scudo, uh, le fumogene per Do, che è una situazione parecchio complicata, visto che toccherà scavalcare probabilmente andare al push diretto. Stanno giocando in due i ragazzi dei Secret, lo sanno che arriveranno uh, da quel lato. Prano addirittura si mette a curare sotto la botola mentre Kendry cerca di entrare dalla finestra uh, di uh, trofei. Tochi in rotazione piena. Il fatto è che quando Maverick arriverà sul terrazzo, la telecamera di Shat lo vedrà, e di conseguenza, per i difensori sarà tutto parecchio chiaro. Per i navi qui è abbastanza complicata la situazione telecamera dentro la lanterna. Intanto, è impossibile da vedere. Kendry e Packbull cercano due frag, le trovano chat dal basso. Poi prende l'ancial su Doc che cercava di entrare in insight. 10 secondi, poco più per Blur, che ha praticamente mille proiettili da schivare. Ah, alla fine trova la rotation nella breccia ed è prende eh, la frag sul l'ultimo travestito dei navi. Siamo quindi 5 a 4, ma ancora un piccolo vantaggio per i navi. E tre M-Team hanno fallito La loro primo tentativo nella difesa del piano superiore poi sono riusciti abbastanza facilmente nel secondo. Quindi è solo questione di capire non cosa fanno gli avversari, perché quello ce l'hai già chiaro prima, ma con che tempistiche lo fanno. A che minuto arriva la breccia? Quanti giocatori arrivano da Attico? Chi va al finestrone? Se il giocatore che va al finestrone è da solo, se è nomade, ha piazzato l'airjab, non lo ha piazzato. Tutte queste informazioni la prima volta non le hai, la seconda ti basta usare la tua eh, memoria. Ora sanno di andare altrove e quindi sarà il piano inferiore l'opzione scelta, per cui compare anche Ibana, migliore per aprire le botole. Eh, L'artiglio di Kaid non c'è questa volta, di conseguenza solo Mewjammer per la botola di. Uh, lavanderia e il resto è facile da aprire, assolutamente nessun uh, problema. Più volte parliamo di come le squadre difendano blu e di come altre lo attacchino. Se non prendi il controllo di torre, in realtà blu in sé non è neanche di fatto attaccabile. Perché per quanto tu ti ci possa inserire all'interno, poi arrivi e rimani bloccato dal giocatore in colonna piuttosto che da quello sulla porta del freezer. Mentre invece se prima prendi torre, svuoti, togli il suo scudo, a quel punto fai sì che se qualcuno si trova in blu può fuggire solo dalla rotazione di bunker, quella aperta da Ife in cui, dove Secret, eh, scusatemi dove Draven sta piazzando il suo goyo, che... È collegato alla rotazione. nello specifico. Ormai lo sappiamo, cioè gli attaccanti rompono con lo scudo, per cui il fuoco copre eh, la possibilità ai difensori di andare a chiudere il tutto. Joe penso abbia subito del fuoco, amico. Si, sì, probabilmente sparando ad una telecamera. Ma è stato fortunato che non ha messo la testolina in mezzo al, al mirino del compagno, intanto, siamo in una situazione in cui si red di difendono tutti quanti all'interno del site. Prano piazza uno scudo davanti. Alla rotazione per permettere quindi ancora difesa dello rotation, nonostante eh, i Navi, magari nel caso in cui vadano a distruggere lo scudo dove Prano in questo momento è eh, impegnato una difesa. infatti c'è soltanto un ADS. Diciamo che sì, si impegnano nel difendere Bunker, ma neanche troppo. Non c'è ovviamente Wamai che può permettergli di essere più tranquillo. non C'è soltanto una DS quindi le forze difensive sono state anche piazzate in altri eh, punti, come per pillars vediamo in questo momento per permettere una distribuzione più omogenea di tutto il eh, di, di, di tutta la difesa nonostante Haifa abbia aspettato a piazzare lo specchio di mira quello che serviva per annoiare i giocatori in blu alla porta dell'entrata di blu non è difficile neutralizzarlo, l'abbiamo detto prima, non c'è Kaida anche se era a disposizione, se il piano era questo avrebbe sicuramente aiutato, avrebbe rallentato tantissimo l'apertura della botola, perché in questo attacco specifico i Navi non stanno giocando più Maverick che in precedenza c'era. Arriva la detonazione del vulcano, dovrebbero ancora avere in tasca un muro a disposizione, ma non è detto che lo vogliano utilizzare, perché fin tanto che lo scudo uh, di Smoke è ancora in vita, possono usare le sue fumogene per guadagnare più tempo e quindi chiudere la loro rotazione solo successivamente. Qua 3 dei secret in mezzo metro quadrato. Qui bravi eh, i ragazzi di Navia A mettere pressione anche sul lato di Pillars, Prano alla fine riesce a prendere un'ottima kill su Saves ancora. Due granate smoke per Prano. Che attende al varco Blur. Lo manda a bere un caffè. Grazie a questo headshot. Poi ancora Prano, tripla uccisione. Non si ferma più questo ragazzo. Uno dei migliori della vincere. 40 secondi. Joe deve fare un miracolo che ha già eh, effettuato nel run precedente. Insieme a Doki, prova il prefire su Prano. Ovviamente non picca. C'è andata la picca in questo momento. Mette a terra anche il secondo. Potrebbe arrivare adesso la tripla da parte di Doki. Insieme a Joe 2 contro 4 di una difficoltà immensa. Ma lo dicono lo stesso, i britannici troppo forti negli scontri a fuoco: 2 contro 4. Quella rotazione chiusa non si sa a questo punto se avrebbe aiutato qualcuno. E soprattutto Doki, che rimane in colonna a giocare indisturbato di fianco a uno scudo di Goglio. Qualcuno detoni con lo scudo di Goglio, infastidite per favore Doki che riesce ad avanzare in corridoio senza nessuna difficoltà. E questo è un match point che vale parecchio per i Navi. Un round che era difficilissimo da prendere, hanno giocato alla grande, Doki e Joe doppio uccisione a testa, si complimentano peraltro eh, con gli avversari, nonostante ciò però una grande prestazione individuale dei due giocatori dei Navi che riescono ad abbattere tutti i ragazzi di Secret, che erano tutti prendenti all'interno di lavanderia, soltanto uno in cella frigorifera e piano piano... Sono riusciti a mandare avanti la baracca con questo 3-4. Qui ovviamente i navi hanno due match point e se li giocano. Con l'attacco in cucina la Hanno giocato troppo indietro nella difesa. Quando erano in strada numerica hanno abbandonato tranno da solo molto più avanti. Gli altri tre si sono spostati così tanto indietro. Da consentire a Joe di inserirsi profondo nel sito. E addirittura Doki di avanzare in corridoio dove ha ucciso Shuttle all'interno di Frise. Tra l'altro, sto pensando sempre a quel momento in cui ti dicono: nice shot! E tu hai appena perso un 2 contro 4, ti stai mangiando le mani con la tastiera intera. Grazie. E poi continui a mangiarti la tastiera. Però per i Secret non si tratta ancora di una sconfitta perché se riescono a vincere la difesa in cucina, che finora uh, per i navi aveva portato tanto bene, soprattutto quella in cucina e refettorio l'altra l'avevano persa, allora hanno una chance di andarsene ancora almeno un punto. Se questa cosa non dovrebbe accadere i navi si avvicinerebbero ulteriormente alla uh, top 5, che tra l'altro se dovessero arrivare nella top 5... È quasi sicuro che sarebbero matematicamente l'invitational perché essendo già arrivati i quinti hanno parecchi punti eh, cosiddetti 6 Invitational. Arriva l'apertura altissima con eh, il primo Selma ci dovrebbe essere l'impact di distruggere la Kairos, la prende persino con calma Pakul, poi c'è lo scambio, ora tocca a Perrano, che però sta tirando l'impact secondo me dal lato sbagliato, dovrebbe piccare da destra che sarebbe parecchio più semplice questa volta lo fa, la tira troppo lunga e in un modo o nell'altro lo specchio di mira verrà neutralizzato al costo di eh, due Kairos credo, e un Selma le Versailles però hanno dovuto utilizzare ben quattro Impact per distruggere i gadget degli attaccanti. Quindi attualmente i navi sono leggermente in vantaggio. Hanno ancora un Selma. I navi non hanno più Kairos. Non possono quindi brecciare troppi muri. Ma basterebbe in realtà quello ehm, del sito, che peraltro è già aperto. Non mi ricordo questo dettaglio. Qui la grata di Kendrew potrebbe essere importante per distruggere il maestro. Ma alla fine è riuscito Doki a prendersi questa kill. E quando sanno che l'operatore pesante italiano è andato a terra, significa che le docce sono vuote. È il momento di avanzare, che Andrew si apre un passaggio e prende parecchio spazio. pac al piano superiore è ancora sotto tiro il plant default. Se qualcuno dovesse andare fino al divano per cercare di armare, c'è una kill abbastanza semplice. Le fumogene sono ancora in posizione, fin tanto che Draven è in vita, si può impedire il plant. del motivo per cui Doki è obbligato ad avanzare in corridoio e prendere tutto lo spazio che può. Se Doc riuscisse a prendere il possesso di 90 sarebbe una situazione molto più facile da gestire per eh, gli ex campioni di Pro League. Qui poi l'altro save lascia in pochissima HP Draven, planto online 4 contro 4, nessuno di Secret è riuscito ad impedirlo qui C4 che non voleva essere fatto esploso ma voleva soltanto far correre e scappare uno dei navi che tanto viene preso di spalle, proprio che Andrew subisce poi l'air job potrebbe essere questo il match point utile per i, i Natus Vincere nel cercare di fare qualche mezzo miracolo, ancora un Ergio il tempo ormai è quasi allo scadere navi che trovano un'ottima copertura anche dal lato di Joe, poi If e viene tradato da Save, ancora Draven in vita uno contro uno contro Save che cerca in qualche modo di fare un miracolo qui il tempo non c'è più per restarlo perché ha provato a fare questa mossa azzardata forse non aveva altre soluzioni che fare qualcosa che non sia rifiutare, perché sapeva di essere stato piccato da Save nel caso Navi vincono 7 a 4 quindi contro i Secret E questa è la ragione per cui la difesa in cucina per molti team non è un'opzione così valida Esiste eh. sempre la possibilità che qualcuno arrivi <ride> Beh, congratulazioni a Byron allora per la sua prima vittoria in, in... EUL Perché ricordiamo che aveva già giocato in PL, PL Sempre con i Navi, però in quel momento sostituiva uh, Doki. Doki. Doki Ora è invece è un player ufficiale Niente da dire, Doki e Joe hanno caricato sulle loro spalle il match e se lo sono portati in parte a casa da soli. Grande match per i Navi, oggi i team più vincenti hanno perso sia BDS che eh, i, i Siri di BDS hanno pareggiato, eh, però appunto eh, contro i Vitality, quindi sono ancora primi in classifica. La classifica vediamo dopo. Adesso vediamo ciò che abbiamo visto questa sera: 7-3 per i Caos contro i Virtus Pro. 6 a 6 invece tra Empire e Tempra. Solo sorprese se ci pensiamo bene, a parte i rogue che continuano a fallire perdono per 7 a 1 contro i. G2 e BDS per la prima volta si arrestano pareggiando quindi comunque un punto per loro che li eleva a primi assoluti in EUL mentre invece i Secret si arrendono per la prima volta mostrando che hanno delle debolezze e forse la loro organ non è così solida. Se devo sbilanciarmi la partita più sorprendente è sicuramente quella dei Chaos che battono i Virtus Pro che di conseguenza rallentano parecchio. Per gli Empire il pareggio ci sta, finora hanno sempre vinto su una sola mappa il che significa che è un problema di pull e potrebbe essere la stessa Identica storia per i Secret dei BDS. Onestamente, non mi preoccuperei ancora visto che, come vedete, sono ancora primi. La grande, grande, grande entrata nella top 4 sono niente poco di meno che, che i, I CHS per gli amici Chaos e Sport Club. Sembra, <ride> sembra una barzelletta, ma è la verità: perché eh, è vero che i due hanno vinto, ma erano molto indietro. Punti, eh, poi partiamo dall'alto con i BDS che confermano la prima posizione, avendo comunque pareggiato i Secret sono ancora secondi, ma adesso ad un punto di differenza con i BDS. Virtus Pro terzi, nonostante eh, la sconfitta di oggi, ancora 10 punti. Quindi, perché c'erano troppi punti di differenza? Ma i Caos a pari i punti con Team Empire e G2. Rigiocare continuamente le stesse mappe sta portando alcuni team a cadere in dei loop negativi verso se stessi, cioè a commettere degli errori che prima non facevi, ma cercando di adattarti ad un avversario che ti ha visto troppe volte riscontri parecchie difficoltà in più. Un po' di preoccupazione, secondo me, è lato Empire, principalmente per le dimensioni del loro pool. Non si può vincere una sola mappa su sette per arrivare eh, più avanti di quanto non si stia già facendo. I Navi, secondo me, sono molto più pericolosi di quello che la classifica racconta. Dei G2, nota positiva la super performance di oggi, ma contro i Rogue, quindi aspettiamo di vederli contro dei team più vicenti. I Vitality, quattro pareggi, quattro pareggi. È vero che uno di questi è con i BDS? però hanno chiaramente preso il posto nei caos, anzi hanno già raggiunto i caos, che avevano concluso eh, la scorsa stagione con 5 sconfitte e 4 pareggi. I Vitality a metà già sono lì, <ride> perché hanno già 4 pareggi. Eh, poi ci sono i Tempra e i Rogue. Per quanto riguarda i Rogue non c'è altro che possiamo dire. Il punto più preoccupante sono i nostri. I Tempra che stanno seduti al nono posto e rischiano tantissimo perché comunque si erano piazzati eh, tra il sesto e il settimo posto nello scorso stage il che non gli assicura di avere tanti punti sì una situazione abbastanza nera per i Tempera ancora più nera per i Rogue che però loro hanno come dicevamo prima il bottino proveniente dallo stage 1 quindi questo eh sì. al momento li tiene un attimo a bada per evitare una possibile eliminazione Attualmente abbiamo visto tutte e cinque le partite, quindi questa giornata eh, numero 5 dell'European League giun giunge al termine, un ringraziamento da parte di Jody e eh, di Chinook, quindi e eh, Ryuk per aver visto fino a qui questa partita vinta da Enavi. Appuntamento a mercoledì, non dimenticatevi la sorpresa che ci sarà mercoledì perché secondo me la chat, la chat impazzirà. Ci vediamo giovedì alle 6 su questo canale. Buonanotte. buonanotte.